mezzo a 6,9% dipendenza per la 50. Io intanto controllo se c'è qualche nome particolarmente pregnante, intanto così seguiamo la corsa nel frattempo. Ecco il gruppo di testa, perché Gesk con molto Matthews, numeroso, sì. Sono, mi sembra che ci sia anche Tendam, Tapuma. Certo, Matthews, c'è Vauclair. C'è anche Alberto Bettioli in questo gruppo, Davinio Viss, Swift, Van Barle, De Gendt, Matthews, appunto detto, c'è Chaves, Esteban Chaves, lo avevamo intravisto, Castrovieco, Roglic, Pantano, Harlison Pantano, Dani Navarro, Kiserlowski. Insomma, è un bel gruppo, Galopin, Molle, ma sono 30 corridori buoni, diciamo. Nessuno però di questi 30 corridori si trova nelle posizioni alte della classifica. Classifica, certo. Per cui gruppo che in questo momento, dopo aver di giornata, una salita che nei confronti della Croix de Fer, scusate, di seconda categoria, che nei confronti della Croix de Fer e delle altre che ci sono oggi, Telegraph e Galibier, è una giacchettata, insomma, è come andare a prendere il caffè per i corridori qua. Ma infatti vediamo che collaborano tutti a buona andatura e si capisce appunto della difficoltà relativa di questa salita. Dani Navarro, vedete, un bel gruppetto, in questo gruppetto si fa notare benissimo ancora una volta Bettiol, che al suo primo Tour de France sta facendo davvero una figura notevole. L'italiano dei 30 al comando è proprio Alberto Bettiol, in un gruppo interessante con corridori di livello, dove c'è il solito bling a caccia dei soliti 20 punti, direi, perché si sta avvicinando. Scusa Salvo, tu che hai l'elenco lunghissimo di questi che sono in ma non c'è Alessandro De Marchi, no? Allora, non lo danno nella lista che ci hanno fornito, però quando si parla di 30 corridori bisogna aspettare qualche minuto. Era più che altro perché l'abbiamo visto molto attivo all'inizio. All'inizio, sì. Ci danno tre contrattaccanti, ma sono Feiu, Perichon e Minar, che si stanno avvicinando ai 30 al comando. Potrebbero essere 33 tra poco. E tutti e 33? Trotterellando. La tappa del Tour de France è la tappa che oggi e domani sono le tappe alpine. Domani l'Isoar già rimbomba nelle vallate, ma oggi c'è il Galibier, Telegraph come diciamo trampolino di lancio, Croix de Fer, stiamo parlando di montagne che non mentono e alle quali non si può mentire. Il Galibier è oltre i 2600 metri, anche domani saremo di poco oltre, insomma, intorno a quella quota. Oggi è il punto più alto, quello che in Italia sarebbe la cima Coppia, in Francia si chiama Souvenir de Grange, in onore di uno dei fondatori del Tour de France. Una volta la De Grange Colombo era la challenge che ha preceduto la Coppa del Mondo, comprendeva anche i grandi giri e cose come la Parigi-Bruxelles, storiche e tradizionali. Quello che vediamo inquadrato è il gruppo di testa, un gruppo di testa molto ben composto di oltre 30 corridori, e qui vedete il lavoro di un eccellente Team Sunweb che ha vinto tre tappe e che ha un Matthews scintillante, il quale presumibilmente ha come obiettivo lo sprint intermedio, che è dopo la discesa che seguirà questo gruppo della montagna. Altri 20 punti, gliene mancano 29. Ieri da 79 ne ha recuperati 50, 29 gliene mancano, solo 9 lunghezze separeranno Matthews da Kittel dopo l'inevitabile passaggio di Matthews primo allo sprint, non abbiamo alcun dubbio. Marcel Kittel oggi vittima di una caduta, questo per chi si fosse appena collegato, del quale porta i segni sulla maglia, ha dovuto cambiare una scarpa, insomma una caduta sicuramente non è l'ideale. Partire per una tappa del genere dando una botta a terra, diversi corridori sono rimasti coinvolti, non ci hanno più mostrato uno dei corridori che era, volevamo vedere, che era Brambilla. Van Rensburg è ancora attardato dal gruppo, mentre credo che gli altri siano rientrati tutti, mi auguro sì che sia così. 30 corridori al comando, il loro vantaggio sul gruppo maglia gialla è di 3,49 quando ci sono quasi 3 km di salita. E questi sono quelli inquadrati, questi 30 corridori che sono in testa al gruppo con i Sunweb sempre tesi a cercare di prendere i punti. I punti oggi utili sono dopo 47 km, 47 km e mezzo per dire la verità, uno sprint che non presenta grosse difficoltà a Le Mans, 714 metri di altezza con Matthews che fa le boccacce. Beh, ne ha ben d'onde, ha vinto due tappe. Come fai a essere più felice di così? Ha vinto due tappe, lotta per la maglia verde e botte di 50 punti al giorno, sta recuperando. E lotta bene, Salvo, perché lotta molto molto bene. Io credo che effettivamente sia molto più avvantaggiato lui ora in questo momento che Kittel,
Ma non perché è caduto Kittel. È stata ieri secondo me la tappa chiave, non oggi. Ieri è stata una tappa chiave perché ieri Kittel era favorito della vigilia. Ha perso contatto da un gruppo anche numeroso. Ha inseguito tutto il giorno, ma grazie ad opera della Sunweb è stata la differenza, l'hanno fatta loro. E poi il ventaglio nel finale, dove abbiamo visto Fabio Aru molto bene, e ve lo vediamo anche oggi, contornato dalla squadra in partenza, subito dietro gli uomini Sky, vediamo gli uomini in celestino, da non confondersi con Mirko. No, Mirko, che salutiamo caramente, che si è dato alla mountain bike, fa anche le riprese dei mondiali, insomma stiamo parlando di un'eccellenza. È quella volta lì che è andato a... Commissario tecnico della nazionale italiana per quanto riguarda la mountain bike. Certo, ma quando è partito subito il campionato italiano, poi fa riprese dei corridori mondiali, le prove di downhill, affascinante assolutamente, insomma ricordo quella Sanremo in cui rimase intrappolato fra Vettini e Paolini. No, ma come si fa? È un lotto già per il gruppo di testa. Roglic potrebbe essere. Esperienza. E comunque ragazzi comincia a serpeggiare nel cervello la fatica, perché quando succedono queste cose, questi fatti, questi accadimenti, anche quella caduta là, insomma, vuol dire che comincia a sentire la fatica. Non so cosa ne pensa Vladimir. Qui è andato giù perché è andato nel terrapieno. C'è un corridore che è andato nel canaletto lì giù dall'asfalto, perché c'è il gradino. Sono stati diversi che l'hanno fatto, perché o salti e torni su, o se no fai quello che ha fatto Roglic. O sposti la chiesa. O sposti la chiesa, o vinci il Totocalcio o vai in Perù. Non è che hai tante scelte, no. Alla fine. Salutiamo Francesco Nuti con grandissima ammirazione. Machu Picchu. Oggi si potrebbe... oggi è una tappa da Machu Picchu, sì, perché in effetti. Sembrano quasi le Ande. In effetti, le Ande. Nairo Quintana. I colombiani, Chavez oggi è in fuga, come per esempio. Come l'hai detto, Nairo Quintana, proprio mi è venuto quasi un tuffo al cuore. Hai pensato a Zandegu? Sì. Lo so. Però Chavez, per esempio, oggi però la prova è in fuga. Chavez è davanti. E questo ci fa molto piacere. Tu l'avevi detto ieri fuori trasmissione. Thomas Degan, siamo abituati a vederti in fuga in questo tour. Ci aspettiamo che anche oggi tu vada in fuga? Speriamo. It's going to be a difficult day. Also, sarà una giornata difficile oggi. The first 20-30 kilometers. Anche andare in fuga, insomma, è dura, poi è una tappa lunga, lunga. Mi aspetto un gruppo numeroso in fuga oggi. Ti aspetti che ci sarà battaglia tra gli uomini di classifica? I don't think that Sky will let Barguil go because it's too close in the GC. Io non credo che la Sky lascerà andare corridori come Barguil, per esempio, in fuga. Guys who don't want to be out of time limit in the break and guys that oggi la fuga ci saranno un po' di corridori che ci andranno per andare fuori tempo massimo e altri che invece ci andranno per cercare la vettura di tappa. Today is going to be a special day. Oggi sarà una giornata speciale, comunque. Riccardo, adesso dobbiamo trovare i corridori che vanno lì, lo spiaggiamento ha descritto, quelli che non vogliono andare fuori tempo massimo vanno in fuga a spiaggiarsi, come hai spiegato, per anticipare e poi avere meno da recuperare. Lì davanti ci sono diversi corridori che fanno quella tattica lì, però ci sono anche tanti corridori come Mollema, per esempio, che l'altro giorno ha colto una bella tappa, Chavez, che tu avevi pronosticato ieri a microfoni spenti, cioè chiaramente era un discorso fra un pour parler fra noi. Eravamo al bar, tra un bar e l'altro, sì, c'è il nostro bar personale. Perché io ho detto, ma non credo, sinceramente pensavo che non fosse ancora in condizioni di poter fare qualcosa. Roglic si guarda le ferite, bel corridore questo qua comunque. Un bel corridore, una bella intervista a LeMond rilasciata qualche giorno fa,
Sì, sì, lui ha iniziato tardissimo, ma non si pone limiti. Roglic è un corridore davvero... Ecco, come tu hai notato, Riccardo, si vede che viene dallo ski jumping solo nella mancanza di malizia in gruppo. Ecco, questa te la dà il mestiere, non te la dà il talento puro o il fisico, quello che invece ti permette di vincere il cronometro all'esordio al Giro d'Italia. Ma ci sono tanti corridori che ancora inespressi perché magari ancora non preparati a stare nel gruppo, fanno degli errori anche così macroscopici perché magari nessuno gli dice qualcosa, perché magari non ci sono le vecchie chiocce di una volta, no? Io mi ricordo Ercole Gualazzini era un velocista, era uno che comunque era veloce e faceva anche il passista. Beppe Saronni se lo metteva in tasca quasi e gli urlava, gli diceva stai qua, vieni qua, mettiti qui, stai a mezza ruota. Cioè Beppe, che passò professionista molto giovane, da Gualazzini ha imparato tante cose del mestiere. A quei tempi c'erano anche dei corridori che erano preposti a fare un determinato lavoro in squadra. De Gent vuole prendersi i punti del GPM, non sono tanti, ma De Gent si è abituato a volere la classifica del GPM perché in una tappa come oggi può farne moltissimi. Guarda che esce con Matthews che cerca di andarla a contrastare per Barghì. Per Barghì, sì, e bella questa forse difesa. Forse ce la fa Matthews. Aspettando, ce la fa Matthews che ti va a battere sul traguardo volante. Questo è da spiegare, Salvo, perché certo, magari a casa dice ma che vuol dire? Vuol dire che Matthews è un compagno di squadra del detentore della prima posizione in classifica generale del Gran Premio della Montagna e difende il suo compagno, tant'è vero che fa proprio una volata allo spasimo e ci voleva proprio un grande Matthews per fare questo, perché De Gent ha fatto un numero qui. E Matthews è andato a togliergli due punti perché 5-3-2-1, ora De Gent dice ma fammelo prendere, una vattata è lontano. No, gli sta dicendo bravo. No, abbi pazienza, io Thomas, che ti devo fare? Non mi ha tante per fare queste cose, l'ho fatto per Barghì. No, capisco. Infatti è assolutamente bella la situazione. Fammi il contratto per il prossimo anno, vai. Portami con te che io ti faccio un bel lavoro il prossimo anno. È verosimile per lui un dialogo così? Ovviamente lui l'ha teatralizzato da istrione qual è? Sì, momento di competizione, di sana competizione, però poi c'è anche la lealtà, il fatto comunque che si torna uomini. Ognuno fa il proprio lavoro. No, ma De Gent lo sa, cioè non è che... Bellissimo, no, ma sono bei momenti da enfatizzare. Cioè, se fosse stato per dire un altro compagno, cioè un altro corridore, allora poteva anche dire, ma che fai? Invece così, molto bene. Ed amici, bentornati, immagini in diretta dal Tour de France e questo è il passaggio del gruppo maglia gialla, del grosso del gruppo, al Col d'Ornon, primo Gran Premio della Montagna di giornata, Gran Premio della giornata di montagna che nell'economia generale è quasi irrilevante in quanto a punteggio, però è un ingresso in una zona che ci accoglie, le vallate alpine con le grandi salite storiche, leggendarie. A 147 km dalla conclusione abbiamo questo duo che fa parte di un gruppo di 33, ha guadagnato un leggero vantaggio. Michael Matthews e Thomas De Gent hanno fatto il GPM. Una volata incredibile. Cioè... E si trovano pertanto davanti a un gruppo che però nella sua interezza è di ben 33 unità. Vogliamo segnalarvi la presenza di un bravissimo Alberto Bettiol nel gruppo di testa, quasi 5 minuti in ritardo del gruppo principale. Conosciamo benissimo l'incedere del Team Sky all'inizio di tappe come questa. Il Team Sky lascia andare la fuga e va davvero in maniera totalmente controllata per poter poi alzare la media potenziale. E come? Sapete cosa mi sembra? Siccome c'è uno studio delle medie, chiaramente della gestione dello sforzo, che è notevole, come se Froome avesse una media generale che lui può tenere al termine di questa tappa, pertanto più è bassa la media della prima parte più può andare forte nella seconda. Sembra così dopo ormai anni di una gestione così? Ma no, ovviamente è un'analisi non tecnica, è un'ipotesi, cioè un'idea che ti viene a dire ragazzi ma lui vuole andare piano tutta la tappa e ti bastone nel finale. Questo è lo spettatore che lo pensa, capito? Sì, diciamo che adesso con i nuovi misuratori di potenza ci si può regolare con molta precisione, per cui sicuramente Froome è un grande esperto dell'uso del
dei watt, dei misuratori di potenza. Si sa gestire molto bene, una squadra che abbiamo visto in questo Tour de France veramente all'altezza, per cui non si preoccupa sicuramente della fuga di giornata. Se vuoi, Sabo, ti posso dare i numeri. Sì, certo, riguardo vi aspettavamo a questo con ansia. Gran Premio della Montagna, un seconda categoria, 5 km e 100 metri, pendenza del 6,7%, percorsi in 12 minuti, 40 secondi, alla media oraria di 24,160. Buon passo. Un buon passo, sì, assolutamente. È andato 10 km a un buonissimo passo di Matthews, che andrà a soli 9 punti. E guarda le pieghe che fa, non è che rischia o non rischia, che è la sua attitudine naturale, no Riccardo? Beh, questa non è una discesa da pieghe, è una discesa che sta andando giù. Però va bello, va morbido, pennella le curve, cioè sta bene, si vede, dai. Sì, anche perché c'hanno vento a favore. Loro sono andati forte sulla salita perché avevano vento a favore, Vladimir, non ti far ingannare dalla velocità. Ce l'avevano loro come ce l'aveva anche il gruppo. Andiamo con uno dei nostri insiders, parliamo di sicurezza al Tour, anche in questo caso ci sono analogie anche con gli altri grandi giri. Guardiamo gli uomini che assicurano la tranquillità a chi naturalmente lavora al Tour de France. Ci sono due uomini, il quale purtroppo sfortunato, caduto in partenza, ora è rientrato in gruppo ma ha preso una bella botta oggi. Gruppo che ha un ritardo di 5 minuti e 13 con tutti gli uomini Sky là davanti, e ora si entra, diciamo, nel tratto importante perché cominciamo a essere ai piedi del Col della Croix de Fer, primo hors category di giornata. Belù, qui scrivono che tu fai il tempo massimo per gli scalatori, ma non è che sia troppo poco 27 minuti. Notizie che ho avuto io da Bramati questa mattina, ma davano... non fare nomi, perché fai i nomi Bramati? Mourinho gli fai fare brutte figure? No, probabilmente 27 minuti mi sembra un po'. Probabilmente ha sbagliato la tappa. Secondo me sì, perché insomma, mi sembra basso. Di qua ci siamo sempre passati, se ti ricordi, da questa diga. Questa è la diga che del lago di Verny, è una località storica, cioè ci si passa tutte le volte che si avvicina a queste montagne, è un bel panorama, è una strada che ovviamente collega le valli ed è una diga che vediamo spesso, artificiale, poi insomma Peak Challenge penso che sia più a far vostro, no Riccardo? Sfidatevi a Peak Challenge. Ma io, guarda, queste cose, queste tecnologie nuove, sinceramente faccio un po' di fatica, però è simpatica come applicazione Peak Challenge, che insomma... Tu l'hai fatta, Vladimir? No. Non ti piace nemmeno a te? No. Non ho appurato di cosa si tratta. Bene, avete appena sentito il peggior promo della storia della televisione mondiale. Bene. Volete promuovere qualcos'altro? Ho un prodotto che devo vendere, lo affido a voi, sono Saponette. A posto. Perfetto. Ci pensate voi? Sì. No, volevo dire invece, perché mi ha scritto al telefono rosso il piccolo Danilo, quello che è sempre, che sprizza di gioia, effettivamente dice, ma 27 minuti è un po' troppo poco, lui dice oltre 40 minuti, secondo me sì, anche perché vedendo le tappe precedenti sono arrivate a 46 minuti, ma non erano dure come quella di oggi. Sì, ci sta che sia oltre 40 minuti in effetti. Quindi avevi fatto il furbastro per mettermi in difficoltà. Io ero volevo mandarti fuori tempo massimo. Io ero tranquillo, andavo via tranquillo, mi staccavo sulla prima salita, ero già staccato. No, se tu calcolavi sui 27 minuti andavi via come un treno, altro ti voleva aiutare forse per stimolare. Ah sì, forse. No, ma come allora... quando il direttore sportivo dice quanto so di vantaggio e mente per darti uno stimolo. Guarda che tu non apprezzi, ma lui ti vuole aiutare. Bene, questo è uno strappo che tutte le volte si dice... Anche solo il salire sulla diga è un gran bello della montagna, è una frase che ricorre ogni anno quando arriviamo qui. Sì, sì, tutte le volte si dice. Ma è vero, perché in effetti sono questi rettilinei interminabili. No, che poi tornano, cioè praticamente c'è questo tornantino, è molto bella questa parte. Guarda la gente, bada la gente in cima lassù. Costruita tra il 79 e l'84 questa diga, è recente naturalmente, a parte di sfruttamento dell'acqua per centrale idroelettrica, ed è diventato ormai panorama classico anche del Tour de France, passaggi quasi ogni anno. Christopher è entrato in questo momento.
Christophe che ha trovato serie difficoltà a trovare la carburazione giusta in questo Tour de France, Vladimir. Arrivato non in perfette condizioni, le prime tappe mi sembrava anche più pesante, non era tiratissimo, non è mai stato tra i grandi protagonisti nelle volate, ha avuto comunque la fiducia da parte della sua squadra, team Katusha Alpecin, però risultato che stanta ad arrivare. Evidentemente siamo un po' imballato, chissà nel finale, però Christophe tiene duro, l'importante è arrivare a Parigi e poi vedremo, loro hanno anche una buona presenza nelle azioni, perché tante volte abbiamo visto i Katusha Alpecin in azione, poi da lì sì, a mettere il sigillo non è la stessa cosa. Ma poi si sono dati da fare lo stesso, non Polit ieri che è rientrato con buoni. Ah Riccardo, volevo dirvelo, io avevo già una cosa che mi faceva sorridere, però poi è caduto Kittel e mi dispiaceva. Allora, multina ieri, ogni tanto vado a vedere il resoconto della giuria. Multina per Bidoncollet, quindi Bidoncollet è quando prende la borraccia e ti rimane attaccata, insomma la dice la definizione stessa. Allora, Machado e Buanni. Io immagino la scena, perché poi Buanni, va bene, Bidoncollet magari un aiutino per venire fuori dal gruppo, 100 franchi svizzeri, ma è costata il doppio a Kittel per ingiuria a un commissario. E io immaginavo la scena. Buanni che faceva il Bidoncollet e Kittel che subito dopo mandava a quel paese il giudice, e Kittel ne ha presi 200, Buanni 100. Ti volevo sottoporre questo caso, ci vuole il commissario Montalbano per risolvere questa scena. No, beh, ma che io la immaginavo così. È un annoso problema quello delle infrazioni, io ho detto tantissime volte, no? Se si applicasse il regolamento alla lettera, insomma, credo che sarebbe un problema per tanti corridori, quindi è meglio così. Quando ci sono le cadute si cerca anche di aiutare intanto. Questo è il profilo tridimensionale della Croix de Fer. Belù, che salita è la Croix de Fer? Salita irregolare, una pendenza non impossibile, ma non ci deve insomma trarre in inganno, visto che durante la salita ci sono dei tratti dove la strada scende anche, una salita molto lunga, 24 km, pendenza al 5 come dicevo. E iniziamo finalmente dopo 44 Gran Premi della montagna che i corridori hanno affrontato fino adesso al Tour. Croix de Fer si passa quota 2000 metri. Per la prima volta, in effetti, è vero. 2067 per la precisione. Ma sai, con questa giornata, grande morale. Ecco, quando leggi il cartello 24 km alla vetta, già è una botta. Morale. Al morale. Il morale ti vale. Per chi non è adatto, per chi è adatto invece è una grande speranza, perché dici, pensa in 24 km quanto posso recuperare se hai intenzione in quel giorno di fare qualcosa. Sono cose diverse, no? Sì. Hai tanti chilometri, se devi rimontare ti dà fiducia a vedere un numerone in doppia cifra che dice ora che se attacco, pensa quanto riescono a recuperare. Dipende dalla condizione ovviamente, mi è capitato da scalatore di un saluto da Rick Van Magre, neanche un dietromoto da Belli omaggio che potrai scegliere tu quando venire a riscuotere in provincia di Bergamo. Va bene? Posso prometterlo? Un dietromoto di mezz'oretta, dai, mica tanto. Va lo bene, regaliamo. Acconsento. Vai, devi toccare 20.000 metri però. Tornando invece ai cartelli, salvo, mi ricordo la prima Milano-Sanremo, che partimmo dal Duomo, trasferimento fino ai Navigli e poi via, dopo un po' di chilometri si stava già andando da un po', cartello 250 km d'arrivo e lì altra mazzata per il morale, partenza come sempre molto veloce per te, ora è sul suo terreno, vedrai, per te era una mazza, io godevo voi fare, scalatori, voi scalatori, voi di quella categoria lì, che cioè, noi invece 250 alla grande. A noi che siamo gente di pianura, capito? Guarda che Raff, Ruggero Tozzi l'hanno scritta per il magro. Anche di mare. Gente di mare, sì. Certo. Ma tu sei anche gente di pianura. Sì, beh, certo.
127 alla conclusione, il panorama insolito. Un po' di vento là dopo i Navigli, partenza dalla Chiesa Rossa, subito un po' di vento di traverso. Quanto li metti tutti a mangiare le quanto erbe? Quanto soffrivo, dimmi. Soffrivo anche se comunque col vento mi sapevo difendere. Perché eri uno scalatore. Col vento lo scalatore si difende. Cosa fa Froome qui? No, si è fermato. È andato alla miraglia naturalmente. No, prima si è fermato. Ah, si è fermato perché ha visto 24 km di salita, ha detto aspetta un attimo che mi fermo un attimo a fare un bisognino perché sennò dopo 24 sono mi lunghi. Attaccano. Ah, non il selfie? In no, effetti, sì, eh. Si è fatto un selfie ma naturalmente ha svuotato un po' e di conseguenza è anche quello è peso, perché lui è uno fisiologico. Intanto vediamo proprio i due là davanti che si erano avvantaggiati al primo GPM, però ora li riprendono, non li riprendono, sono sempre lì, non hanno un vantaggio da poco. 1,48 hanno già sui 31 seguitori, erano a pochi secondi, 15 secondi intorno allo sprint intermedio, poi se ne sono andati perché hanno cominciato a menare mentre dietro stanno andando regolari, ben 1 minuto e 48 di vantaggio per i due corridori inquadrati, il ritardo del gruppo maglia gialla, del gruppo in generale, 5 minuti e 50 circa. Io vorrei che arrivassero così sulla Croix de Fer e mi piacerebbe vedere che poi che fa De Ghent con Matthews, secondo me lo stacca perché non se lo vuole portare troppo in là perché quella volta con Van Avermaet mi piacerebbe vedere questa scena perché sono convinto che De Ghent, perché insomma cioè se ha vinto allo Stelvio vuol dire che lui sulle quote in altura sta bene, se no non ci vinci mai senza dubbio. E quindi secondo me lo metterà in difficoltà Matthews, che comunque anche la testa dice io ragazzi più di così che devo fare, ho vinto il Gran Premio della Montagna, ho levato punti a De Ghent per difendere Barghi, ho vinto il traguardo, cioè, ora basta, cioè, non è che posso vincere anche questa di tappe, perché potrebbe Potrebbe in determinate condizioni, potrebbe, certo non è la situazione più probabile che uno si attende. Somme 24 km anche per il gruppo, inizia la salita della Croix de Fer. Tu Vlad avevi preso il tempo, sì? Sì. Non 4,35 il ritardo del gruppo. Ecco, il ritardo vero del gruppo, quello manuale. Meno 24 alla cima. Incredibile, non lo fai mai, cioè, un orologio svizzero questo Belli. Comunque la Sanremo Achtung. L'uomo dell'altura. E com'è la situazione qua? Quintana. E qui smuove le carte da subito, è interessante questo movimento, bella. Riccardo. Bella. Questo è bella lì. Un po' prima di quanto potessimo aspettarci, magari un po' più su potevamo pensare, ma già da subito. Quintana vuole ribaltare, l'uomo azione dell'altura, 2600 coraggiosa. Metri, vuole lui sbancare. Viveva a 4000. Vuole far saltare il banco, uomini del Team Sky che al momento non hanno avuto nessuna reazione, vanno sempre regolari, probabilmente però hanno accelerato un pochino, non vogliono lasciare troppo spazio. Affonda anche deciso Quintana, Riccardo, prova subito ad andarsene. Ma sai che... Quintana ieri si è rivisto nella top 10. A causa di movimenti, non perché abbia attaccato lui, ma è oltre 6 minuti ovviamente, pertanto Quintana se qualcosa vuole fare lo deve fare da lontano, non ha alternative Quintana, non gli interessa la singola vittoria di tappa, o almeno non è la priorità secondo me fare tornare su in classifica. E qua ci vorrebbe Albertino insieme a Quintana. Grimco che gli va dietro, Riccardo, può essere un buon puntello per il prosieguo della giornata, come si suol dire, e anche l'uomo di Bardet. Ma sai, Grimco non è che te ne fai di tanto, perché dopo un po' sì, terreno difficile. Non è il terreno da Grimco, però questa accelerazione fa sì che dietro si comincia a sentire la fatica e anche gli uomini di Froome hanno aumentato l'andatura. E qua gruppetto subito per Kittel, un po' presto, ancora tanti chilometri. È solo che lui vedi, è proprio sofferente, fa fatica a stare in bici, è molto segnato dalla caduta. Nel frattempo si estende il vantaggio invece di Matthews e De Ghent che è oltre i 2 minuti, 2 minuti e 16.
Non ha avuto buon esito proprio perché ha alzato di una tacca, come avevi notato Belù, il gruppo, l'andatura, non lo hanno inseguito, però hanno accelerato leggermente, ripreso subito Nairo Quintana. Chiaramente anche questo movimento di Quintana per esempio induce Rowe ad andare un po' più forte. Rowe e Knessa a una certa andatura ti possono tenere molti chilometri, a un'altra andatura ti tengono meno chilometri, quindi anche questi piccoli movimenti a far accelerare un po' il gruppo influenzeranno l'andamento della gara. Ecco i segni davvero della caduta, che è una brutta botta. Christoph, guarda il casco, segnato il casco, lo zigomo quasi riconoscibile. Alexander Christoph da questi quadrati, la spalla quadrati sinistra, e Albertino Contador Degenkolb e insieme a Tony Martin, e dicevo Albertino Contador perde un altro vagoncino, però siamo già in salita qui e effettivamente strano che non sia andato, però hai visto in quanto hanno fatto gli Sky a andare su Quintana? Perché un po' gli sono andati su, gli hanno annullato questa cosa, ma sai che è interessante, può succedere di tutto. Aia, eccoci qua. Salire ogni anno la percentuale del numero degli arrivati sul percorso lungo, quasi l'80%. E guerra. First Class Cycling, presented by Alpecin, the German Hair Energizer. Ed ecco, in questo momento la regia si ripropone, leggera differita, era già stata avviata la procedura, c'è qualcuno che si sta mangiando le mani a Parigi, ma sicuramente noi non ci mangiamo le mani di rabbia ma dall'emozione, perché Alberto Contador lancia l'attacco immediatamente seguito da Nairo Quintana. Questo è accaduto poc'anzi, ormai quando viene lanciata pubblicità con qualche secondo non si può nemmeno bloccare. Questa è la testa della corsa, ma Contador e Quintana attualmente sono andati con un vantaggio di 30 secondi nei confronti del gruppo, vedete 4.57 contro i 5.30, pertanto hanno collaborato, stanno collaborando Contador e Quintana sulla rasoiata di Alberto Contador. Nairo Quintana evidentemente ha scelto di non esagerare prima, ha avuto una risposta subito, ma appena Contador è partito, Riccardo, immediatamente Quintana ruota. È stata una bella azione, l'abbiamo detto anche più di una volta, anche nelle precedenti tappe, che Contador poteva fare la differenza, poteva essere colui che poteva fare da bilancino. Hanno preso 30 secondi sul subito, però comunque gli Sky secondo me non lo mollano, hanno troppa paura di Contador e di Quintana, anche se sono molto distanti in classifica generale. Sai, però è proprio il nome di questo corridore, guarda, beh, comunque ogni giorno si conferma, però bisogna dire che anche Nairo Quintana, abbiamo parlato di Contador che ovviamente ha come peculiarità quella di essere un combattente, ma Nairo Quintana ha sentito ovviamente mille critiche, le hanno detto che ha sbagliato di tutto e glielo abbiamo detto anche noi perché è un fatto, però la voglia di lasciare il segno ce l'ha, parte a 130 km dall'arrivo in una tappa del genere. Ma sono corridori che hanno queste caratteristiche, l'abbiamo detto in apertura di cronaca, quello che serve su determinate montagne, su determinate salite, sono anche quelle che Dio, madre natura ti dà senza ombra di dubbio, perché devi essere anche adatto per fare queste azioni. Contador, Quintana mantengono i 30 secondi ora perché il gruppo ha cominciato a tenerli, vedi, sotto controllo. Vedi che dietro Team Sky non li molla, vedi la preoccupazione anche, neanche tanta, di Kwiatkowski con Kirienka che guarda in avanti e si interroga, mentre Buanni guarda in avanti e dice vai più piano al suo compagno di squadra. No, sto scherzando, però lui farà il gruppetto. Ma lui deve arrivare a Parigi, evidentemente. 123 all'arrivo, facciamo il punto della situazione per chi si fosse appena collegato. In testa abbiamo due corridori, Michael Matthews e Thomas De Gendt. A 1 minuto e 55, 31 immediati inseguitori. A 2.38 questa coppia con un brillante Alberto Contador e un volitivo, pugnace Nairo Quintana. Il loro vantaggio sul gruppo maglia gialla ora è di 35 secondi.
si sono scazzottati? Chi? Pugnace. No, scusa. Ha tante intenzioni oggi. No, ha degli obiettivi alti. Ho detto Pugnace, per forza perché c'è Belli qui accanto, allora hai usato. Non rivanghiamo la storia di Belli perché ci siamo ripuliti da quell'episodio, ormai non ce lo ricordiamo sai più. Che Quintana, Alberto Contador sta a Canaro Quintana, sai che o no? Quintana è in difficoltà e dimostra ancora il suo limite a questo tour. Sì, non sta bene Quintana. Ma il Contador che vuole quasi volontà. Aspettarlo per però collaborare. L'aspetta perché dice dai. Il Contador che deve incitare andiamo. Quintana, questa è una scena inedita. Bellissimo però. È veramente Contador bellissimo. Gli dice dai, andiamo, guarda che vuol dire il morale, che rispetto. Pensa che signore che è quel ragazzino. Ha fatto una cosa umanamente. No, Albertino è un signore. Fantastica, davvero. Perché se io fossi stato Albertino gli avrei detto guarda, questo è quello che tu mi hai regalato l'anno scorso la Vuelta. Io ti ho fatto vincere la Vuelta e te mi hai fatto perdere il terzo posto. Beh, ce lo ricordiamo. Perché noi ce lo ricordiamo. Invece il Contador ha tirato fuori qualcosa psicologicamente di nebuloso nell'animo di Quintana che si è rinfrancato subito, gli è andato subito a ruota. Abbiamo assistito a un momento di rara umanità, Riccardo. Sì, perché nell'intenzione di Alberto Contador è quella di fare un'azione sicuramente sulla Croix de Fer tesa a cercare di prendere il più vantaggio possibile, ma dopo c'è da andare in valle, prima del Galibier, prima del Telegraph, ci sono quelle valli che c'hai il vento contro, hai bisogno di un compagno. Intanto l'andatura davanti al gruppo è fatta da Kirienka, ma il gruppo si sta assottigliando come normalmente succede quando affronti queste montagne. E siamo ancora all'inizio e non siamo ancora in quota davvero, Riccardo. Vladimir, è una di quelle giornate che aspetti per anni, una giornata come oggi. Se ora Bardet e Fabietto Aru Tesla quando si muove, ieri ho sentito le tue previsioni. Ah, pensi addirittura che potrebbe esserci un attacco da così lontano anche dagli uomini con poco distacco? Beh sì, perché Contador Contador insegna, bisogna inventare. Lo ha dichiarato Fabio Aru, bisogna inventare. Qui meglio che un'invenzione partire e andare su questi due. C'è Contador che è bello. Io credo che Fabio ci stia pensando. Ora per ora sta a ruota di Froome e fa anche bene perché comunque. Però lui vediamo è secondo, appunto che è evidente è che l'andatura Sky è la solita, direi quella non eccessiva. Al momento però mantengono. Però ci vuole Kirienka, non Ro e Kness. Ci vuole Kirienka a tenere lì a 36 secondi Contador. Sì, ma il gruppo si è già frastagliato. Lutsenko non ce la fa più, si sta già staccando. È rimasto soltanto, mi sembra, Grusdev insieme a Fabio Aru. Peraltro sono a ruota di e Aru, un altro, sì. Però qui guarda che sbrindellio che sta venendo fuori. Io avevo un po' previsto questo sbrindellio. Siamo in fase praticamente all'inizio di un principio del veglione del tritello. Quintana non ce la fa nonostante Alberto Contador l'abbia spronato, però Alberto Contador è bello come il sole, quando in queste giornate davvero ti giustifica l'affetto che quasi tutti nutrono per lui. A 4 minuti dal gruppone, quanto manca andare in cima? Ora voglio vedere Contador quanto manca andare in cima. Quanto manca andare in cima? Manca ancora un bel po'. 13 chilometri. 13 chilometri. Possiamo fare un calcolo, tu che sei bravissimo a fare questo calcolo, per recuperare il gruppone? È dura, eh? È dura, difficile. È dura. 13 km è dura. Sono già 20 minuti che i corridori stanno salendo. C'è un tratto tra un pochino dove i corridori troveranno anche una leggera discesa e poi pendenze sempre vicine al 7%. Gruppo che comunque non lascia troppo spazio. Vediamo che dietro stanno facendo un'andatura sostenuta. Non è vicinissimo, non è che preoccupa più di tanto Contador in questo momento. Ovvio che quando si parla di Alberto Contador c'è sempre apprensione da parte del gruppo. Qua l'andatura del gruppo. E qui i corridori che si staccano naturalmente, anche perché ora è un gruppo che si assottiglia così tanto. Abbiamo visto Laurent Pichon, è il suo compleanno oggi. Laurent Pichon ha avuto l'inquadratura 217. È un gruppo che si è già sgretolato praticamente, abbiamo 120 km da gustarci, va bene,
Con il tuo metro di misura togliamo 27 di discesa, ma sono tantissimi. Henao che perde contatto, corridore del Team Sky. Henao è quello che del Team Sky è quello che sta andando più piano di tutti. Anche il corridore filosofo si stava staccando, Guillaume Martin. Sì, perché la sta un po' subendo forse la durata ora del Tour de France, un ottimo inizio. Romain Hardy con il corridore che ha vinto una tappa a questo Tour, Calmejean. È dura oggi, parola di Andrei Amador col 22. Ma è un Tour duro in generale per il corridore del Costa Rica. Intanto Vasil Kirienka con la sua consueta andatura, martello da fonderia, senti quasi fatica, il rumore dell'acciaio. Bevi qualcosa. Dai, la prendila perché ho fatto anche fatica a pigliarla, a fare il furbo. Me ne dai un'altra per favore? Gliela dà. Intanto Contador ha sempre 43 secondi in vantaggio nei confronti di questo gruppo. Contador ha compagni squadra nei 30 attaccanti, Salvo? Non ho capito, scusa. Contador ha compagni di squadra, adesso verifico immediatamente, nei 31 Contador allora della Trek Segafredo, Mollema ne ha uno di altissimo livello, Pantano e sono due, Mollema e Pantano e sono due, attenzione perché diventa interessante quello che ti dicevo, Mollema io e Pantano davanti non erano lì a caso, e Gogol, Mollema e Pantano, tre uomini a Contador davanti. Qui siamo in quell'attratto di contropendenza. Eccolo qua Alberto Contador, l'attacco da lontano di Alberto Contador, parte a 130 dall'arrivo, parte ai piedi della Croix de Fer. Quintana ha fatto un'accelerazione, poi ha seguito Pantano, poi ha seguito Contador, si stava staccando, Contador lo incita, poi però si ristacca, non ce la fa proprio, secondo te Belù, oppure ha paura di saltare? Perché Non ce la fa, Quintana non è sicuramente il Quintana che abbiamo visto all'inizio di stagione, un Quintana sottotono già al Giro d'Italia e poi qua al Tour è andato decisamente meno rispetto a quello che lui stesso insomma prevedeva. E qui siamo sulla testa della corsa con uno straordinario Michael Matthews e un Thomas De Gendt che hanno trovato l'attacco buono, erano in 33, poi si sono avvantaggiati sul GPM di seconda categoria col Dornone, ora hanno un vantaggio di 1 minuto e 50 sui 31 inseguitori, tra i quali ci sono i tre compagni di squadra di Contador. Ora Contador sta viaggiando, Riccardo, Contador sta guadagnando 1 minuto e mezzo, si dicono addirittura adesso sul gruppo, perché il gruppo rientrato Quintana, il gruppo ha rallentato, Riccardo, o comunque non ha tenuto l'intensità dell'andatura e Contador ha guadagnato 1 minuto e 30. Sarà importante per Contador l'aiuto dei compagni. Scollinamento della Croix de Fer al chilometro 78 e 500, inizio del Telegraph al chilometro 119, per cui 40 chilometri di strada che scende, ma bisogna anche spingere un lungo rapporto. Se almeno due dei tre compagni di squadra, io lascerei, se fossi il direttore sportivo, Mollema davanti e sacrificherei Pantano e l'altro corridore. Google. Intanto tu hai detto 78,5 agli amici a casa, cioè a 104,500 dall'arrivo, vuol dire che mancano ancora 15 km di salita. 15 km di salita. Sì, beh, normale questa. E qua si vedono anche le pendenze. Vediamo che i corridori hanno azionato, un rapporto molto agile, strada che scorre sotto le ruote ma molto lentamente. E Contador che invece rifiata in questo tratto di gira discesa. Ottima davvero l'azione di Alberto Contador, ha scelto di partire ai piedi della Croix de Fer, ci aveva illuso anche Quintana, prima da solo, poi ha seguito Contador. Ma Alberto Contador ha una di quelle giornate splendide che lo hanno reso un corridore amatissimo, pertanto Contador, adesso io vi aggiorno sul distacco, ora non è più 1,30, può darsi anche che sia un GPS variabile, però ci danno 1 minuto e 18 di vantaggio, quindi Alberto Contador ha un vantaggio incoraggiante, ricordiamo che ci sono tre suoi compagni di squadra nel gruppo in testa. E questo è un fattore importantissimo per lui. Intanto sentiamo un'intervista a Michel Landa.
¿Qué esperas para el día de hoy de la batalla de los favoritos? Cosa ci dici degli uomini di classifica per oggi? Ma mi aspetto che ovviamente ci siano molte azioni. Noi, io cercherò di salire un po' in generale anch'io. Ma nomi, forse Rigoberto Urán, per fare un nome di uno che sta bene? Credo che sia una tappa che posso scegli bene. Però vediamo, sono diversi i corridori che stanno bene. Ma speriamo che sia una fuga non numerosa e potremo andare tranquilli dietro, certo. Se sarà una fuga pericolosa non potremo andare tranquillos detrás. Naturalmente, Michel Landa, corridore davvero in grandissima condizione. Questo è Poursuivant, questi sono i 31 inseguitori dei due battistrada, in testa ricordiamo Matthews e De Gendt, a 1 minuto e 40 questo gruppo inquadrato dove c'è un italiano, Alberto Bettiol, e poi Alberto Contador si trova a 3.13 dalla testa della corsa, deve recuperare 1 minuto e mezzo ai 31 inseguitori dove troverà tre compagni di squadra, e il gruppo maglia gialla al momento 4 minuti e mezzo. La pedalata di Alberto Contador è bella, quella sembra quella dei giorni migliori. Certo, ieri era contrariato, per usare un eufemismo, perché era piuttosto arrabbiato. Quando dopo l'arrivo aveva la telecamera lì vicino, ha dato un'accelerata che non è da lui, perché di solito è molto disponibile anche con la stampa, con la televisione. Ieri aver perso quei minuto e 20 in pianura gli ha dato molto molto fastidio. Evidentemente Alberto Contador aveva intenzione di fare quello che sta facendo, sta controllando dallo strumento, dall'SRM che ha in dotazione tutti i valori. Sta recuperando altri 15 secondi recuperati da Contador nei confronti del gruppo che lo precede, 1 minuto e 16, ha più o meno lo stesso vantaggio nei confronti del gruppo maglia gialla. È bello vedere zampettarlo, zampettare sui pedali, danzando sui pedali, come era tanto che non si vedeva, perché nemmeno nelle ultime tappe Contador era bello così. E ora Riccardo, vediamo un po', nel gruppo maglia gialla bisogna cominciare a guardare in faccia i protagonisti. Ma a me sembra che qua ci siano corridori che stanno molto bene. Lo stesso Kirienka, vediamo Betancourt qua dietro, con anche Diagulissi è rimasto qua in coda al gruppo. Daniel Martin un po' dietro, accompagnato dal suo compagno di squadra Jack Bauer, il bassista. Sta diventando una buona pedina Jack Bauer in queste tappe, sì. Insieme a Brambilla, un'ottima pedina. Purtroppo Brambilla coinvolto nella caduta, io mi auguro che sia rientrato, non ce l'hanno più segnalato. No, era rientrato, l'avevo visto io. Ah, perfetto, meglio. L'avevo anche detto che era rientrato Brambilla. E qua siamo, vediamo un po' se tante volte riesco a prendere un tempo, ma che è un tempo che non serve, perché comunque De Gendt fanno il blocco delle macchine, eh? Fanno già il blocco delle macchine, allora è vicino. Eh no, ma ormai penso che sia meno di un minuto, perché stava recuperando secondi su secondi. Timmer intanto si è visto staccarsi. Albert Timmer è uno dei Sunweb presenti nel gruppo davanti, che ora sono 30 all'inseguimento dei due battistrada, ma Alberto Contador ormai ha meno di un minuto, almeno ci danno ancora un minuto e 5 secondi, quindi dal gruppo che lo precede. Il fattore che avevamo detto precedentemente che poteva rientrare si sta verificando, e ha un vantaggio di 1.24 sul gruppo maglia gialla, è sempre circa a metà, cambia di qualche secondo tra il gruppo maglia gialla che ora sta recuperando 4.14, era arrivato a 5 minuti circa, e si stanno avvicinando. Alberto, sì, Contador adesso è a 55 secondi. Scusami Salvo, c'è da considerare che quel vantaggio lì è indicativo per questi due. Certo. Che hanno un altro ulteriore vantaggio nei confronti dei. Allora, degli questi ex due hanno 30. 1 minuto e 40 nei 30, i 30 hanno 1 minuto e 08 su Contador, Contador 1 minuto e mezzo sul gruppo maglia gialla. Questi sono i distacchi parziali. Un trust ha fatto. Sta facendo un grande numero Alberto Contador,
salita che dopo aver toccato pendenze all'11% presenterà poi ancora un tratto breve di un paio di chilometri pianeggiante per poi ritornare negli ultimi 5 chilometri con la salita regolare, non durissima, ma abbiamo detto già più volte 24 chilometri e oggi si passa quota 2000 metri sul livello del mare. Questo è il gruppo degli seguitori dei battistrada davanti. Nel gruppo dei 30 c'è uno scatto. Sono diversi i corridori BNC, c'erano Galopin, c'era Moanara, adesso vediamo se ce lo inquadrano più da vicino. Galopin. No, scusa, Vis e Moanara, ho sbagliato. Vis e Moanara. Danilo Vis e Amal Moanara sono i due rappresentanti del TBNC, mentre qui Contador seguiamo sempre l'evolversi, non ci sono giunte novità riguardo al distacco, dovremmo essere sempre intorno ai 50 secondi. Poco più ora con questi movimenti. È meno, Salvo, perché io purtroppo non ho riferimento, perché avevo preso un riferimento su una macchina ma l'ha già superata e eravamo, quando hai detto 50, eravamo proprio a 50 in quel momento lì. Vediamo un componente del collegio di giuria che fa il blocco delle ammiraglie. Poi spieghiamo anche come mai fanno questo blocco, c'è una ragione. Qualche squadra vuol tu. Mattia, ecco, a proposito di lavorare in pista e lavorare in strada, abbiamo sempre, in questi anni abbiamo visto che la pista, insomma, poi ha dato tanti talenti alla strada. Sì, penso che la pista sia molto importante. Io ringrazio il team Unievro che mi dà la possibilità di conciliare appunto l'attività su strada e quella su pista. Ho finito proprio ieri sera la 6 giorni di Torino, che dopo tanto tempo, circa 8 anni penso, è tornata appunto al velodromo Francone, e penso che sia giusto per i giovani intraprendere la pista, comunque la multidisciplina, perché aiuta tanto appunto per la strada e i campioni che si vedono in tante gare e che vincono magari anche al Tour. Elia Viviani, basta pensare alle medaglie olimpiche, Elia Viviani o comunque altri tanti campioni come Wiggins, Cavendish, facciamo dei nomi così, però insomma ce ne sono un'infinità e tanti arrivano appunto dalla pista o dal ciclocross, insomma penso sia davvero importante la multidisciplina. È questo, la multidisciplinarità ci fa piacere. Amiche ed amici, bentornati, ci colleghiamo in diretta col Tour de France nel momento in cui Alberto Contador ritrova il primo dei suoi 3 compagni di squadra che erano andati in fuga quest'oggi. Alberto Contador, partito al contrattacco a 130 km dall'arrivo, ritrova Michael Gogl, l'austriaco, ottimo corridore in salita, questo giovane di corridore austriaco che è anche veloce in pianura. Allora Gogl adesso fa l'andatura per Alberto Contador, uno scalatore che è entrato nel loro roster dopo delle buone prestazioni già l'anno scorso. Alberto Contador evidentemente aveva preparato questa tappa alla grande, perché effettivamente davanti a Gogl, aveva Gogl, ora l'abbiamo visto attendere appunto lo scalatore iberico, e poi c'è Pantano e poi Mollema. Avere questi 3 compagni di squadra là davanti è fondamentale. Intanto si alimenta con del glicogeno From, mentre vediamo 3 corridori insieme a Fabio Aru. Qui a Barghil, ricordiamo che il gruppo all'inseguimento dei 2 battistrada c'è anche per la prima volta Esteban Chaves. Ora Contador deve recuperare 15 secondi per rientrare sul gruppo dei 29. Ricordiamo al comando Matthews e De Gent, a 1 minuto e mezzo, 29 corridori, a pochi secondi Alberto Contador, aiutato da Michael Gogl, il suo compagno austriaco, il gruppo a poco più di 4 minuti. Comunque il gruppo maglia gialla non è così numeroso. C'è ancora Ulissi che prende la borraccia in questo momento. Almeno tentava di prendere la borraccia. Arriva Vuillermo che vuole la borraccia anche lui. Questo è un servizio neutro che l'organizzazione mette a disposizione dei corridori. Kirienka ancora a fare l'andatura, maglietta spalancata per molti corridori, anche Michel Landa in terza posizione. E vabbè,
Guillermo. Chiaramente c'è lo sponsor, insomma, che di seta accade, ovviamente, è normale che sia così, c'è l'acqua per tutti, allora vengono riprese Vuillermo, però bello il gesto di prendere a lavorarsi e rimontare il gruppo dei migliori, vuol dire che insomma è un gesto bello anche questo, come Damiano Caruso che va a prendere da bere. Questo è il gruppo, Riccardo, quanti saranno il gruppo maglia gialla? Vladi, Riccardo, quanti saranno? Ma io penso una 25, mica di più, sai. 25, sì, anche secondo me. Più stavo meno cercando Quintana, eccolo, rimasto comunque ancora attaccato al gruppo, in questo momento l'acqua. In difficoltà, o meglio, in difficoltà, si stava sfilando per andare a prendere anche lui la borraccia dal servizio neutro. Ottimo lavoro di Michael Gogol, che sta aiutando Alberto Contador a rientrare. Qui invece è uno dei corridori che si sono rialzati, che ora magari sarà utile a Barguil, che si trova nel gruppo maglia gialla, pertanto poteva essere un'ipotesi poi scartata di Barguil di mandare un uomo avanti. Sono diversi, no, comunque, beh, i corridori Sunweb davanti. Sunweb sono tanti da davanti. Sunweb sono cresciuti nella seconda settimana e nella terza partono con una delle squadre più forti. Beh, sono cresciuti anche come squadra e si sono convinti ancora di più nonostante l'ammiraglie. Cioè tre vittorie di squadra. No, beh, ma è il Giro d'Italia. Ma io parlavo del Tour, non in generale. No, io parlo di generale, parlo di una squadra che negli anni sulla carta sembrava abbastanza deficitaria, con le partenze di Degenkolb, con le partenze di Kittel, insomma nel tempo, perché poi l'ossatura della squadra era quella lì, sono cambiati gli sponsor, però poi la struttura della squadra è sempre la stessa. E intanto ora andiamo a vedere da vicino la rimonta con Dylan Van Baarle, il corridore della Cannon del Drapac. Bettiol è rimasto là davanti nel gruppo, ma non sono molti secondi da recuperare, ma non è per niente facile, ci danno 6-7 secondi per rientrare, però sono notizie che vedete al gruppo lì davanti. Non ti danno un punto di riferimento la regia, io ho provato diverse volte a cercare di prendere un punto di riferimento per fare una cronometrata, ma è difficile. Questo dovrebbe essere Castrovieco, il corridore che sta per essere raggiunto, almeno. Gogol non ce n'ha più. Beh, Gogol ha fatto la tirata per Contador. Gogol ha fatto il massimo, quello che poteva fare, e vedi che ora comunque Contador va da solo. Ed è che ieri ha aiutato a rientrare Buoni negli ultimi metri. Esteban Chaves. È Chaves, sì. Quindi è stato un tentativo per vedere di tornare in auge, lodevole per volontà, ma è partito non in condizione. E vedi che ora lui ha preso un po' di fiato con l'andatura fatta dal suo compagno di squadra, che però non era assolutamente incisiva, tant'è vero che anche gli altri due stavano a ruota e non dico che perdesse, però era importante prendere un po' di fiato. Lo ha preso, poi 1-1 li sta riprendendo tutti, questo era Geschke. Ecco, Contador che deve chiudere, vuole chiudere ovviamente il ora, prima possibile. Ora sul gruppo salvo ha ancora Mollema e Pantano, che sono molto più affidabili. E sono i più forti, perché Gogol sì, è un passista che va forte in salita, ma non è uno scalatore come Mollema e Pantano, senza dubbio, pertanto li usa anche con cognizione di causa. E qui vediamo bellissimo un'altra diga, forma, questo è un laghetto naturale, però la Grand Maison è una delle più grandi riserve idriche della zona, costruita a fine degli anni 70. Qui siamo tra due massicci che sono il Beldon e il Grand Rousse, siamo nell'Isère, e questi sono i famosi tornanti alpini, quelli che insomma vogliono dire salite delle Alpi. Beh, ormai il Contador è vicino. Prova anche Chavanella, premiato col dorsale rosso ieri in quanto corridore più combattivo della tappa. Nel frattempo tiene un po' Geschke, ma ora Contador salta definitivamente e va a chiudere il buco. Ottima azione di Alberto Contador, che è andato a recuperare diversi minuti a questo gruppo praticamente da solo. Più o meno erano intorno a 4 minuti, insomma. Sì, e ora ha chiuso il gap, anche il gruppo ha guadagnato qualcosa, ma Contador ha rimontato diversi minuti e quindi la testa della corsa. Pertanto a 113 all'arrivo abbiamo in testa Michael Matthews e Thomas De Gendt, a 1 minuto e 15 24 corridori che stanno per essere raggiunti, ma non sono più tutti insieme. 24, come vedete, si è sfaldato, ed eccolo Pantano ora che attende Alberto Contador. Perfetto fin qui, no Riccardo, lo sganciamento dei compagni? Ah, è perfettissimo. C'era anche Ben Swift
in questo primo gruppo. Ecco qua Castrovieco, arriva Pantano a fare l'andatura con Vauclair, si è messo a ruota di Contador. Ora bisognerà vedere cosa voglia fare Alberto Contador, se far lavorare i suoi. Sì, perché ora quando avrà Mollema e Pantano in quel gruppetto, che comunque va ancora raggiunto, Riccardo, perché in distanza ce la davano dalla coda del gruppetto di seguitore, ma erano tanti piccoli sottogruppi. Bella andatura Pantano, sembra il Pantano d'inizio stagione con Contador, anche se poi non sono arrivate le vittorie, ma hanno visto questo schema parecchio. Pantano a fare proprio l'accelerazione, in questo caso Pantano deve chiudere un buco, non deve attaccare un gruppo, ma l'azione è similare da vedersi. Quattro gregari per Chris Froome, e a ruota della maglia gialla il tricolore e i quattro mori di Fabio Aru. E bravi anche i corridori del team Astana quest'oggi, ben tre compagni squadra a disposizione di Fabio Aru fino ai piedi del Telegraph, poi lì insomma dovrebbe... Ognuno fa da sé. Esatto, dovrebbe uscire la selezione naturale, certo che Alberto quest'oggi ha messo veramente... sale sulla coda agli avversari, già grande selezione, Kirienka che sta lavorando ormai da qualche chilometro, 43 minuti che i corridori stanno salendo sulla Croix de Fer e non è ancora finita, parte finale che torna con pendenze vicino al 10%, eccolo Pantano che completa l'inseguimento. Non è ancora finita Vladimir, mancano ancora 8 chilometri. E sono da 40 minuti cambio in salita. Cambio di bicicletta per Barghi. Intanto Navarro si stava portando sui due battistrada. Varan Barghi il cambio bici per la maglia Pois. Cos'è? Ci ha messo un'ora e mezzo per infilarsi i piedi nei pedali. E può darsi che abbia ancora problemi al bacino, che si è fratturato all'inizio stagione? Ci sta. Perché non... Fattura al bacino, non era sempre brillante. Una fattura complicata. Non è stato brillante nel mettersi a posto in bicicletta. Solo uno, ta-ta. Alla Sagan. Quando abbiamo visto... Di solito, sì, sprintare. Quando l'ha rimessa è prima della vittoria d'etappa. Intanto Timmer attende Varan Barghil, l'olandese. Intanto Dani Navarro, eccolo qua, aveva lasciato il contrattacco poc'anzi, ora si è portato sulla coppia di testa, si è composto questo terzetto con Daniel Navarro, spagnolo della Cofidis, ex gregario di Alberto Contador, Michael Matthews per la Sunweb e Thomas De Gendt hanno un vantaggio di 50 secondi sul gruppo dei, ma 24 secondo me ora saranno meno, dove è rientrato Alberto Contador. Navarro l'ha studiata bene anche lui oggi, Navarro di solito un sigillino nella... lo mette sempre nei grandi giri. Sì, qui siamo in un tratto di strada anche un pochino più leggera, meno impegnativa prima degli ultimi chilometri che sono ancora di nuovo duri. Va un po' a scale, ora qui c'è un tratto anche leggera discesa. Quelli duri come pendenze sono già stati superati dai corridori, erano nei primi 10 chilometri. Pendenze vicino al 12%. Intanto stiamo vedendo questo il lago della Grand Maison, artificiale naturalmente, è una costruzione gigantesca nella quale confluiscono anche, vedete, le acque derivanti dallo scioglimento dei ghiacci, perché poi insomma un altro degli argomenti di questa zona è che ci sono alcuni ghiacciai che stanno scendendo a valle piano piano, si stanno sciogliendo e questi contribuiscono oltre naturalmente al fiume bloccato. Intanto Thibaut Pinot giù dalla bici, vuol dire abbandono, si è ritirato Thibaut Pinot. Sì, questa è una notizia, Riccardo. Sì, l'avevamo visto staccarsi. Era subito. Qualche giorno che lo vedevamo in difficoltà. L'abbiamo visto staccarsi subito sul colle di seconda categoria con i velocisti, non era da lui. Dispiace per Delfin che sì. Perde ogni speranza. Sì. Delfin sperava di vederlo vittorioso almeno una volta. Delfin è la piccola Delfin di Tolosa che ogni tanto ci scrive all'Hashtag Eurosport Ciclismo, che è quello che noi chiamiamo il bistrò.
pertanto se volete intervenire scrivete pure, di tanto in tanto prendiamo qualcuno delle vostre considerazioni. Per quanto riguarda invece il meteo, davano temporali nel pomeriggio, al momento comunque il tempo sembra tenere. E intanto rispondiamo a piccolo Guido, che non è un monaco. Sì, ti sei perso una caduta, Guido, perché Barghil è rimasto vittima di una caduta a inizio tappa che ha coinvolto diversi corridori, è andata peggio di tutti a Kittel, il quale sta soffrendo ancora per arrivare in fondo alla tappa, mentre Alberto Contador, perché si fosse collegato da poco, attacco dal gruppo maglia gialla a 130 km all'arrivo, in 20 km si riporta sull'inquadrato gruppo inseguitore. Abbiamo tre uomini al comando a 40 secondi, 24 inseguitori a 2.55 dai 24 a 3.33 dalla testa della corsa, l'inquadrato gruppo con Kirienka che mena. Questa voglia l'ha messa in strada, però sono proprio le gambe che mancano. Allora, la nostra regia di Milano ha preparato questa breve clip per vedere quello che è successo mentre non eravamo ancora collegati con le immagini in diretta. Appena è scattato Contador all'inizio della Croix de Fer, si è messo sulla sua ruota Nairo Quintana, che però poi era evidente come non ce la facesse a tenere il ritmo di Contador. Vediamo le immagini, eccole qua. A un certo punto perde contatto Quintana e Contador lo richiama in questo modo, ma sembrava quasi un messaggio quello di Quintana, no? Silvio, come a dire, guarda, o vai un po' più piano o se no io mi stacco. E infatti dopo quell'episodio che la regia di Milano ci ha riproposto, Nairo Quintana si è riportato su Alberto Contador. Alberto Contador, sempre lui, ha fatto l'andatura, non ha mai chiesto un cambio al colombiano, il capitano della Movistar, e a un certo punto Nairo Quintana lo ha mollato definitivamente senza nemmeno avvisarlo. Evidentemente Alberto Contador non aveva l'intenzione, o sperava di non dover fare tutto da solo, insomma era abbastanza prevedibile che entrambi oggi provassero a fare qualcosa, ma hai detto una cosa giustissima, mancano proprio le gambe. Nairo Quintana mentalmente prova a reagire, ma con le gambe la condizione fisica non risponde. Lui stesso nei giorni scorsi, dopo una delle tante frazioni in cui non è riuscito a rimanere con i migliori, ha semplicemente detto: a volte la condizione, non sai perché, ho lavorato bene, non riesco a capire perché sono in questa situazione, però la vita va avanti. Dopo il tour cercheremo di analizzare per capire. Non ha bocciato definitivamente il tentativo nella propria carriera di provare ancora una volta a fare la doppietta Giro Tour, che quest'anno era il suo grande obiettivo. Ha già detto che per il 2018 non si sa con quale maglia, perché ha comunque un contratto con la Movistar per altre due stagioni, però sembra che intorno a Nairo Quintana ci siano da una parte una certa insoddisfazione in casa Movistar e dall'altra almeno un paio di formazioni di livello assoluto che stanno facendo la corte al colombiano, quindi non si sa con quale maglia, ma vorrà puntare solo ed esclusivamente al Tour de France. Però non ha bocciato e non ha assolutamente negato in futuro di poter pensare ancora a tentare la doppietta Giro Tour. Certo che quest'anno è stato un fallimento su tutta la linea, è vero, non dimentichiamo che è comunque salito sul podio al Giro d'Italia Nairo Quintana, però per un corridore che si era presentato sul palcoscenico di questa stagione 2017 con l'ambizione di provare il doppio colpo Giro d'Italia Tour de France, non può bastare assolutamente. Benvenuti a tutti su Thibaut Pinot in azione tra i grandi nel vivo della corsa, davvero non l'abbiamo praticamente visto mai Nairo Quintana. 3 minuti e 26 adesso è il ritardo dai battistrada del gruppo maglia gialla. Allora, ancora davanti non mi sembra, no, ci sia stato il ricongiungimento, no. Dunque ci sono sempre Dani Navarro, eccoli qua, con Thomas De Gendt, dovrebbero avere una ventina di secondi di vantaggio nei confronti del gruppo con dentro Alberto Contador. Questo è il gruppo di Contador, che comprende fra gli altri anche il nostro Alberto Bettiol, poi due uomini della Movistar che erano stati lanciati all'attacco, si tratta di Castrovieco e di Errada, erano stati lanciati all'attacco per fare da punto d'appoggio per Nairo Quintana. Evidentemente per il momento almeno cambia anche il loro ruolo tattico, perché
a quel punto credo che proveranno a giocarsi la tappa anche loro, no? Ma qui credo che sono certo che il grosso del lavoro, mentre quello che vediamo inquadrato è il gruppo maglia gialla, il grosso del lavoro sarà sulle spalle dei compagni di squadra di Alberto Contador, di Mollemai, di Pantano, perché certo, un po' tutti ora approfitteranno di questa situazione. Se prima c'era qualcuno che aveva l'interesse di lavorare, invece ora lasceranno fare appunto a Mollemai e a Pantano, che non a caso nel momento in cui Alberto Contador ha concretizzato con successo il suo spettacolare inseguimento si sono messi davanti a fare l'andatura. Sono ancora un 19-20 secondi di ritardo rispetto alla coppia al comando, in testa al quale c'è sempre Thomas De Gendt, che fa l'andatura anche in questo tratto in discesa, e sarà questo tratto particolarmente tappa. Ora solo 9 punti di ritardo da Marcel Kittel per la maglia verde. Alla Croix de Fer sono scollinati in testa alla corsa Thomas De Gendt e Dani Navarro, alle loro spalle a una ventina di secondi c'è un gruppo di 21 corridori. In questo gruppo di 21 vi segnaliamo Alberto Bettiol, molto bene, il toscano della Canon dei Drapac, e poi Alberto Contador, il quale è scattato a 130 km dall'arrivo, si è riportato sul gruppo inseguitore recuperando circa 3 minuti con l'aiuto anche di un paio di compagni di squadra, Gogel e Pantano. Gogel si è staccato, Pantano è ancora nel gruppo inseguitore, e dove si trova anche Bauke Mollema con Alberto Contador, pertanto due compagni di squadra per lui. Questo gruppo a 20 secondi dalla testa della corsa, in questo momento Contador guadagna circa 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 40 sul gruppo maglia gialla, dove non ci sono sorprese. Purtroppo una caduta a inizio tappa ha coinvolto diversi corridori, tra i più acciaccati vi segnaliamo Marcel Kittel, che abbiamo visto insomma con la divisa strappata. Intanto De Gendt e Navarro stanno affrontando una lunga discesa che con un intermezzo che arriverà tra poco di contropendenza, quindi una breve salita, sono due, chiamiamoli gradini o le interruzioni di discesa di questo passaggio che porta dalla Croix de Fer a valle dove si trova il rifornimento fisso, sono due, uno lo raggiungeranno tra poco e si risalirà leggermente di quota e poi troveranno i corridori alla fine del secondo e alla fine della discesa il rifornimento fisso di giornata, e poi si approccerà il telegrafo e saremo già nella parte ancora dura. Per quanto riguarda il rifornimento fisso, si trova esattamente a 72 km dall'arrivo, quindi ancora 21 km, 20 km circa, si trova a Saint-Julien-Mont-Denis, o almeno vicino, nei dintorni, la zona fissa di rifornimento. Ora ci troviamo, come detto, in Savoia e nello scendere, insomma, vedremo bellissimi paesaggi alpini e vedremo poi se ci sarà qualche variazione in testa, perché al momento è invariato il distacco fra i due battistrade e i 21 inseguitori, sempre una ventina di secondi. E anche il gruppo maglia gialla era arrivato a un massimo di 5 minuti circa di ritardo dalla fuga dei 33 prima dell'attacco di Contador, attualmente ha ridotto il distacco a una distanza colmabile quantomeno. Queste sono le fantastiche vallate della Savoia in una delle due giornate decisive. Domani ovviamente molti attendono l'arrivo in salita, ma l'arrivo in salita risentirà senza dubbio della tappa e della fatica che faranno oggi i corridori. E adesso vedete qui inquadrato ancora uno dei protagonisti assoluti, e vedete in questo momento l'inquadratura per il Team Sky con Michael Matthews, 20 punti, davvero ancora una rimonta, ne abbiamo parlato inizialmente oggi, oltre 130 punti da recuperare, ora sono solo 9 i punti al netto dello sprint della tappa odierna, una ventina di chilometri fino al rifornimento fisso, pertanto circa la fine della discesa, e qui ora si può respirare perché ovviamente le fatiche accumulate si possono in parte recuperare. Quindi uno, insomma, mi chiedo, Vladimir, hai fatto sicuramente una bella fatica, hai fatto tanti chilometri in salita, non è stata l'intensità di un finale di tappa, ma la fatica l'hai fatta. Allora, cosa sono le cose migliori che puoi fare quando hai 25 km di discesa? Cioè le cose che ti devi ricordare, perché poi altrimenti le paghi queste dimenticanze nella salita finale. Alimentazione e idratazione. Ovviamente i corridori hanno scalato questa salita, finalmente oltre i 2000 metri, questi 24 chilometri. Contador ha fatto qualcosa di eccezionale, percorso la salita in un'ora, un minuto e 50 secondi, 24 di media. Siamo,
Siamo a livelli della rimonta della ricorsa del Mortirolo al Giro d'Italia di qualche anno fa? O un po' meno forse? Un po' meno. Sì, perché un Contador molto più lontani. Siamo sì, molto più lontani in classifica. Team Sky Contador, che ricordiamo, ha fatto un buon passo. È a 7 minuti e 10 se non sbaglio. Insomma, adesso non ricordo esattamente i secondi. Sicuramente ha fatto qualcosa di eccezionale. Bravissimi anche i compagni di squadra nell'inserirsi nella fuga di giornata, nell'aspettarlo poi in cima alla salita, dove le pendenze consentivano anche l'aiuto da parte dei compagni. Quello era in maglia rosa, insomma, c'erano era un altro Contador. Era un'altra salita, anche era un altro Contador soprattutto, direi. Intanto andiamo con una delle nostre storie e vediamo oggi dove ci porta Greg LeMond, e ci ricorda il Tour dell'86, dove lui andava come capitano, ma c'era un Bernard Hinault che non voleva ancora abdicare completamente, quindi ricordiamoci prima della 17esima tappa di quel Tour. Aveva iniziato dicendo Hinault si è staccato, io ho preso la gialla, è andato così. Io ero arrivato al Tour 86 come supposto capitano della squadra, e poi la tattica è cambiata. Hinault ha cambiato un po' la tattica, è diventata una tattica tra Hinault e me stesso e poi la squadra in mezzo. Io ho detto a Bernard Tapie: senti, io così non posso gareggiare. Ma Tapie mi diceva: non ti preoccupare, Hinault lavorerà per te. Però poi insomma non andava proprio così. Quella giornata poteva essere una giornata drammatica per Greg. Per attaccare Hinault ha deciso di usare un altro corridore, Zimmermann. Hinault era in giallo, non potevo usarlo per la mia tappa. Io ero in seconda posizione e ho dovuto dire a Zimmermann di andare davvero duro. Sai, se prendi il leader puoi vincere la tappa. Insomma, ero così. Io sapevo che avrei potuto conquistare la prima posizione in classifica. 1.07, avevamo 42 per 23, insomma abbiamo dei rapporti, ma era una salita molto ripida, sai, le salite a quei tempi si vedevano i 13%, oggi si vede 18-20%, ci vogliono altri rapporti, sono altre cose. Sai, diventa molto doloroso scalare in quel modo. Diventa più mountain biking al 20%, diceva Greg LeMond, che ovviamente alla fine è arrivata la maglia gialla. Era la mia prima maglia gialla, dice Greg. Io ho preso la leadership, però non ero così felice, ero un po' così, perché dicevo: adesso l'ho presa e domani cosa succederà? Non mi sentivo per niente sicuro, perché ho detto: mi attaccheranno, cosa succederà adesso? Per fortuna insomma è stato uno dei migliori tour fisicamente, io andavo davvero forte. Mi sarebbe piaciuto avere la libertà di avere tutta la squadra per me quell'anno, ma vinse lo stesso comunque Greg LeMond. Hinault maglia gialla, poi naturalmente sono diventati grandi amici anche oggi. La cosa più importante nell'86 è stata la parte mentale, perché fisicamente non ho avuto una brutta giornata. Psicologicamente però ho dovuto cercare di interpretare la situazione, non c'era trasparenza, non c'era tanta sincerità. Hinault diceva: lavoro per te, però poi non lo faceva e mi attaccava. Poi Tapie che manipolava me, manipolava anche Hinault, perché lui voleva vincere come squadra. Sai, alla fine tutti erano i tuoi nemici, non sapevi di chi fidarsi. Però è andata così, non puoi riscrivere la storia. E qui con Katie LeMond, coppia storica, innamoratissima, Katie e Greg LeMond. Cosa hai pensato, Vladi, a pensare a queste cose? Il capitano Alanda. È difficile chiedere a Hinault a fare. Sì, però sai, Hinault aveva vinto quello che aveva vinto. Landa non ha ancora stravinto, però è vero che è analoga la cosa. Però chiedere a un Hinault di fare il gregario di questo americano, per quanto forte che arrivava, insomma, da là, che gli aveva già fatto da gregario in passato, non è facile psicologicamente, anche sì, per anche, un grande campione, no? Anche perché comunque il Tour è corsa in Francia. Stai bene, prendi la maglia gialla, cosa fai il gregario a Le Monde? È difficile. Però poi alla fine, come ha detto Greg, sono diventati amici, sono chiariti. Hinault, dobbiamo dire che era un po' sul viale del tramonto, aveva già vinto tanto, era già entrato nel cuore dei francesi. E Le Monde è questo americano. Per la prima volta gli americani erano andati a prenderlo giovanissimo lì, e in America il ciclismo, LeMond stesso ha detto, non riuscì neanche a spiegare la differenza fra una bici da corsa e una bici normale, quindi LeMond ha portato il ciclismo negli Stati vero, Uniti. Vero, vero. Poi grazie ai suoi successi sono arrivati altri americani che hanno vinto, poi è stata la cancellazione delle 7 vittorie di Armstrong, ma Armstrong deve la sua carriera a LeMond, perché il ciclismo negli Stati Uniti non era
conosciuto come sport. Assolutamente, ha sempre amato altri sport, però ormai diciamo che è definitivamente, però è stato Le Monde che ha permesso questo. Lui che era un corridore strano, era il primo a chiedere che le mogli potessero andare in ritiro, cioè lui voleva un'apertura che poi alla fine è arrivata, perché lui in prima persona, sai, uno che ti vince i tour e ti dice guardate che io sto bene anche se mia moglie ogni tanto mi viene a salutare, te lo dimostra coi fatti. Se te lo dice uno che si ritira, è poco affidabile. Ciclismo che è sempre stato e ancora, se vogliamo, uno sport molto chiuso per quanto riguarda molti argomenti, molti diciamo argomenti. In generale di mentalità su molti aspetti. E ecco, a proposito di famiglia, la fidanzata di Haru insieme al papà e alla mamma quest'oggi sono arrivati in Francia per dare il proprio supporto al cavaliere dei Quattro Mori. E invece ci fa piacere che ci mandi una foto all'asta che lo sponsor equipo del nostro bar Franco, che guardate con chi sono oggi, ci fa piacere vedere un sorridente Vincenzo Nibali che naturalmente in questo momento si sta allenando. Franco, insomma, se è con noi, se è con te ancora adesso a seguire la tappa, insomma, rimandaci un saluto così sappiamo che è anche in ascolto e gli mandiamo un grande abbraccio, non solo a Vincenzo ma a Franco che ci ha mandato questa bella foto live. 87 all'arrivo e intanto brutta, i due battistrada L'ho vista brutta. L'hai vista brutta in che senso? Sono andato in crisi di fame. Ah sì? Ecco perché ti eri girato di là. Cosa hai nascosto in tasca? Di la verità. No, niente, tu hai detto che non ti eri portato niente da mangiare. Ma perché qualcosa. Ti sei girato di là, ho sentito salvato. Armeggiare con Le Monde. Mi sono salvato con Le Monde, mi ha salvato. Prima che fosse troppo tardi. Sì, poi anche Contadore mi ha dato una barrettina. Quindi se tanto si sono lasciati riprendere come è normale che fosse Dani Navarro e Thomas De Gendt, c'è il gruppone dei 24 attualmente al comando e il vantaggio sul gruppo maglia gialla sempre con chi rianca là davanti è di 3 minuti. Ho visto tutto io, Sì, lo so, ma ti vedevo che un po' ti giravi, un po' guardavi il monitor, so che non ti perdi mai la realtà, che è la prima cosa. Intanto li vediamo qua, 3 minuti di vantaggio per questo gruppo, davvero un contador che ha dato pepe alla tappa subito in partenza. Si stava parlando del nostro amico Greg Le Monde, naturalmente Riccardo il cui incontro con voi direi è stato bellissimo, con te insomma è stato quasi commovente, no Belù? Vero, come erano due innovatori del ciclismo mondiale a confronto, uno da oltreoceano e uno da oltre Palagini. Ma poi la cosa bella, Salvo, sapevo che cosa dire, dopo tu nome tra corridori, tra ex corridori, quando ci si ritrova, ci si rivede, è come se si fosse ancora in gruppo. È successo a me sabato di incontrare Nicola Minali a seguito di una squadra di juniores insieme a Biagio Conte, abbiamo ricominciato un po' a parlare del passato, delle avventure. Scusa, brutta notizia, Kittel si è ritirato, lo voglio dire prima della grafica perché purtroppo a prescindere dalla lotta della maglia verde, insomma i ritiri sono sempre una cosa che sopportiamo a fatica, se poi arrivano per una caduta nei primi metri in un tratto senza nessun problema danno ancora più fastidio, ci dispiace per il velocista che andrà a casa con un polcherissimo prestigioso e con record di vittorie tra tutti i tedeschi della storia, però davvero ci spiace molto per la maglia verde. Scusa Beluma, era l'attualità che mi ha obbligato a interromperti, continua pure. No, dicevo che è sempre bello quando si trovano gli ex colleghi, si torna un po' indietro con il passato, si parla un po' delle esperienze, delle avventure, perché poi il ciclismo è competizione, ma all'interno della competizione c'è sempre qualche episodio buffo che... Poi gli aneddoti che vi riguardano, i ritiri, le corse, quella volta là in Canada, e quella poi volta ci stuzzica là... come fa Riccardo con me. Sì, ma è nel vostro carattere, se no che agonisti sareste altrimenti? Vabbè, se devi fare il permaloso non parlo più, permaloso ecco, lo stai intanto attaccando da inizio tappa. Intanto qua ci fanno rivedere quando vittima della caduta Kittel ha dovuto cambiare una scarpa. Sì, però avevamo anche subito detto, perché in effetti ha preso una bella botta e terminare una tappa come quella di oggi in queste condizioni è ancora molto, molto, molto difficile. Onore a lui che comunque ha vinto 5 tappe e comunque ha provato prima di arrendersi, certo. Nonostante avesse davanti una tappa del genere non è che ha detto
non è che abbia detto ragazzi ho vinto 5 tappe, sono un dio greco, non vedono l'ora in Germania che io ritorni, vado a casa. No, ha provato comunque per 100 km quasi, quindi davvero onore a Marcel Kittel che purtroppo ormai va da sé. Diciamo che Matthews arrivato a 9 punti da Kittel rende vano ogni discorso, ma se non fosse caduto Kittel, perché Matthews lo stava già andando a prendere, pertanto diciamo che accade una cosa subito. Onore a Matthews, perché Matthews ha fatto tutto quello che doveva fare per andare a insidiare la maglia verde, cioè non prenderà Kittel. La maglia perché si è ritirato, no. Kittel, cioè prima del dovuto, per quel motivo l'ha presa, la prende perché chiaramente si è ritirato Kittel, però con merito perché se l'è guadagnata, perché aveva fatto anche quello che doveva fare lui per risalire la china, perché è andato a cercare punti. Beh, ieri poi è stato il capolavoro di squadra. Beh, no? ieri sono stati bravissimi. Eh sì, in due giorni l'acquista Epfloor ha perso il suo diamante. E, insomma, poi voci vogliono che sembra che il diamante vada da un'altra parte l'anno prossimo, quindi... Ma è un periodo in cui i rumors si sovrappongono, anzi io direi voi siete grandi esperti di rumors, c'è qualcosa che devo sapere? Perché io so che voi sapete tutto con 6 mesi d'anticipo, però per non mettere in difficoltà chi ve lo dice, non me lo dite, anche qui sono falso come Giuda perché ve lo dite in macchina e io devo fingere di non sapere. Quindi avete qualche succosa anticipazione? Vogliamo parlare del cavaliere, perché Riccardo, se parte lui è pericoloso. 2018. No, perché devi parlare subito? Dai, facciamo così. Subito carico da 90. Facciamo così, nelle due tappe di montagna non parliamo di mercato, perché sennò poi vedi lui fa quello perché deve andare di qua e di là, subito carico da 90 e carico di Riccardo dell'altro giorno. Tanto lo sanno tutti, quindi non c'è novità, tu mi devi dare gli scoop. Perché... qualcosa che Riccardo non sappia, dai. Perché se te mi dici le cose che sanno, che c'è già sui giornali, tu commenti una notizia, non dai una notizia. Questa è una bella, te l'ho data bella qua, Sì. Cioè, è difficile ritirarsi su da questo attacco sulla, ti ho attaccato bene. E beh, comunque Pantano qua, ma vogliamo dire dove andrà Fabio Aru il prossimo anno? Ma l'abbiamo già detto. Dai, dillo. Faglielo dire. Sei sicuro? Ha firmato? Non si può dire che ha firmato perché siamo fuori mercato. No, ma nel Quindi senso. Lui immagina che possa firmare a breve. Primo d'agosto, fino al primo d'agosto. Grazie, questa è la prima e ultima volta che vi affido un argomento da trattare. Vabbè, allora, non si può fare le promo. Disastro oggi, disastro. Collaborazione è un disastro. Le cose, cioè, allora, vabbè, allora. Intanto guardiamo la situazione. E poi, abbiamo fatto il giochino della lettura del pensiero degli anni Ottanta, quello con l'iniziale del linguaggio criptato. Lui deve chiuderla però. 81 all'arrivo. UAE, sì, sembra che insomma ci siano vicini Paolo Tiralongo insieme a Fabio Aru alla firma per il 2018 la squadra di Giuseppe Saronni e di Ernesto Colnago. Perché Tiralongo continua ancora a correre? Tiralongo l'anno prossimo salirà in ammiraglia e si occuperà della preparazione. Ah, ecco. Ah, però, ragazzi, ho i brividi. Allora, chi ha il numero rosso oggi? Ce l'ha Silvia Chavanel, all'amico Etiripiglio. Ieri è stato premiato lui come più combattivo di giornata. 81 all'arrivo, questo è il secondo scalino della discesa interminabile. Ci sono punti, dicevo, in contropendenza di leggera salita. Il primo superato, questo è il secondo. Dopodiché andranno al rifornimento fisso i corridori. Grinta Pantano, perché quando c'è il capitano sul collo e lui ce l'ha, tira fuori il massimo. È vero, come inizio stagione. E qui ragazzi, la mappa 3D col Du Telegraph e col Du Galivier. Io ascolto voi, tra poco sentiremo anche Flecia, credo, nella sua ricognizione. Diciamo che parlano le immagini, però sì, Riccardo ricorda spesso il nero è quello duro, il rosso è quello. Sì, non è difficile da capire. Un po' meno duro. Ma qui siamo sul col del Telegraph che arriva in cima, culmina, c'è un piccolo tratto in leggera discesa. E poi si va a prendere il Galibier, che non finisce mai. 17 e 700 di salita, col Du Galibier. Non finisce mai. Ma in effetti si diceva all'inizio della nostra telecronaca, anche con Vladimir Belli, che la salita non è da considerare
spezzettata, è una salita da considerare intera, quindi sono tantissimi chilometri. 29 oltre complessivamente, vedete, tra la prima parte di 11 e la seconda di 17,7, 34,500 compresa la lieve discesa, insomma niente male, davvero qualcosa di notevole questa salita. E attenzione Riccardo e Vladimir, c'è Pantano che sta menando, come preparava gli attacchi inizio stagione di Contador. Contador, dici che voglia partire presto a lasciare la compagnia o a comunque portarsi dietro i più forti? Ma credo che farà lavorare piuttosto molle, ma a un certo punto, subito superato il tratto più facile, e poi tenterà credo da solo, perché a questo punto vorrà cercare di vincere la tappa per e sarebbe lo meno una grandissima impresa, partito a 130 km dall'arrivo, però non è facile, ci sono altri corridori insieme a lui che gli daranno filo da torcere. E intanto vediamo la ricognizione di Juan Antonio, di Gian Antonio Freccia, che va a vedere la parte impegnativa del Galibier, gli ultimi chilometri praticamente i più duri. Freccia che più tempo passa più è cinematografico, ha il fisico, ha lo physique du rôle, ormai si lancia anche in disamine concettuali. Freccia è un bellissimo personaggio, così come era da corridore, direi. Le plan Lachat, questa area è molto conosciuta qui. E qui comincia la salita del Galibier vera, e qui diventa davvero dura. Solo 8 km, ma davvero i più duri. La plan Lachat dovrebbe essere con la T finale la gatta, a differenza Mondusha senza T che è il gatto. Comunque insomma guardiamo Freccia. Guarda come spinge sui pedali. Poi mi devi spiegare cos'è che io non ho che a lui, eh. Physique du rôle. Direi assolutamente nulla. Siamo già a 2200 metri di altitudine, ci sono ancora 5 km da fare. È difficile anche respirare qui. E vado così piano che la mia velocità è quasi imbarazzante. Due chilometri alla vetta ed è una specie di tortura qui, perché qui puoi vedere la cima ma ti sembra di non arrivarci mai. E questo è l'ultimo chilometro di un'interminabile salita. Top of Col du Galibier. Siamo in cima al Col du Galibier, siamo oltre i 2600 metri di altitudine. È difficile respirare qui, è ancora più difficile andare in bicicletta. L'ultimo chilometro è durissimo, è uno dei più duri nel mondo del ciclismo. È una salita iconica questa, è uno dei mostri delle Alpi. Ma ora la discesa, 228 km di discesa, è una parte molto impegnativa, soprattutto la prima parte, strade strette, molto veloci. Qui bisognerà prendersi dei rischi per non farsi staccare, anche perché non lontano da qui troveremo la linea dell'arrivo e ci gustiamo un po' di discesa con Juan Antonio. Da sempre gusto vedere Juan Antonio, perché si diverte sempre, cioè non è una ricognizione fatta solo per spiegare la salita, ma a lui piace proprio andarci. E beh, qua, mi è piaciuto quando ha detto è lì, è uscito il corridore. In questo momento la mia velocità è così bassa che è quasi imbarazzante, cioè non ci ha voluto dire a quanto andava. No, Galibier scalato per la prima volta al Tour de France nel 1911. Nel 2011 invece, dal centenario del primo passaggio, organizzazione che ha previsto il doppio passaggio con l'arrivo in cima. Tra l'altro fino al 1970, credo, quota il Galibier a 2500 metri, lì c'era il tunnel che portava dall'altra parte, poi
tunnel è stato chiuso, si è allungata la salita per arrivare poi ai 2640 metri e veramente una salita mitica, mostruosa. Ci sarà poi anche un premio speciale per chi passerà, souvenir Le Grange. Sì, perché corrisponde Souvenir de Grange come la cima Coppi, cioè il punto altimetricamente più importante, 2640 metri. De Grange, come detto, uno dei fondatori del Tour, c'era De Grange Colombo prima della Coppa del Mondo, e Souvenir de Grange è il primo che scolina un po' come la cima Coppi, no? Esatto, tra l'altro... Hai qualche nome da proporci nella storia di chi è scolinato per primo, sotto mano, te lo ricordi? L'ultimo è stato Garzelli, se non sbaglio, fra gli italiani. Possibile. Interamente da uno straordinario anche oggi Vasil Kirienka che sta pedalando anche in discesa e successivamente anche nei tratti in pianura in testa al gruppo, e naturalmente Chris Froome che può ancora contare su tre elementi nel momento in cui Vasil Kirienka terminerà il proprio lavoro, vale a dire Mikel Kwiatkowski, Mikel Nieve e lo straordinario Mikel Landa. Tutti gli altri sono sulla scia del Team Sky, l'unico che è andato all'attacco è Alberto Contador, inizialmente anche con Nairo Quintana che però a un certo punto ha dovuto arrendersi perché evidentemente le gambe in questa edizione del Tour non vogliono rispondere. Luke Rowe e Christian Ness del Team Sky hanno fatto il lavoro nella prima parte di questa tappa e dunque adesso hanno perso contatto. Abbastanza sorprendente invece che, rimanendo in casa Sky, abbia perso contatto ed è successo già sulla prima salita il Cold or Non Sergio Henao, dunque perde uno dei suoi uomini di salita Chris Froome. Davanti sta lavorando come un forsennato Jarlison Pantano, che ha messo da parte qualsiasi ambizione personale al servizio, così come Bauke Mollema, vincitore della tappa di Le Puy-en-Velay, al totale servizio di Alberto Contador, ma il vantaggio non decolla, sembra quasi un testa a testa a distanza fra Pantano, che guida il gruppo di testa, e Kirienka, che invece guida il gruppo della maglia gialla. Vediamo la composizione del gruppetto, anzi un vero e proprio gruppo perché sono in 24 al comando. Dunque Contador, che come dicevi Martina e Silvio è quello messo meglio in classifica generale, può contare su due compagni di squadra che sono appunto Pantano e Mollema. Poi abbiamo Brice Feillou, Serge Pauwels, Tony Galopin, Nicolas Roche, Dani Navarro, Kieserowski, Mattias Frank e Gauthier, sono i due uomini compagni di squadra di Romain Bardet. Poi abbiamo lo sloveno Roglic, Perichon, Castrovieco con Errada, sono i due compagni di squadra di Quintana alla Movistar. Abbiamo ancora un altro uomo della BMC, è Moinard, poi Molar della FDG, c'è stato poco fa anche il ritiro di Thibaut Pinot, dunque quelli della FDG in gara rimangono in tre. Ancora nel gruppo di testa Minara della Wanty-Gobert, De Gendt della Lotto Soudal, Atapuma, altro colombiano della UAE Emirates, Polianski, Bettiol, bravissimo Alberto Bettiol anche oggi all'attacco della Canon del Drapac, compagno di squadra dunque di Rigoberto Urán, Sink della Bahrain Merida e infine Thomas Veclaire della Direct Energy. Questa la composizione del gruppo alla comando che è nella zona del rifornimento. San Julien. Hotel Trivago. Tel Aviv, Jerusalem. Two cities, two marathons, one... Amiche ed amici, bentornati, immagini in diretta dal Tour de France, una giornata interessantissima, ovviamente ce lo aspettavamo, è uno dei due tapponi alpini, quello del Galibier e della Souvenir de Grange, la tappa col punto altimetricamente più rilevante, 2640 metri, lo scollinamento del Galibier, superati fin qui 71.700 chilometri alla conclusione, superati fin qui la Croix de Fer, precedentemente OGPM di terza categoria, quello iniziale, i corridori si trovano nella zona di rifornimento fisso con 24 uomini al comando, tra i quali l'italiano Alberto Bettiol e Alberto Contador, il quale ha con sé Mollema e anche Pantano. Contador ha recuperato diversi minuti al gruppo che era andato all'attacco partendo dal gruppo maglia gialla. Inizialmente sembrava che Quintana potesse seguirlo in una romantica collaborazione tra due antichi rivali, nulla del genere, perché Quintana poco dopo o si è rialzato o non ce l'ha fatta. Sta di fatto che Contador ha fatto da solo, ed ora vedete che Harrison Pantano
va a forte andatura perché lui si sacrifica per Mollema e il Contador, i quali, guardate, si nutrono contemporaneamente. Barrette, hanno preso il rifornimento, ma sembra che si stiano preparando a grande battaglia perché li attende Telegraph e Galibier, 11 km Telegraph, 17.700 Galibier, per un totale di una trentina di chilometri di salita, dove Alberto Contador proverà a ridurre il più possibile il distacco, che è di poco superiore ai 7 minuti. Contador è stato fantastico, eccezionale, abbiamo detto tutto, ma dietro ci aspettiamo naturalmente battaglia, perché oggi e domani chi vuole contendere a Froome la maglia gialla deve dargli più tempo possibile, perché poi Froome se ne riprenderà molto a cronometro. Pertanto c'è da divertirsi. Oggi e domani abbiamo 70 km ancora da vedere, nonostante i 28 km di discesa finali. Penso che ci siano gli ingredienti davvero per divertirsi tantissimo. 24 uomini al comando, 70 all'arrivo, 3 minuti e 15 il loro vantaggio. Forcing da parte degli uomini della Trek Segafredo, vogliono conservare il vantaggio, portare Alberto Contador ai piedi del Telegraph con 3 minuti. Potrebbero essere sufficienti per il corridore di Madrid per conquistare una bella tappa, una tappa sicuramente delle più importanti di questo Tour de France. Difficile pensare che possa ribaltare la classifica, visto che comunque non è il Contador che abbiamo visto negli scorsi anni, ma è sempre un corridore tenace, combattivo, grintoso. Ma sai, poi anche solo nella top ten, come soddisfazione il Contador adesso è undicesimo a 7 minuti e 10, davanti a sé a Quintana, che ha dimostrato di valere meno di lui evidentemente, se no l'avrebbe provato almeno a seguire. Contador, anche solo entrare nella top ten con una vittoria di tappa, penso che sarebbe già un risultato ottimo, visto le premesse. Sì, l'unico problema per lui è che cos'è, la tenuta, la distanza? No, è la discesa, è il gruppetto. È difficile staccare tutti. Ah, per la vittoria di tappa, certo, lui poi non può andare in volata a battere 24 uomini facilmente. Intanto qua andiamo sul gruppo maglia gialla, no, dove Vasil Kirienka... 24 uomini, Salvo, scusami, ma non arrivano. Non arriveranno mai, certo, certo. Però credo che da questi 24 qualcuno gli rimarrà attaccato alle ruote. Alla Bettiol, che è anche veloce. Magari. Visto che è lì. Bravo Bettiol. Primo Tour de France, si è fatto comunque vedere... Corridore che non è uno scalatore, ma si è fatto vedere bene, perché ha un quinto posto di prestigio il giorno della vittoria di Sagan e ora è lì alla terza settimana col gruppo, insomma, all'attacco. Direi che Bettiol, eccellente il suo esordio al Tour. Ci sono corridori che sicuramente in salita... Puoi respirare affannoso come Darth Vader, per cortesia, perché lui quando parlava, io nei ricordi di ragazzo ho ancora il respiro affannoso di quando dice io sono tuo padre. Poi per fortuna è arrivato Mel Brooks, che ha rifatto, diciamo, Spaceball, se lo dico diciamo in inglese sembra meno triviale, dice io sono il cugino del vicino, dell'amico di tua sorella, cioè io e te saremmo assolutamente niente. E lì si rilassò anche il protagonista, combattendo. Scusa, ma Mel Brooks era d'obbligo, con Darth Vader a bordo strada, non era un'allucinazione quella. Vedi, ora la UAE si è messa a tirare, perché probabilmente hanno intenzione di difendere le posizioni, credo, perché l'ottavo posto di Menties. Menties è a 6 minuti, mentre il corridore appunto che è all'attacco in questo momento, che è Contador, abbiamo detto, è ancora dietro, però insomma con questo vantaggio sta scalzando piano piano. Otro dia muy difícil hoy. Oggi è un'altra giornata difficile, cosa dobbiamo aspettarci? Lo de siempre, un poco de guerra. Il solito, un po' di battaglia all'inizio per la fuga. Es una llegada diferente, pero è un arrivo diverso. Puerto bastante duro, che sta muy alto y bueno, a ver qué tal. Atacos, pero dónde? No, no lo sé, no te lo digo, te lo digo después. Okay, gracias. Niente. Naturalmente dice te lo dico dopo, un Urano abbastanza abbottonato, lo avete visto le interviste con Ashley House, che ormai si esprime in italiano, in francese, in spagnolo, come se niente fosse. Dicevamo di Contador che è undicesimo a 7 minuti e 10 e Mentes è ottavo a 6 minuti. A questo punto è già Contador ha già superato Mentes in classifica generale e di conseguenza loro stanno cercando di difendere la posizione. Mentes ha davanti Atapuma, che potrebbe essere
un punto d'appoggio qualora Mentes decidesse una volta tanto di fare un attacco. Uno. Tu hai un paio d'anni che invogli, cerchi di invogliare a distanza Mentes, perché tu lo dici sempre, Mentes ha delle capacità, è un fisico che gli consentirebbe di fare anche più di quanto non ottenga, la qualcosa insomma già è buona perché ha già dei piazzamenti di classifica comunque prestigiosi Luis Mentes. Ma a me dispiace perché fondamentalmente è un corridore che ritengo, cioè uno che rimane attaccato insomma alle ruote dei migliori, perlomeno nei 5-6, insomma 7, ottavo. L'anno scorso ottavo in classifica tour, in classifica generale, secondo me ha tutte le qualità per rimanere a cercare magari anche di fare un quinto posto. Sai, un quinto posto al tour, ragazzi, è super prestigioso. Io ricordo un quinto posto di un italiano al tour, non mi ricordo se era il 75 o giù di lì, di Riccomi, Walter Riccomi, detto il Morino d'Altopascio, che poi la gente si dimentica, no? È un corridore che ha vinto anche le sue belle corse, un corridore che era sempre attaccante, e nel 76 arrivò quinto. Due volte settimo al Giro d'Italia, una volta nono, quindi no, diciamo che è una costanza di rendimento notevole. Era un corridore questo che aiutava i propri capitani. Decimo al Giro di Lombardia. Era con Baronchelli, quindi insomma, voglio dire. C'è Macron? Allora, sono stati annunciati molti ospiti, però se c'è Macron avvisano, l'avevano annunciato nei giorni scorsi. È coperto dalla folla, però insomma. C'è il presidente della Repubblica Francese. Cima Galibier. Era in cima? Ad aspettare i corridori. Le notizie davano Macron sul Galibier. Adesso non sappiamo dall'inquadratura, non abbiamo capito se fosse all'arrivo. Secondo me l'aspetta. Sul Galibier quanto lo davano Maurizio Soler nel 2007 quando hai vinto tu? Quando hai vinto quella. Perché io me la ricordo come se fosse ieri, quella giornata ti ascoltavo. E poi mi hai detto poi privatamente che l'avevi detto anche ufficialmente. Se no, io lo dissi ufficialmente, mi ricordo benissimo quella telecronaca che praticamente in cabina di commento c'era Andrea Berton, che salutiamo. Caramente. E anche Piero Augusto Stasi, che era ospite in quell'occasione. E io come d'abitudine ogni tanto insomma impiegavo questo euro, avevi buttato l'eurino insomma, l'euro su Soler, che lo davano a 50, colombiano, amico anche di una zona non lontana da quella di Nairo Quintana. Glielo detti perché avevo proprio nella testa proprio un attacco probabilmente di Soler in salita da lontano, e lui in effetti dopo il Galibier in solitaria, però il suo vantaggio scemava chilometro dopo chilometro. In maglia Barlow World, squadra con cui ho esordito fra i professionisti Chris Froome. Sì, la squadra di Claudio Corti allora, di Volpi come direttore sportivo, insomma era una squadra con sponsor straniero ma di matrice nettamente italiana. Con un giovane Froome, se non sbaglio, aveva anche i capelli ossigenati a quei tempi, Froome, i primi tempi, chiari, se ricordo bene, perché lo ricordo ancora impacciato alla firma. Ma ce n'erano diversi di corridori che oggi sono in auge. Affermati, sì. Affermati, quindi a bontà di quello che era appunto Claudio Corti nel fare le squadre, che insomma ci vedeva lungo. Eccolo qua a Mentes, se lo vedete, ho tornato dai suoi compagni di squadra con Ulissi che si alimentava, e poi abbiamo visto il tricolore, qua siamo su Bardet e i suoi, naturalmente gli altri sono passati sfilati, a Bardet gli facciamo un bel primo piano, ma questo va bene. Vabbè, ma lui è l'enfant du pays, nel senso come paese di Francia. Au revoir.
che è minacciata da questo attacco di Alberto Contador. Una situazione questa difficile per la Trek Segafredo, per gli uomini in fuga, ma per la Trek Segafredo soprattutto, perché vedi che nessuno collabora come avevamo previsto, perché Alberto Contador di chilometri al traguardo ne mancano ancora tanti, sì. Due salite molto impegnative, tra l'altro Alberto Contador dovrà fare soprattutto da solo, invece nel gruppo i migliori per ora hanno potuto correre solo ed esclusivamente a ruota. Ed ha già nelle gambe la fatica di una Croix de Fer fatta a tutta e fatta da solo in pratica, perché all'inizio non ha mai ricevuto collaborazione da Nairo Quintana, perché non aveva le gambe per potergli dare neppure un cambio. Sì, nel finale è stato un po' scortato da Gogel, che era il terzo uomo della Trek Segafredo in fuga, però insomma davvero poca cosa rispetto alla fatica che ha dovuto fare tutto da solo Alberto Contador. Ormai si è stabilizzato sui 3 minuti e 40 il ritardo del gruppo maglia gialla. Ci sono ancora tre uomini, vediamo in prima posizione del gruppettino della Astana Mikael Wahlgren, tre uomini ancora insieme a Grusdev e Kozat Taiev, insieme al nostro Fabio Aru, e andiamo ad ascoltare proprio il grande capo della Astana, Alexander Vinokurov. Stamani alla partenza dalla Mur, sempre con Andrea De Luca. Tante battaglie e adesso arrivano quelle decisive con le Alpi. Oggi Col du Galibier, cosa può accadere, Vinokurov? Sicuramente oggi e domani due tappe importanti, importantissime. No, Galibier conosco bene, sia una salita regolare, lungo. Telegraf, dopo c'è un po' di discesa in Galibier, sicuramente chi va a fare male c'è altura, 2006 metri, penso che può fare differenza questa cosa, ma no, vediamo, dai, Fabio è buona salute, si è motivato, allora proviamo oggi, che il cugino, sicuramente c'è ancora dopo lunga discesa, ma se troviamo un'alleanza con qualcuno, perché no? Bardet sembra quello più indicato, no? Perché nella stessa situazione di Fabio Aru in classifica ha le stesse caratteristiche. Sì, Bardet sì. Ah. Ci vediamo oggi, sì, due tappe, chi ha fatto l'ultima due tappe un po' nervoso, vento, penso oggi che uno chi può pagare. Vediamo, dai, sempre forte Uran, Bardet sempre qua, anche Froome, dai, Froome c'è una Landa che tre forte per stare con lui. Vediamo se lui è motivato, dai. Proviamo comunque oggi e domani. Oggi conta chi ha più gambe, oggi e domani. Sicuramente oggi vediamo chi va, oggi e domani vediamo chi va a vincere il tour. Tanto qua siamo qua ancora per fare vincere. Dai. Gianlison Pantano comincia la salita del. Perché Telegraf e Galibier, a prescindere dalla discesa finale, la bellezza della salita questa non si può toccare. La solidarietà per Pantano, che si è fatto una di quelle menate prima per aiutare Contador in salita e poi in pianura per non fare rientrare il gruppo maglia gialla, ha fatto una volata di 15 km. Pantano sfinito, bocca spalancata. Harrison Pantano, un eccellente acquisto per Contador, non è partito fortissimo al tour, ma ora quando serve Pantano c'è stato. E ora Bau che molle, ma un gregario che arriva sesto al Tour de France non lo puoi chiamare un gregario, ma un grande corridore che si mette a disposizione di Alberto Contador. Vladimir. Grande prova da parte degli uomini della Trek Segafredo, bella l'azione di Contador che ha lasciato gli uomini che erano con lui in gruppo con la maglia gialla, è riuscito a rientrare grazie all'aiuto dei compagni poi nell'ultimo tratto di salita e soprattutto grazie all'aiuto di Pantano è riuscito comunque ad incrementare ancora un po' quello che è il suo vantaggio, 3 minuti e 39 secondi in questo momento e qua inizia il Telegraf. Salita molto regolare, non ci sono grossi cambi di pendenza, ma sale costantemente attorno al 6-7-8%. E questa è la classica azione preparatoria, no? Prima Pantano per non fare rientrare il gruppo maglia gialla, ora Mollema che è di qualità altissima, Mollema ti fa una trenata di primissimo ordine e ecco Macron invece il presidente di Francia che oggi avevano annunciato si fa il Telegraf e il Galibier, insomma con Prudhomme direi che è normale, però che il presidente della Repubblica Francese eletto a maggio 2017, il neo presidente, mai accaduto anche in passato, ma abbiamo visto i reali di altre nazioni, dei Paesi Bassi, del Belgio, insomma è un modo di rendere ancora più importante una corsa che già di per sé è importantissima. Ben venga pertanto una presenza di questo profilo. Bauke Mollema in un gruppo dove Bettiol è a ruota di Contador.
Come sta correndo Betiol, Vladi? Corridore ai primi anni del professionismo, primo Tour de France per lui, un'ottima prestazione quella che sta facendo vedere questo giovane ragazzo della Cannondale, bravissimo anche quest'oggi ad inserirsi nella fuga buona, quella di giornata, e bravissimo a rimanere ancora lì con i migliori. E tanto c'è Powels che ha detto qualcosa. Problema meccanico per Contador. No, problema meccanico per Contador. C'è qualcuno che forse Powels ha avvisato Mollema che si era staccato Contador, perché Mollema stava menando e non se ne è accorto. Ma adesso un problema meccanico davvero no. Cioè, qui non andiamo, si parla di buona sorte e cattiva sorte, qui problema, si parla di iattura pura. Problema con il cambio, sembra che abbia sbagliato la cambiata, per cui catena che si è ingarbugliata e qua ha perso veramente Faustino tanto, era così arrabbiato che gli ha dato una spinta impressionante. E adesso aspetterà il compagno di squadra, Mollema aspetterà. Ma bello il gesto di Powers che ha dato a dire a Mollema, smettila di menare così perché Contador si è staccato. Esatto, sì, questa è la sportività sempre del ciclismo, Mollema che si è sfilato, adesso Contador che piano piano sta risalendo. In questi casi, Salvo, non bisogna mai esagerare, una salita estenuante, sono... Non bisogna avere fretta di rientrare. Questi 11 chilometri, ma io ci metterei... Anche quelli dopo. Anche quelli dopo e soprattutto la quota, l'altitudine. Contador che è ripartito, rapporto piuttosto leggero, e Mollema che si era sfilato per cercare di capire che cosa fare. Made in Jura, naturalmente parlo del massiccio del Jura che abbiamo visto. Intanto Alberto Contador appunto ha un problema meccanico. Powels avvisa Mollema, intanto Kiriek ha lavorato fin qui, quindi anche lui ha finito la sua giornata lavorativa, diciamo, più importante come per qualità, oggi. Ora andrà all'arrivo, domani ce ne sarà altrettanto se non di più da fare. E ora ormai ci siamo, perché siamo ai piedi del telegrafo, abbiamo visto Contador davvero, problema meccanico, una disdetta infinita, e ovviamente ha recuperato qualcosa, no, il gruppo, perché il gruppo di testa non ha rallentato più di tanto, leggermente, e ora Contador va a rientrare, però davvero un problema che non ti deve capitare lì, dai, sei stato protagonista della giornata. Castrovieco si stacca dal gruppo dei migliori, mentre qui vedete abbiamo sempre Rudy Molar che era parte del gruppo di testa, si era staccato. Quindi Salvo è importante. Molar dà una mano a Contador, fa una piccola accelerazione, ora il francese della Francesco Stegio si trova lì. Importante, dicevo, la cambiata, quando si arriva dalla discesa, 53, rapporto grande davanti, se si ha fretta poi di pedalare immediatamente, se il cambio non è regolato alla perfezione può cadere la catena, a quel punto pedalando si può strappare il cambio posteriormente. Contador che adesso sta prendendo piano piano il suo passo, e ormai inizia a vedere i compagni di fuga che sono poco davanti alle ammiraglie. E vediamo proprio la rincorsa di Alberto Contador, che ha trovato un alleato per strada, Rudy Molar, il quale ricordiamo si è ritirato oggi tipo Pinot, pertanto Rudy Molar dovrà pensare alle volate di Cimolai e poi a fare la propria corsa. Alberto Contador, vedete, sta rientrando con una bella agilità sul gruppo, con una discreta brillantezza sul gruppo, dopo un problema meccanico che lo ha colto nel momento di maggior sforzo di Bauke Mollema, suo compagno. Sì, veramente una disdetta, vantaggio che comunque rimane attorno ai 3 minuti e 50, perso una quarantina di secondi nel cambio della bicicletta, tra l'altro Ammiraglia che non era subito dietro a Contador, era in fila con diverse ammiraglie davanti, probabilmente non ha avuto nemmeno il tempo di avvisare l'ammiraglia con la radiolina, perché si è trovato con la bicicletta bloccata. Catena che è scesa, a quel punto impossibilitato a continuare. E intanto vedete il gruppo di testa non ha perso, anzi, nei confronti del gruppo, questo mi sa di andatura Sky la solita, diciamo quella molto regolare prima dei fuochi d'artificio, perché 3.47 per il gruppo davanti, ricordiamo sono in 20, e che tra questi 20 vi citiamo Bettiol, molto bene il giovane corridore della Cannondale del Drapa, che poi per la Lotto Jumbo Roglic, che ieri ha visto ritirarsi George Bennett che non stava bene da qualche giorno, ancora bene, molto bene direi Roglic, che sta davvero imparando a fare il campione, non il corridore. È molto bene anche il nostro cavaliere Quattromori, brillante anche Diego Ulissi. Avete visto anche Andrei Amadori inquadrato poc'anzi col 22, 60 km all'arrivo, tolti insomma 30 km di salita praticamente, mancano ancora i corridori di questi 60, è anche vero che 30 saranno in discesa, ma i 30 di salita
contano di più. E attenzione anche alla si è rimesso discesa. Mollema, quindi Contador è rientrato e sta molto bene, perché ha detto a Mollema di riprendere sì, ha ripreso il lavoro, il proprio lavoro, un passo regolare qua, corridori che sono in difficoltà. Ancora Molar si stacca, il corridore che stava rientrando con Contador, appena Mollema ha riaccelerato Molar si è ristaccato. Sì, salita molto regolare questa, per cui bisogna prendere il giusto passo, il giusto ritmo e cercare di mantenere poi la velocità. Attenzione, dicevo, anche al primo tratto di discesa del Galibier, una discesa impegnativa, tortuosa, senza parapetti, quando poi i corridori arriveranno a circa 20 km da conclusione, sbucheranno sul Lautaré, lì svolteranno a destra, strada molto ampia, molto veloce, dove comunque bisognerà anche spingere il rapporto. Solitamente sul Lautaré vento contrario, corridori invece lo troveranno, visto che scenderanno verso l'arrivo, vento a favore. Intanto Harrison Pantano ripreso dal gruppo maglia gialla, grande lavoro per Alberto Contador. Andrei Zaitz il corridore che precede Fabio Aru, molto bene Fabio Aru a ruota della maglia gialla. Zaitz, il kazako, è il corridore che gli stava facendo l'andatura. Intanto si stacca Valgren, il danese, sempre del team Astana. 59.500 alla conclusione, in testa 19 corridori con Alberto Contador, seguito da Brice Feiu e tutti gli altri, 19 uomini, 3.46 sul gruppo, 8.800 allo scollinamento del telegrafo. Sì, il tempo al momento sembra tenere, davano la possibilità di temporali, per cui quota molto alta, 2650 metri, con la possibilità anche di un cambio di temperatura, temperatura che viene data attorno agli 11 gradi sulla cima del Galibier. E non sono pochi comunque, perché insomma per essere a 2600 metri 11 gradi direi che va anche bene. Intanto vedete Fiu, eccolo Bettiol. Molto bene Bettiol, Roglic, vedete Alberto Contador si intravede da dietro e poi c'è Tony Galopin, oggi ha trovato una bella fuga con Dani Navarro. Sì, Tony Galopin che ha iniziato questo tour non nel migliore dei modi. Cadendo. Sì, cadendo diverse volte, l'abbiamo visto nelle prime tappe sempre in fondo al gruppo, invece adesso che siamo nell'ultima settimana l'abbiamo visto un po' più protagonista. E qui vediamo qualche corridore che fa fatica, adesso la velocità va aumentando, siamo sulla salita molto regolare, 11 km, Col du Telegraph prima categoria. A chi me l'avesse chiesto poc'anzi, il Col du Galibier dà gli stessi punti degli altri hors category, vale a dire 20, pertanto oggi sono 55 punti in palio per la maglia a Poix, corridori che si staccano come se piovesse, avete visto anche Nicolas Roche. E qua adesso forcing da parte di Mollema, vediamo, bocca spalancata per Contador, una bella occasione, 3 minuti 35 potrebbero veramente consentirgli di andare a prendersi questa bella tappa e di rientrare alla grande classifica, dimezzando anche il suo svantaggio. Io credo che no, cioè io credo che Michel Landa dovrà rimanere ai patti come lo è stato per tutto il tour. Cioè da spagnolo anche lui avrebbe avuto una gran voglia di dire certo, sì oggi va, liberiamo sto ragazzo, sciogliamogli la gamba e andiamo, apriamo la gabbia. E invece io credo che no, io credo che la gabbia resterà chiusa anche oggi. Lui ha detto che questo potrebbe essere il giorno chiave per capire, staremo a vedere cosa accadrà. Ormai ci siamo, 8 km al Telegraph, 4 km e mezzo circa di discesa verso Valloire e poi si inizierà a salire nuovamente verso il Col du Galibier. Quindi la nostra curiosità su cosa ci potrà dire la giornata di oggi, non manca molto che possa essere accontentata. Saranno le Alpi dunque ad emettere la prima sentenza, che poi potrebbe essere ribaltata nell'appello a cronometro di sabato, però la prima vera sentenza di questo Tour de France. Alpi che in passato tante volte hanno respinto anche brutalmente dei corridori che puntavano alla buona classifica al Tour de France, è il caso per esempio di TJ Van Garderen nel 2015, costretto al ritiro tra le lacrime. Proprio di questo episodio ci parla in questa clip preparata da Alessandra De Stefano prima del Tour de France Max Chandri, uno dei direttori sportivi anche in quel tour della BMC. Ascoltiamo. Ci ha avuto l'aiuto
dei due compagni suoi, i due vecchietti, diciamo, tra virgolette, che se lo sono preso, piano piano, ci hanno parlato la sera, non entrare in camera dopo la cena, ma mettersi fuori a un albergo, in una tavola, fare una bevuta tra virgolette, un succo di frutta, però insomma ecco, quelli sono momenti, cioè parlare fa bene, tante volte il ciclismo di oggi si parla poco, si guardano i numeri, ci si chiude su questi social media che poi alla fine non ti danno, secondo me danno niente, ma io, avendo 5 figli, lo vedo che insomma vivono tante volte di likes, di numeri, no? Che poi alla fine non sono niente, invece il vero parlare secondo me è quello che risolve tanti problemi. Eh sì, spesso anche per i corridori ci può essere questo rischio di rinchiudersi nei vari social, mentre invece a volte una bella chiacchierata, un bel confronto può essere di ben altro aiuto, no Silvio? Ma direi di sì. Assolutamente, soprattutto quando ce l'hai spiegato tante volte, ma quanto conta a questi livelli la testa, la tranquillità, la serenità, sentire la fiducia, l'aiuto dei compagni? Moltissimo, qui è stato raccontato l'episodio di TJ Van Garderen nel Tour del 2015, quando anche in quell'occasione venne rimbalzato, così come è accaduto, se vogliamo, all'ultimo Giro d'Italia, dove però ha avuto la forza di reagire e poi andare a conquistare la tappa di montagna di Ortisei. Insomma, una reazione mentale in quell'occasione c'è stata, ma sì, è più che mai fondamentale, lo abbiamo detto anche in questi giorni, soprattutto quando le cose vanno bene, c'è un sacco di gente attorno che ti saluta, che ti fa i complimenti, che ti chiede l'autografo, e quando le cose vanno male, che c'è bisogno di avere le persone giuste vicino a te, che usano gli strumenti giusti, le parole giuste per cercare di riportarti in qua. E nella vita di un atleta, nella carriera di un atleta, sono pochissimi gli eletti che possono poi nel momento del bilancio dire ho vissuto momenti straordinari che sono stati maggiori di quelli negativi, perché per la stragrande maggioranza... Kieserlowski, che però prima stava faticando, Mattias Frank, Primož Roglič, Moinard, Cyril Gauthier, Darwin Atapuma, Alberto Bettiol e Ondrej Sink della Bahrain Merida, che oggi trova una bella giornata, l'ex biker della Bahrain Merida. Qui invece siamo nel gruppo maglia gialla, un gruppo che non è forte di tantissime unità, lo vedete inquadrato con Michel Landa a fare l'andatura davanti Mollema, ha iniziato il Col du Telegraph con un'andatura sostenuta, poi ha dovuto rallentare perché c'è stato un cambio bici di Alberto Contador, rientrato Contador, ha rimesso subito Mollema a menare, 3.43, non ha recuperato nulla il gruppo maglia gialla praticamente dalla fine della discesa della Croix de Fer. Sì, non è che sia stato un problema per Contador, ha respirato anche Molle, ma intendo, ha respirato perché stava facendo un gran lavoro. Non so quanto possa durare Molle, ma fare questa andatura, il vantaggio di questo gruppetto è sempre invariato, è sempre intorno ai quasi 4 minuti, e sarà curioso di vedere se da dietro ci saranno delle accelerazioni, perché ora non credo sul telegrafo, ma sul Galibier per forza. Galibier credo che verranno fuori. Selezione naturale, visto i tanti chilometri che i corridori stanno percorrendo in salita, in più ovviamente quello che abbiamo detto fin dall'inizio, l'altitudine. E guardiamo in faccia questi corridori, Atapuma, Dani Navarro, Tony Galopena prova una bella fuga da lontano, in faccia ai corridori. Ovviamente sono facce affaticate, è evidente. La prima volta forse che vediamo Sink in questo tour mettersi in evidenza. Ovviamente lo abbiamo ricordato, lui ha iniziato molto tardi a gareggiare su strada, lui viene dalla mountain bike, un eccellente corridore, ma si è adattato subito, tant'è che ci hanno parlato di lui, avevamo fatto un servizio su di lui, direttore sportivo, prima volevano tenerlo lì, ma dalle prime corse ha cominciato subito ad andare bene, mostrando un'attitudine naturale al ciclismo su strada. Sì, lui viene dalla mountain bike, chiaramente ha avuto anche questo vantaggio notevole, quello di adattarsi subito alle velocità, perché comunque è stato quello la differenza. È chiaro che gli manca molta esperienza, e in questo tour è la prima volta che lo vediamo protagonista, perché fino ad ora non aveva fatto vedere nemmeno la sua presenza. E oggi invece è nel gruppo di testa. Qui siamo sul gruppo invece della maglia gialla, con Kwiatkowski che sta facendo un Tour de France veramente
eccellente. Io non ho più parole per descrivere quello che sta facendo il polacco, perché tira, fa, è determinante in tantissime situazioni, va a prendere le borracce, è impressionante, veramente molto. Peccato molto Alberto Bettiol dice può. Basta, però insomma è un esordiente al tour, bravissimo, no, dire no, ha detto peccato. Dobbiamo dire che Bettiol non ha le caratteristiche dello scalatore puro, è un corridore che è anche veloce, velocino, è un corridore che secondo me, essendo giovane come età, può puntare in un prossimo futuro anche alle classiche, perché è un corridore adattissimo, è veloce e tiene anche in salita. Qui, cioè, a un certo punto, prima o poi siamo a discorsi che si faceva prima, Vladimir, no? Cioè c'è l'altitudine, c'è la predisposizione o no di tenere. Certo, sì, certe... Bettiol è bravissimo, sta facendo veramente un grande Tour de France. Corridore che sono d'accordo con te, Riccardo, che nei prossimi anni potrebbe essere veramente uno dei protagonisti per quanto riguarda le classiche del nord. Già quest'anno ha fatto vedere qualcosina e al Tour sta facendo vedere che non è semplicemente un corridore veloce, sa tenere anche nei percorsi più impegnativi. C'è Bettiol, Moscon, cominciano a venire su un po' di corridori di quelle caratteristiche che ci danno sicuramente da pensare in positivo. Intanto continua a fare un grande lavoro Mollema con Brice Feiu, Serge Powers, vedete Roglic, si intravede Sink, rimangono in 12 dopo il cedimento di Bettiol, il corridore al comando. Ma senti, io devo dire che va bene così per ora, avevamo detto in partenza, la prima parola che ho detto, bisogna avere pazienza, e sono paziente ancora un po', però voglio dire, c'è anche il limite della pazienza, eh? Ogni pazienza è un limite, ogni limite è una pazienza. Ogni limite è una pazienza, perché comincia a scalpitare, vuoi vedere muoversi i protagonisti? Fra un po' vorrei vedere qualcosa. Che sai che a casa scalpita. Allora, a casa hanno cominciato a dire, perché non scatta Aru dal terzo chilometro? Aru, guarda, allora, Aru, ti dico una cosa, che c'ho una notizia bomba. Telefono rosso. Giornata delle bombe queste. No, perché quando c'è Belli mi metto in trincea ad ascoltare. Io Belli, lui c'ha le notizie, io c'ho quelle bomba. Che magari l'avete detto, non lo so, cioè, perché io mi sono assentato qualche minuto perché ho avuto un'altra crisi di fame, allora dovevo sistemare. Non è vero niente. Però abbiamo solo parlato di attualità in corsa, quindi nessuna notizia esterna. Vai, puoi dirla. Rapporto che ha Fabio Aru, il plateau anteriore, sai qual è? Vladimir? 36. Non sei sulla notizia. 54-39. E quindi avere il 54 mi fa pensare a un attacco sul Galibier e una susseguente discesa del Galibier all'attacco, perché insomma, se no. Sì, ci sta. Che lo mette a fare il 54? Ci sta, primo tratto del Galibier, molto impegnativo, senza parapetti, per cui i corridori che dovranno rischiare, ma non troppo. Quando sbucheranno poi sul Lautaret, lì strada molto più ampia, dove si può fare velocità, strada diritta e vento che potrebbe essere a favore, per cui scelta sicuramente azzeccata quella di mettere il 54. Parte del cavaliere Quattro Mori, anche perché quest'oggi insomma le salite sono salite dove si mette all'inizio il 39, si scollina, poi si mette il 54. È stato ripreso intanto in questo momento il Rada, prima di lui è stato ripreso De Gendt, da questa andatura tranquilla, almeno apparentemente tranquilla, di Kwiatkowski nel gruppo maglia gialla. Siamo ancora sul Telegraph e effettivamente c'è già stata una discreta selezione. Vediamo con il numero 69 Diego Ulis in coda al gruppo, che negli ultimi giorni mi pare di aver rivisto con la in gamba crescita, giusta. Sì. C'è del sole su queste montagne che fan paura solo a vederle. E effettivamente insomma questa notizia che mi hanno mandato naturalmente mi conforta molto, perché 54-39 vuol dire intanto 39 è un rapporto non da ragazzi, ma un rapporto di quelli veri, e quindi
il 54 potrebbe essere stato messo proprio per allungare in discesa. De Gent si stacca, non tiene più nemmeno le ruote del gruppo maglia gialla, vedete che l'andatura si intensifica nel gruppo maglia gialla e vediamo. Yates comunque è un fenomeno, lui e suo fratello sono, cioè, non ci sono mai, li voglio chiamare ghost, uomini fantasma, proprio perché non si vedono mai. Galopin inquadrato dalla regia francese dietro al protagonista fino ad ora della giornata, Alberto Contador. È molle ma va. Molle ma non molle ma, scusa, abbi pazienza, non molle ma mai. La storia del ciclismo, nella storia di Marco Pantani, quando è proprio lui a passare a Pantani la mantellina affrontando la discesa. Ascoltiamo. La mitica mantellina passata in cima alla salita, con le gambe che mi tremavano, il ricordo di una persona speciale, di un uomo prima di un grande atleta che ci manca veramente tanto. Quella rimane nella mia storia, del mio lavoro, questa persona vestita di giallo che arrivava, speciale per me, che comunque sapevo che aveva un incarico normalissimo, perché il passare la mantellina sembra un incarico normalissimo, ma poi che però mi arriva questo tremare di gambe, della paura di sbagliare, anche se l'avevo fatto mille volte, perché sapevo per lui quanto era importante, sapevo cosa si stava giocando e sapevo quanti sacrifici aveva fatto per raggiungere quello. All'arrivo c'era questo entusiasmo, c'era praticamente tutti erano felici che lui l'avesse fatto, perciò quella era la soddisfazione. Io dico sempre, Marco Pantani ha passato l'esame più importante, che è quello della gente. E lo dimostrano appunto, come dicevamo anche poco fa, i tantissimi post che arrivano sui vari social proprio per ricordare ancora una volta, anche questa volta, Marco Pantani, quando ormai siamo vicini alla vetta del Telegraph e poi andremo a prendere la salita del Galibier. 5 minuti e adesso è il ritardo del gruppo maglia gialla rispetto al plotoncino che è rimasto al comando, un gruppetto dove c'è sempre Alberto Contador, un gruppetto, eccolo là con la maglia bianca della Trek Segafredo, inconfondibile nella sua pedalata in salita, numero 31 Alberto Contador, un gruppetto che è forte di una dozzina di unità davanti a fare il ritmo, sempre il suo compagno di squadra Bauke Mollema. Il ritardo in classifica generale di Contador, che attualmente stamani era partito dalla Mura in undicesima posizione a 7 minuti e 10. Silvio, ma può diventare pericoloso Contador adesso? E adesso sta arrivando ad essere minaccioso anche per Simon Yates e per Daniel Martin in classifica generale, questo attacco di Alberto Contador. E quindi non mi sorprenderei se nel gruppo iniziassero azioni un po' più veloci, un po' più convinte rispetto all'andatura che sta in questo momento, ormai da diversi chilometri, da quando è iniziato il Col du Telegraph, che sta imponendo Mika Okiatkowski. Gruppo maglia gialla, dove sono rimasti circa una ventina di corridori, non di più. Il nostro Diego Ulissi sta facendo un po' l'elastico, è l'ultimo uomo, diciamo così, ora ha perso contatto per la Laurens ten Dam, ha perso contatto dal gruppo maglia gialla, avete visto proprio Diego Ulissi che con uno scatto si è riportato in coda all'ultimo corridore, che è Sylvain Chavanel, contraddistinto dal numero rosso perché ieri lo ha conquistato lui nella frazione di 24 ore fa. Un Diego Ulissi che fa parte di questo gruppo che vedete è formato da una ventina di elementi, non di più, nonostante finora ci sia stata un'andatura abbastanza regolare, non ci siano state sollecitazioni vere e proprie. Chilometri, possiamo anche per un attimo ricordare che tra i tanti amici che ci scrivono anche al bistrò, all'hashtag Eurosport Ciclismo, anche chi non ci scrive necessariamente al bistrò, ci sono diversi amici non vedenti o ipovedenti. L'argomento non è casuale perché i non vedenti e gli ipovedenti, come tutti quelli che hanno una qualsiasi disabilità, partecipano allo sport, lo sappiamo, e con grande agonismo. Riccardo, perché sto introducendo questo discorso? Perché al nostro Bianchi Caffè è passato casualmente fra Lanzarote e Livigno, soprattutto Livigno, ma dal Mortirolo, perché ve lo ricorderete, lo scorso anno ha fatto anche un Everest del Mortirolo, un ex professionista, Cecchini, che ha un bel progetto insieme a proprio a una persona che
ha questa disabilità, con un tandem farai queste cose che stai progettando, perché tu sei sempre a livello invenzioni, sei il numero uno, Cecio. Certo, innanzitutto vi ringrazio ragazzi, grazie Magro, grazie Salvo per l'opportunità che ci date. Avete detto bene, ci sono una miriade di persone che fanno parte di questo mondo, che è un mondo comunque presente, che è un mondo che è con noi, e quindi e grazie allo sport, grazie al ciclismo si va avanti e c'è sempre la speranza. Quindi dopo 30 anni ci siamo rivisti a Lanzarote con l'amico Piero Amighini e l'ho rivisto sotto un altro punto di vista, ragazzi, permettetemi di dire tutto ciò. Quindi lui è ipovedente, ha perso l'83% della vista, ma non la speranza di riassaporare la voglia di pedalare di questo favoloso mondo che è il mondo del ciclismo, che voi alla grande trasmettete. Vi ho incontrati insieme e lui ha più agonismo di te, cioè ha più voglia di andare di te, più grinta. A parte il fisico esagerato che ha, per esempio, dici un'impresa che avete fatto e una che avete in programma, così per contestualizzare, tanto molle ma non mollo. Ma direi, abbiamo tanti, tanti sogni, anzi Pier, ma adesso il sogno è diventato di entrambi, il sogno è quello di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e nel frangente abbiamo un sacco di idee, un sacco di progetti, tra cui a fine agosto, durante diciamo i mondiali juniores in pista a Montichiari, faremo un tentativo del record dell'ora in tandem, e quindi ci sono parecchie cose in pentola, ragazzi. Cosa hai fatto a Dalmine, per esempio, perché te le studi anche la notte, sei andato a provare il perché te non sei tanto, non ti vedo fatto a pistar, penso, no? Ti vedo fatto più a scalatore. Hai detto bene, io non sono mai andato in pista e a 51 anni, per la prima volta, grazie agli amici, permettetemi di ringraziare il CRL, cioè il Comitato Regionale Lombardo, perché grazie a loro, nella persona del Presidente, del Cordiano Dagnoni, del Pereghino e compagni, perché alla fine grazie a questi ex corridori che sono, diciamo, pieni di entusiasmo e di voglia con la pista, è nato questo progetto. Il Marco Cannone, che è responsabile, mi dice: dai Cecio, prova in pista. Cecio, c'è un piccolo particolare che non sono mai andato, quindi ok, senza freni, con lo scatto fisso, con dietro il Pier, dico ok, ce la possiamo fare, e da lì è partito il tutto, quindi vedremo l'evoluzione a fine agosto, ragazzi. Bellissimo, davvero bellissimo. Poi parliamo anche nei prossimi giorni di altri progetti. Anna May è andato benissimo alla 24 ore, agli europei, la 24 ore, ci siamo incontrati anche con lei quando ci siamo visti alla 12 ore di Monza. Insomma, grazie per questo messaggio, grazie perché è importante, perché poi alla fine bisogna essere sempre in due per fare qualcosa di buono, e quando uno aiuta l'altro, come Molle ma fa con Contador, qualcosa salta sempre fuori. No, grazie a voi ragazzi, grazie alla disponibilità e un abbraccio forte a tutti, a tutte le persone che amano il ciclismo indistintamente sotto tutti i punti di vista, ragazzi. Perfetto, grazie davvero. Grazie, in bocca al lupo Cecio, e salutaci Piero. Senz'altro, ciao, grazie, ciao. Grazie. Intanto continua l'andatura molto intensa di Bocca e Molle, ma 4 minuti il vantaggio del gruppo di testa, poco più di 10 corridori, 12 unità con Alberto Contador, vedete davanti a Tony Galopin, c'è anche un Darwin Atapuma brillante, c'è ancora il corridore Cherel Gauthier che aveva perso qualche metro ma è rientrato sulla dozzina di testa. Certo, Alberto Contador ti dà una grinta, ti dà una carica, perché abbiamo visto prima Pantano, ora Molle, ma che... Felici di poter lavorare per un campione. Vincitore di una tappa per la Trek Segafredo e quindi già molto contento. Però proprio hai detto bene, felici di lavorare per il proprio capitano. Finalmente hanno trovato la giornata giusta per mettere a sua disposizione tutte le energie possibili e immaginabili, e Alberto Contador li sta cercando di ripagare, cercando di fare un'impresa. Io credo che tanto Bakelands è qui, è attaccato al gruppo maglia gialla, ma è difficile per lui rimanere attaccato ancora. Io credo che almeno l'ipotesi, Vladimir, è quella che appena riattaccheranno il Galibier, insomma ne abbiamo viste tante sul Galibier, tu ci sei stato, anche tu l'hai fatte, quindi io credo che quando arriveremo lì... Ho sentito un vai Fabio dal pubblico, bellissimo, si è sentito distintamente. Beh,
credo che ci sarà anche molta più gente sul Galibier, tantissimi italiani oggi e domani sulle strade del Tour. Ci sono tanti italiani che sono praticamente andati a vedere il passaggio dei corridori, la passione è sicuramente grandissima. Chavanel dice basta, non ce la fa a tenere questo rapporto, questa andatura. Ora Roglic ha allungato nel gruppetto. Da una bella rinforzata Roglic, sì, con Serge Powell. Perché vuole andare, secondo me, a fare il Gran Premio della Montagna, e infatti ci passa lui davanti. Non ho capito il massaggiatore che gli ha dato la borraccia prima del Gran Premio della Montagna. Cioè, io... Di solito subito dopo, insomma. Beh, insomma, se uno è lì a fare la volata, cioè se io devo prendere la borraccia, poi è chiaro che o prendo la borraccia o faccio la volata. Che dici, Vladimir? Sì, probabilmente non si sono capiti. Roglic aveva questo obiettivo di andare a vincere il Gran Premio della Montagna, sempre prestigioso, quello del Telegraph. Tra l'altro lo vedo pedalare molto bene, corridore che è andato in fuga fin dall'inizio, ha speso meno energie rispetto a Contador, che ha dovuto rincorrere, aveva un ritardo di circa 3-4 minuti quando è partito dal gruppo, per cui un avversario in più per Contador in questa salita che ha fatto un po' la storia del ciclismo. Dicevi appunto della mia esperienza sul Galibier, un tappa durissima, Telegraph, Galibier, Monginevro e arrivo in cima al Sestrier. Quanto sei arrivato quel giorno? 20° credo, ho dovuto aspettare Francis Moreau. Ti è toccato aspettare Moreau, accidenti. Siamo entrati negli ultimi 50 chilometri. Michele Agnève ha preso un sacchetto del rifornimento e adesso distribuisce le borracce agli altri suoi compagni di squadra. La prima è stata per Kwiatkowski, la seconda per Michele Landa, la terza per il capitano, per Chris Froome. E allora attendiamo il passaggio del gruppo dei migliori in cima al Telegraph, poi ci fermeremo per la pubblicità. 4 chilometri di discesa e subito alle prime rampe del Galibier per pedalare ancora una volta nella storia del ciclismo. Prima però attendiamo il passaggio al GPM del gruppo dei migliori. Il loro ritardo adesso viene segnalato intorno ai 3 minuti e mezzo, dunque c'è stata una violenta accelerazione in testa, perché a un certo punto il vantaggio del gruppetto di Contador era andato anche oltre i 5 minuti. Andrij Zajc è l'uomo ancora al fianco di Fabio Aru. Sta soffrendo il nostro Diego Ulissi per tenere il ritmo, ma non molla. Vedi proprio il ghigno di chi non ha nessuna voglia di mollare, nessuna intenzione di mollare. Sarà chiaramente, deve cercare di rimanere lì per naturalmente essere pronto ad entrare in azione se dovesse essere la necessità per il proprio capitano, che può contare comunque anche sull'aiuto di Durasek e poi anche su Darwin Atapuma, che fa parte del gruppo che è all'attacco, che sta pedalando con 3 minuti e 40 di vantaggio rispetto ai corridori che stiamo vedendo inquadrato e che stanno arrivando al Gran Premio della Montagna. Discesa invece, breve discesa, 4 km come hai sottolineato, verso Valoire per gli uomini di testa, e poi per loro inizia la salita verso il souvenir Henri de Grange, il punto più alto del Tour. In Italia viene contraddistinto con la dedica al grandissimo Fausto Coppi, qui invece in Francia souvenir Henri de Grange. Altri corridori passano al Gran Premio della Montagna, corridori che si sono staccati, facevano parte del gruppo di testa, che hanno perso contatto salendo verso il Telegraph, e tra poco ci arriverà anche il gruppo maglia gialla. Henri de Grange, che è stato direttore del Tour fino al 1939, un ex corridore fra l'altro che aveva vinto 12 titoli mondiali su pista, fondatore del giornale all'auto e ideatore in pratica del Tour de France, di cui come detto è stato direttore fino al 1939. Il souvenir Henri de Grange è istituito dal 1947. Anche la gruppa dei migliori, 3 minuti e mezzo il loro ritardo al traguardo del Gran Premio della Montagna del Col du Telegraph. Ci fermiamo allora per una pausa pubblicitaria prima del Galibier, break dal Tour. Pubblicità. Che è stato il primo a scollinare il Telegraph, Amael Mouanar della BNC, Darwin Atapuma per la UAE e Andrei Sink per la Bahrain Merida. Il loro vantaggio sul gruppo maglia gialla allo scollinamento del Telegraph è di 3 minuti e 45, ora breve discesa e si attacca al Galibier. Dacci i tempi
e dacci tutti i dati possibili su Telegraph. Telegraph, questi 11 km, 900 metri, pendenza media del 7,1%, percorsi dal gruppetto di Alberto Contador in 31 minuti e 41 secondi. Media oraria di 22,540. Per quanto riguarda invece la velocità ascensionale media oraria, siamo attorno ai 1600 metri. E come sono andati? Tradotto in volgare. Beh, sicuramente un buon passo, non si può pensare di fare molto di più, anche perché i corridori hanno già affrontato la Croix de Fer e soprattutto devono arrivare al momento clou di questa tappa. Per quanto riguarda la 17ª, la scalata al Galibier. Comunque l'ha fatta tutta molle, ma è un po' in cima è passato Roglic per fare il traguardo della montagna. Si può attribuire soltanto all'olandese, e poi c'è anche da considerare quella fermata che praticamente ha dovuto, ecco, il cambio bici Contador, Riccardo, molti da casa abbiamo visto la catena scendere, però sì, molti problemi da casa dicono, però lui la cambia sempre la bici, sì. L'avrebbe cambiata comunque secondo sicuramente te? Sicuramente sì. Magari per avere una corona davanti più grande anche lui, come chiede qualcuno da casa, ma ti fanno queste domande, può darsi, secondo voi? Può darsi, io credo che comunque Contador avrebbe cambiato la bicicletta, si vede anche li voglio chiamare come li chiamate voi, i Palmer di... Voi chi? Voi scalatori? Voi, i no, Palmer, quelli di una volta? Quelli di una volta. Sì. Ai tubolari più bianchi, e di solito questa bicicletta la adopera... nel finale delle corse, vedi la ruotina molto più leggera, un profilo medio per scalare meglio, e comunque è sicuramente un altro tipo di bicicletta rispetto a quella che aveva precedentemente. I corridori in questo, Vladimir, aiutami anche te, ma mi sembra che un po' tutti abbiano adottato delle ruote profilo medio, non usano più le ruote a profilo basso, a basso profilo, cioè quelle che usavamo noi ai tempi della pietra, però diciamo così che hanno tutti optato per delle ruote un pochino più leggere rispetto alla norma. È fondamentale per quanto riguarda la salita e il peso, biciclette che ormai devono essere piombate, arrivano tranquillamente a 6 kg. Ovviamente il regolamento dell'Unione Ciclistica Internazionale ha limitato il peso a 6,8 kg, per cui veramente dei mezzi molto molto leggeri. Profilo medio, ruote comunque in carbonio, molto rigide, molto reattive, e soprattutto poi servono sempre le qualità. È ovvio che in una tappa pianeggiante, con magari del vento a favore, dove si fa grande velocità, si preferisce delle ruote con un profilo di 80 mm. Sì, io su questa storia del piombare i telai è veramente, cioè, per me è un'assurdità, perché cioè, tu alleggerisci e quindi indebolisci in qualche maniera. Se è vero che indebolisci, per entrare dentro i parametri dei 6 kg, 6,50 mi pare, 6,8, tu devi piombare. Cioè, ma che ragionamento sarebbe è? Molto meglio rinforzare con del carbonio le parti diciamo più soggette a torsione, ma non lo puoi fare, quindi vanno a piombare, e quindi secondo me poi non succede nulla, perché comunque i mezzi, le biciclette, i costruttori oggi hanno una particolare attenzione proprio a questo fatto. Però insomma, ci sono delle cose nel regolamento UCI che devono riguardare. Sì, tra l'altro l'Unione Ciclistica Internazionale vorrebbe cambiare questo parametro, portarlo a 6 kg e 200 grammi. Ma le puoi portare anche a 5,5, chi se ne frega, tanto ci sono le biciclette a 5,5. Cioè, poi secondo me strutturalmente non cambia niente, perché se nasce una bicicletta di quel peso, vuol dire che ha subito, che ha fatto anche dei crash test o altre cose. Roglic attacca la salita con più grinta, e vediamo che cosa farà ora Alberto Contador. Molle, ma ha mollato. Beh, ne aveva ben donde. Contador trova un'altra locomotiva, perché se Roglic parte subito, a Contador serve avere un uomo così. Roglic è un corridore tutto da scoprire,
lui non è in classifica ovviamente, bravo Mollema, che dopo la tappa vinta e dopo il grande lavoro che ha fatto oggi si può rialzare, e quindi prendendo gli applausi dell'ammiraglia. Powers, altro corridore che si è fatto vedere nell'ultimo periodo, questo è il terzetto, Roglic, Contador e Powers. Vuol dire molto questo per Alberto Contador, trovare uno che gli può fare un po' di andatura sul primo pezzo di Galibier, vuol dire molto per Alberto Contador, anche se insomma lui è un corridore che credo abbia un'esperienza tale che possa andare via tranquillo. Però io dico, non voglio fare l'uccello del malaugurio, perché per carità sapete quanto mi piaccia Albertino. Beh, certo. Quindi figura, però ha speso molto Alberto Contador oggi, e mentre Roglic è sempre stato tutto il giorno a ruota senza fare assolutamente niente. E si è permesso nei giorni scorsi, anche non facendo classifica, di fare alcune salite con il proprio passo, consumando meno energie fisiche e mentali. Quindi occhio a Roglic, che potrebbe anche fare un qualcosa nella discesa. Feiù perde il passo in questo momento dagli altri. Qui ci sarà, Vladimir, la classica selezione naturale. Rimarranno sempre meno, sempre meno, sempre meno, proprio per il fatto che la tappa sta andando nel finale di tappa, quindi una tappa come quella di oggi, che sicuramente non è da poco, 183 km con tanta salita, che oggi insomma abbiamo visto salita e discesa, non abbiamo visto altro. Ah beh, no, non era certo la tappa dove vedere altro. Intanto Riccardo ha notato una cosa gustosa, Roglic ha chiesto il cambio, Contador l'ha quasi guardato dicendo a me? Tu stai chiedendo a moi? Infatti è passato Powers a fare l'andatura. Sì, è una sfumatura in effetti, ma lo ha proprio guardato dicendo tu mi muovi, mi stai muovendo il gomito. Ma sai, perché Roglic lo vede fare a quegli altri, e allora dice lo sarà giusto, sarà giusto, lo faccio anch'io, no? Quando sai, qui si parla di un corridore che è vecchio stampo. Intanto Betancourt, bene, bravo, però perde le ruote, e qui cominciano a perdere le ruote perché l'andatura sulla Dalansky tappa sul gruppo maglia gialla comincia a farsi più violenta. Ora è il turno di Diagulissi a cercare di difendere la posizione di Mentes. Non è da poco questa situazione, però potrebbe anche essere che, ora non vorrei fare il maligno perché non sono, però potrebbe anche essere che è un preludio sull'andante mosso, l'andante leggero, con brio. Con brio ci vuole sempre, perché brio era un grande stopper, ricordiamocelo, sì, sempre con brio. Sai, tante volte, visto e considerato che le notizie volano, sai, tante volte uno, io a questo tentativo di sfrugliare non ci sto. Kreuziger a fianco, flick a Nairo flock. No, questa è no, sì, qua senza è no. Audio, senza audio. No, qui bisogna flick e flock. Sì. Flock. No, senza audio. Intanto vediamo la fatica adesso per cercare di rimanere attaccato di Andrei Zajc, che era il corridore che era a fianco a Fabio Aru poc'anzi. Il kazako è un eccellente passista, ma evidentemente è una condizione generale della stana, dei compagni di Aru, che non è forse la migliore che ci è capitato di vedere in questi anni. Intanto Kwiatkowski è il migliore che ci è capitato di vedere in questi anni, Michael Nieve, Michael Landa e Chris Froome, con dietro Vuillermoz e un Romain Bardet sempre allerta. 3.20 è un distacco recuperabilissimo da questi uomini. Sono andati sempre via regolare, guarda come sono rimasti i migliori. Mentes va a prendere la borraccia da, mi sembrava Napolitano. Napolitano. Il massaggiatore napolitano, fratello di Danilo. Di Danilo, massaggiatore in forza nella squadra di Saronni. Barghi soffre un po', Daniel Martin allunga, ma qui Caruso regge bene. Lo vediamo, sto andando su, poi c'è Yates. E il bello è da avvenire, Riccardo, primo tratto questa vallata che non presenta pendenze impossibili, siamo attorno al 5-6 con dei tratti che spiana anche al 2-3%, ma attenzione, poi agli ultimi chilometri saranno quelli più impegnativi con addirittura l'ultimo chilometro tutto al 10%. Prova impegnativa, Belù.
Galibier ha fatto la storia del ciclismo, e la storia del ciclismo l'ha fatta anche Marco Pantani quando nel 1998 aveva quasi 3 minuti di ritardo da Ulrich, lo attaccò quando mancavano 6 chilometri alla cima per andare poi a disintegrare il corridore tedesco andando a vincere alle Deux Alpes. Ulrich in crisi nera, Paonazzo quella arrivò sul giornata 9 minuti. Eh sì, sono cose da brividi ancora, ma insomma queste montagne hanno fatto la storia, ma si può andare. Gli italiani ci hanno sempre fatto molto bene su queste montagne che sono da considerare un po' le nostre montagne, sono le Alpi. Fabio Aru, fra le altre cose, è stato qui spesso perché in ritiro al Sestriere, quindi conosce bene questo percorso, e il gruppo Maglia Gialla sempre più assottigliato. Il francese della Lotto Soudal che perde contatto, dunque 3, 4, 5, sono in 7. Qua sono in 7 con l'ultimo del gruppo che è Brice Feillou. Ed è tornato sotto anche Bauke Mollema dopo aver fatto un importante lavoro per Alberto Contador salendo verso il Telegraph e iniziando lui a tirare anche verso il Galibier. Si è avuta l'impressione che avesse mollato definitivamente, invece ha recuperato un po' e poi è riuscito a ritornare sotto ai primi immediati inseguitori del terzetto nel quale c'è anche il suo capitano Alberto Contador. Ha fatto una mezza acrobazia adesso Contador per schivare un tifoso colombiano che era voltato dall'altra parte. Ora si stacca di nuovo. Non lo ha centrato Contador. Cambia abbastanza regolari tra Powells, Contador e Roglic. Sì. Powells è quello che soffre di più quando Roglic e Alberto Contador sollecitano l'andatura. Lui invece necessita di salire con più regolarità, evidentemente è al limite delle proprie possibilità e di chilometri in salita ne mancano ancora tanti. Guarda Primoz Roglic come sta azionando tra l'altro un rapporto lunghissimo. E qua rischia di pagare Serge Powells, che però insomma reagisce bene e si riporta sotto. Una fase di studio questa fra i tre, con Contador che dà l'impressione di avere la situazione sotto controllo, perché non ha mai perso un centimetro quando ci sono stati gli allunghi, gli affondi da parte di Primoz Roglic, ed è riuscito a rifarsi sotto anche Serge Powells. Encomiabile Bauke Mollema, che dopo tutto il lavoro che ha fatto, io credo nessuno avrebbe potuto dirgli niente nel caso si fosse rialzato come aveva fatto precedentemente Jarlinson Pantano, e invece ancora fino al 55%. Caso arrivasse in cima non troppo lontano nella lunga discesa verso Serge Chevalier. Sì, tra l'altro Roglic è anche un ottimo passista, non dimentichiamolo, oltre che un abile scalatore, un corridore che ha nell'esperienza ad alti livelli la sua unica pecca, ma attenzione perché in un futuro non tanto lontano potrebbe essere un elemento che alla classifica generale in una grande corsa a tappe potrebbe puntare nel momento in cui migliora la propria abilità anche in bicicletta, perché insomma ricordiamo velocemente la storia di questo ragazzo, viene da tutt'altra disciplina, salto con gli sci che praticava da giovane, da juniores, è stato anche ai vertici mondiali della categoria mondiale. Poi un incidente lo ha dirottato verso il ciclismo, ha iniziato ad andare in bicicletta, le prime esperienze le ha fatte con gli amatori, dove è stato evidentemente visto da qualcuno che qualcosa ne capisce e gli ha deciso di farlo provare tra i professionisti. I loro immediati seguitori sono 6, Feillou, Navarro, Franco, Moanara, Atapuma e Sink a circa 25 secondi, poi qualche corridore di loro fa più fatica, gruppo Maglia Gialla 3 minuti e 20 e questo è l'avvicinamento, una fase intermedia, ma l'ascesa al Col du Galibier, lo scollinamento del Galibier sarà appunto a 28 praticamente dall'arrivo esatti e poi lì discesa fino a Serge Chevalier, e qui a questo punto è questione di attimi, bisogna solo capire quando succederà qualcosa, perché tutti diamo per scontato che qualcosa anche nel gruppo Maglia Gialla debba succedere. Ma io credo, ora, cerchiamo di parlare in termini di italianità, perché a noi ci interessa poi fondamentalmente anche Fabio Aru, perché poi va bene che un po' sì, siamo sportivi, si racconta la corsa, però insomma però poi vai Fabio, cioè certo, ci mancherebbe. Quello io credo che Fabio non debba attaccare oggi, ma semmai cercare di stare attento perché qualcuno attaccherà e cercare di non perdere prezioso
terreno, perché comunque qualcuno attacca, di sicuro attaccherà qualcuno. Intanto Contador davanti con Powers, che gli è ritornato sotto. Roglic mi sembra abbastanza pimpante. Contador lo cura, siamo... Roglic, non si fida tanto. Ma sai, hanno perso anche un po' di terreno, 3,16, lo vediamo in questo momento dalla grafica. Si volta, ha perso anche il cerotto Alberto Contador nella corsa. Aveva un cerotto, un tape nero. Vladimir naturalmente scuote la testa annuendo. E qui vediamo Atapuma che cerca di rientrare insieme a una scheggia impazzita della AG2R, la Mondiale, perché Mathias Franck è lì, scalatore elvetico, l'anno scorso grande stagione alla IAM Cycling, e lui lì è soprattutto a aspettare magari Bardet, perché Bardet è ancora là di dietro. Allora il vantaggio non è così impossibile andare a riprendere, perché sono 3 minuti circa, e dietro se cominciano a inscenare un'azione fanno presto ad andargli addosso, perché davanti sono un pochino al limite, ho visto, sono un po' stanchini, come... Visto molto bene anche Uran, molto fresco in volto. Uran ragazzi, altro corridore che comunque deve essere controllato a vista a parte di Froome, visto che lui a cronometro insomma ci sa fare. Tira sulla cloche. Scusa, voleva andare a sbattere con quegli altri. Ma infatti Red arguiscilo, perché non ti ha seguito subito, sono d'accordo. Elicotteri ne abbiamo 3, 6, 9, comunque una quindicina di corridori sono lì. Migliori. È dato 4-5 al comando, con rientro anche di Mathias Franck e Darwin Atapuma, e mancano 11 km di salita. Siamo all'8%, 11 km quasi di salita. Allora, che sia rientrato Atapuma e Mathias Franck è un segno che lì davanti anche Albertino Contador mi sembra che sia un po' arrivato, non so cosa ne pensa Vladimir, ma concordo, speso veramente tante energie. Powers che gli dice dai forza, tira, e lui non tira, però anche lui ha visto che gesto, sì, come per dire forza andiamo, e aspetta. Secondo me Contador ha un po' di timore di Roglic, perché continua a voltarsi a guardare, perché Roglic gli ha tirato un po' il collo all'inizio del Galibier. Sì. Non so se lo scalatore che è impegnato a fare calcoli di VAM e quant'altro è d'accordo con me. Sì, abbiamo visto Roglic molto più brillante, e lo vediamo adesso andare all'attacco. Contador, bocca spalancata, pressione che Roglic abbia qualcosina in più, ma attenzione, perché più la salita andrà avanti più le pendenze diventeranno impegnative. È un corridore di classe, un grande campione come Contador, quando punta l'obiettivo difficilmente sbaglia. Intanto Roglic continua a riprendere un'andatura davvero notevole, è andata a ruota, vediamo se gli chiede il cambio Roglic a Contador, che gli sta dicendo probabilmente ma dove vuoi andare, scusa Roglic, guarda che i trampolini sono un po' più su, non importa, arriviamo lo stesso. 3 minuti e 10 per questi uomini sul gruppo maglia gialla, però non mi sembra che ci sia più quella continuità di potenza davanti, mi sembrano un po' arrivati alla frutta, anche perché, nel senso, non che siano arrivati alla frutta, però mi sembra che stiano facendo un po' fatica. Poi è chiaro che fra un po', quando decideranno di andare, insomma la salita è ancora molto lunga su questa, cioè è impressionante. Questo è 10 km allo scollinamento, 10 più duri tra l'altro, gli ultimi 8 già sono percorsi, 18 minuti di scalata, oltre naturalmente i 31 minuti di telegraph, per cui corridori che rimarranno in salita. È da stamattina che sono in salita, 5 uomini al comando, gruppo maglia gialla forte di 14 unità. Sono questi qui, Vuillermoz sta parlando con Bardet e gli sta dicendo Bardet, via, prova a dargli una botta che così almeno vado su Mathias Franck. Il Carpa, come viene soprannominato Vuillermoz per la caratteristico boccheggiare sotto sforzo. Sotto sforzo.
Intanto qui Bardet, Uran, Romain Bardet, anche lui sembra leggero come una piuma in bicicletta su queste strade, e guardate lo sfondo lunare bellissimo della vegetazione che si va è sempre più rarefatta, e siamo prossimi ai 2000 metri, no Belù? Adesso mancano 10 km, 9 km e mezzo, dovremmo essere già quasi intorno ai 2000 metri. Sì, siamo 1960 metri, e corridori che adesso inizieranno a vedere anche la cima del Galibier, questa valle che non mostra mai lo scollinamento, mentre nel finale ci saranno questi tornanti dove i corridori capiranno dove dovranno salire, fin dove dovranno salire. 3 minuti e 10 secondi circa il vantaggio di questi 5 sui 14 uomini del gruppo maglia gialla. Nel gruppo maglia gialla, ve li ricordo, davanti abbiamo Contador, Powells, Frank, Roglic e Atapuma a poco più di 3 minuti. Il gruppo appunto della maglia gialla, gruppo maglia gialla che vi vado a elencare: Chris Froome, Fabio Aru, Romain Bardet, Rigoberto Urán, Mikel Landa, Simon Yates, Daniel Martin, Luis Menties, Damiano Caruso, Varane Barguil e Vuillermoz, vorrei dire i soliti, e poi Mikel Nieve, Buchmann e Kwiatkowski. Fabio Aru che è rimasto tutto il giorno a ruota di Froome. Sì, non l'ha mollato un attimo. Ora quello lì con la maglia Pua, cosa vuole fare? A me garbebbe sapere cosa vuole fare. Però che eleganza nella corsa, dai, con quello, sì, andare a destra, ma cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Buchmann, maglia bianca al Giro d'Italia, Manuel Buchmann davvero. Si stacca dal gruppo, un po' in difficoltà, a parte che non lo puoi mai sapere perché lui sta sempre in fondo al gruppo. Menties naturalmente, sì, che dicevi. Naturalmente sta concorrendo, sai, con il ciuccino d'oro, premio ambitissimo quest'anno. Sì, ciuccino d'oro. Nuovo premio. Come si fa a conquistare il ciuccino d'oro? Si succia le ruote tutto il giorno. Ah, ok, perfetto. Quindi si molto sta a ciucciare le ruote tutto il giorno e te lo vinci. Lui lo vince. Eh sì, e guardate che meraviglia, stiamo avvicinandosi ai 2000 metri, mi avete già detto molte volte che ai 2000 metri è come se scattasse un interruttore, che per qualcuno è positivo, qualcuno invece è tutt'altro. Vediamo cime superiore ai 3000 metri, invece davvero uno spettacolo meraviglioso oggi ci regalano le Alpi. L'apertura di telecronaca diceva appunto del calo delle prestazioni che dopo i 2000 metri subiscono una variazione, un calo di rendimento di circa il 10%. Oltre 2,5 diventa anche un calo vicino al 15. E stiamo parlando degli ultimi 2 chilometri, queste altitudini, quindi i corridori le troveranno. Intanto Contador, Powells. Contador ha preso un po' il suo passo, cerca di tenere un passo un pochino più elevato in questo frangente, mentre dietro lo scortano. Sembrano due avvoltoi sulla spalla, Bardet e Aru, sulla spalla di Chris Froome. Comunque noi si parla tanto del Team Sky, il Team Sky più forte, però anche la G2R, ragazzi. Ma a uomini sempre nei punti cruciali. Allora, davanti c'ha Mathias Franck, e lo vediamo lì proprio. Tanto sta ritornando sotto Daniel Navarro, che non è un buon segnale. No, per quelli davanti no, perché se Navarro ti rientra vuol dire che hai calato l'andatura, e ora sembra aumentare. Guarda Navarro che si alza sui pedali, perché Roglic quando dava davanti quando c'è Roglic l'andatura aumenta, quando ci sono gli altri si tranquillizza. Qui ora siamo nel tratto di falso piano. Ho perso poco comunque Riccardo, visto che comunque all'inizio del Galibier il vantaggio mi sembra che fosse attorno ai 3 minuti e 40. Sì, 3:40 circa, sì. Hanno perso una quarantina di secondi, 40-45 secondi, che è incoraggiante. Mancano 8 km, quelli della ricognizione di Freccia, cioè i più duri. Sì, poi sarà tutta discesa. Scusate, Kwiatkowski, ma vi rendete conto cosa sta facendo a questo Tour de France? Sta facendo il bello e il cattivo tempo in testa al gruppo, davvero un tour straordinario per Kwiatkowski, l'abbiamo visto. E quello che sta facendo anche, lo vogliamo dire, Damiano Caruso, perché eccolo lì col 42, bellissimo, a ruota di Daniel Martin, quasi senza numero. C'è un Caruso che ovviamente il ritiro di Porta gli ha spalancato le strade della gestione della propria classifica personale, quindi Caruso non sapremo mai, partendo capitano, cosa potrebbe essere in grado di fare. Sicuramente è ottavo adesso in classifica generale, sta molto bene ed è con i migliori. Caruso ha fatto un tour fantastico, perché lui era venuto qua per cercare anche una vittoria, l'ha dichiarato più volte, però poi dopo si è ritrovato a fare la classifica. Intanto grande lavoro per le moto neutre
che a loro non gli par vero perché ci sono i vari sponsor. Eccolo qua, il gruppo maglia gialla, si cerca ovviamente di intuire quando potrebbe succedere. Serge Powell si rompe un po' gli indugi, Roglic è il primo a seguirlo, Contador si deve impegnare ora per chiudere il buco con Atapuma, Frank e Navarro. Prova l'attacco Serge Powell della Diamond Show Data. Sì, un po' anche dietro le moto, qui ha fatto un po'. Powell, che l'abbiamo visto ultimamente sempre nelle prime posizioni in salita, ha sempre fatto delle buone scalate. Sei uomini al comando, 13 seguitori nel gruppo maglia gialla, tra di loro 2 minuti e 50, il gruppo maglia gialla ora sta rimontando in maniera che parebbe un po' più evidente. Siamo ora a 8 chilometri, ecco qui esattamente in questo punto è partita la ricognizione di Juan Antonio Flecha, qui aveva parcheggiato, anzi ha parcheggiato in cima, poi è venuto giù. Molto bene anche Landa, l'ho visto in viso tranquillissimo. Peccato per lui che abbia. Ma guarda questo Paolo come From. E ancora Paolo sa scattare, questa volta il Contador lì dietro, sempre però tutti insieme, i 5 al 6 al comando. Anche Navarro tiene, attenzione Paolo se lo allunga nuovamente. Beh, se ne va. Niente male questa azione di Serge Paolo che sembrava quello più affaticato quando erano in tre, invece no, evidentemente. Ora Roglic a fare l'andatura. Sai, questi scatti con scatti contro scatti, poi dopo ti pianti, perché non è che, cioè, ora fai lo scatto, però dopo c'è dura. Sì, anche perché scattare in altura, ora, sai, ossigeno bene, ce n'è poco. Va bene tutto, ma Powers ora non è che è Belli, è più vicino a Ciccino Davane che a Belli. Così, ma Powers vicino concettualmente? No, come caratteristiche. Beh sì, lui allora non si è mai piazzato perché ha sempre avuto dei capitani importanti, lui è considerato un buon scalatore, però il miglior risultato in un grande giro è stato un tredicesimo al Tour nel 2015, che comunque è un risultato onorevole, attenzione, un tredicesimo posto. Ragazzi, ma quando arrivi nono al Tour de France arrivi alla grande. Nel 99 poi se ci arrivi nono fai il tristi 9 come Vladimir Belli e sei a posto. Serge Powers, qualche secondo di vantaggio sul gruppetto al comando, i 5 seguitori davvero molto vicini, mentre la maglia gialla si trova in un gruppo che comprende 13 unità, però di queste 13, 3 sono del Team Sky. Froome ha con sé Mikel Landa, che non è ancora entrato in azione, un Kwiatkowski e Michel Nieve, 3 gregari di Froome su 13, quindi 4 su 13 sono Sky. Non male come percentuale di presenza. Tutti corridori che potrebbero benissimo fare i capitani in altre formazioni. Persi altri 17 secondi in poco più di un chilometro. E intanto stiamo arrivando al Grange du Galibier, c'è un monumento a Marco Pantani che è stato insomma nel 2011 inaugurato. Credo che l'abbiano posizionato nel punto esatto dove Marco scattò. Beh certo, a immortalare una delle tante imprese. Intanto Serge Powers, il belga, insiste a fare le spese, al momento sembra essere Dani Navarro che è il primo a staccarsi dal quintetto all'inseguimento. Ci sono gli indiani come al solito in questi, su queste grandi montagne. Negli anni naturalmente per chi non fosse avvezzo a questo gergale dei corridori. E il pubblico sui costoni come gli indiani che nei film, generale Custer quando vedeva i Sioux che erano pronti a scendere. Nei film praticamente arrivavano. Sembrava non ci fosse nessuno, improvvisamente l'orizzonte si riempiva di queste figure. I famosi indiani. Serge Powers sta invece facendo un figurone in questo Tour de France, un Powers davvero in ottime condizioni, il belga della Diamond Show Data. Ora Roglic, vedete, prova adesso a riportarsi sul belga che sembrava prendere il largo, e Contador ora risponde con Frank e Atapuma che fanno altrettanto. Sì, mancano ancora 7 chilometri, non è che è finita la salita. I 7 più duri, ora arriva Atapuma, supera Mattias Frank perché è un po' inchiodato, però credo che lui cerca di tenere duro. Ancora Serge Powers non ha
tante vittorie, ma perché è un corridore che si è sempre votato ai propri capitani, un ragazzo di 33 anni, nato il 21 novembre 83, atleta belga di 1,78 m, ha disputato diversi grandi giri, però le vittorie sono la classifica generale quest'anno del Tour dello Yorkshire. Poi la tappa al Giro d'Italia, la tappa al Giro d'Italia che però in cui lui arrivò secondo e poi successivamente gli venne data la vittoria nel 2009. Eccolo, è partito Daniel Martin, dietro e davanti c'è Powens. Non lo rincorrono? Strano. Daniel Martin, che ieri è rimasto fuori dal ventaglio, ha perso ulteriore terreno nei confronti dei primissimi, aveva recuperato qualcosina e poi ieri ha perso nel ventaglio, 2 minuti e 0,3 il suo ritardo, e ora Roglic rompe l'indugi e Contador è in difesa, però l'impressione era quella che avesse speso un po' troppo in questa tappa Alberto Contador, che comunque rimane un grande, perché beh, ha fatto qualcosa di notevole. Uno scatto da quelli lì, scatta sempre lui. Quindi. Voglio aspettare, in effetti. Primož Roglič, saltatore con gli sci fino a pochi anni fa, vince una crono al Giro d'Italia praticamente all'esordio del Giro e ci accorgiamo subito di lui. Lui che ora sta imparando anche a muoversi tatticamente, il fisico era già pronto. Ski jumping, sport bellissimo ma completamente diverso, in cui è uno sforzo contenuto, anche non è uno sport aerobico lo ski jumping, ma Roglič alle montagne si è abituato ed eccolo lì. Primož Roglič che ora con una buona frequenza di pedalata prova ad andarsene, maglia l'otto jumbo, 34 km all'arrivo, gli mancano 6 km allo scollinamento. Già percorsi 30 minuti di scalata e mancano ancora 6 km e 100 metri alla cima. Ce n'è, guarda la bandiera dell'Estonia di Kirsipu. È di Kangert, però a me ricorda Kirsipu quella maglia lì, non ci riesco. Intanto con l'andare zucchettante ricordo che hanno alcuni corridori, uno di questi è Degen col pinvolata e l'altro è Daniel Martin, quando scatta si aiuta fisicamente molto con questo movimento ritmico, è un'attitudine naturale. Qua dietro si viaggia sempre regolare, Vladimir. Sì, non ci sono accelerazioni, tranne lo scatto di Daniel Martin, che però non ha fatto andare via nessuno. Mi sembra che Nieve sia un po' in difficoltà, si sta staccando, o forse è Kwiatkowski, aspettiamo, perché da qua. Intanto Vuillermo prova a rimanere attaccato, vedete Damiano Caruso che rimonta una posizione nei confronti di Nieve, eccolo qua Nieve. Nieve ha mollato quella posizione, è andato in fondo, un po' in difficoltà, e questo zucchettante corridore irlandese arrabbiato ieri ha perso 50 secondi, naturalmente ci è rimasto davvero male, è rimasto intrappolato nel vento. Ripreso Galopin. Aru e Bardet costantemente a ruota di Chris Froome. Sta viaggiando Daniel Martin, ma non ha un grande vantaggio nei confronti dei corridori che stanno pilotando il gruppetto della maglia gialla. E bravo, siamo sulla Ulissi. Testa della corsa. Ulissi in crescita in questa ultima settimana. Speriamo che la crescita gli dia qualche soddisfazione. Intanto Primož Roglič, 33-300, 5 km abbondanti allo scollinamento. Qui siamo con Paolo Escontador, Atapuma e Mattias Frank. Questa macchina mi sa di Macron, Riccardo, non so se hai la stessa impressione, magari sono fermati, ora rimonta sulla testa della corsa il presidente, e se ce lo inquadrano, francese ospite di Prodomo in questa fase. Qui c'è un Roglič, ha guadagnato un bel vantaggio, già mancano 5 km, intanto Kwiatkowski ha detto basta, ha dato tutto quello che aveva. Lui lo fa davvero sempre questo lavoro, però ragazzi, un gran lavoro, perché ha sfinito. E ora c'è Landa che gli dà Landa, ora bisogna fare attenzione, bisogna stare attenti, attaccati a Froome, perché Aru Landa si deve accelera. Alzare sui pedali perché Landa immediatamente ha alzato il ritmo. Ora sicuramente Roglič, che ha questo vantaggio di 2,36 nei confronti di Froome, a 5 km dalla conclusione bisogna stare attenti, perché credo che ora calerà molto. Intanto Vuillermo non ce la fa. Ercarpa, come direbbero a Roma.
qui Nieve è un po' in difficoltà anche lui oggi. Nieve non ha potuto tirare il gruppo. Ma hai visto qua, qua siamo oltre 2000 metri, no? Sì. E senza colpo ferire saltano. Sì, improvvisamente si diceva sempre. Qua Caruso un po' in difficoltà con Barghì che perde qualche metro. Selezione naturale che sta uscendo, non c'è stato siamo bisogno. Siamo a 2200 metri e 5 all'arrivo. Non c'è stato ancora bisogno di grandi accelerazioni, che già corridori hanno perso le ruote. Contador tenace come sempre, bravo ad inseguire Roglic, insieme a lui Atapuma, corridore colombiano abituato alle alte quote. 30 secondi in ritardo in questo quartetto da Primoz Roglic che è al comando, attualmente il gruppo maglia gialla 2,5, il gruppo maglia gialla forte di 11 unità, ma ora anche meno perché si sono staccati in 2 o 3. Mikel Landa fa l'andatura, Chris Froome, Fabio Aru, Romain Bardet, mentre sono preceduti da Daniel Martin, il quale però ha pochi, davvero pochi secondi di vantaggio. Era trova Mollema. Riprende Mollema, Daniel Martin. E guarda il vantaggio come scende rapidamente, metro dopo metro. Roglic e gruppetto poi di Contador che perdono secondi. Landa, From, Fabio Aru, Bardet, Uran, Mentis e poi Yates, Barguil e il nostro Damiano Caruso. Bravo Damiano, rimani lì con i migliori che ora c'è ancora 4 km e mezzo di salita e poi saranno 28 fino al traguardo. Al comando abbiamo Primoz Roglic, a 40 secondi ora il quartetto degli inseguitori dal quale Atapuma prova ad evadere. Ma c'è sempre Roglic davanti, sì, quindi sì, deve andare su Roglic che sta andando su con un bel passo. Atapuma sarebbe anche, guarda, per tutto. Quanti secondi posti amari ha avuto Atapuma in questo tipo di tappe? Da quello di Corvara è stato quello più eclatante. Eclatante, forse. Sì. Darwin Atapuma, al vedete però che Contador piano piano titic va a diminuire il distacco. Ma sai, qui non è che potrai vedere tanti scatti, no, qui no. È più che altro di qua andatura. Sono rimasti, che intanto sono rimasti in 5, fammi un po' vedere, allarga un po', spostati, facci vedere. Adesso chiamo, perché? Adesso telefono, faccio saltare le teste, vai tranquillo. Daniel Martin, vedete il minimo scarto ancora che hanno nei confronti degli uomini di classifica. Sono tutti insieme, ora Landa ha imparato rispetto all'altro giorno quando fece quell'accelerazione su George Bennett, quando poi Fabio Aru prese la maglia gialla, ha imparato a tenere questo passo. Attenzione perché Fabio Aru mi sembra intenzionato a partire, vediamo un po', no, forse si copre perché c'è il vento che tira da sinistra verso destra e allora si stava coprendo dalla maglia gialla e questo vuol dire molto qui. Lucidità, no? Nel capire anche da dove arriva il vento e andarsi a coprire in direzione. Ma che tu lo capisca da dove arriva il vento, lo capisci subito. No, avere la forza di metterti in posizione perché giusta. Lo capisci al volo, perché lo senti subito. Immediatamente. Che fai, guarda, la prima cosa che impara un corridore è coprirsi dal vento. E quindi la lucidità di farlo a 2200 metri con Chris Froome vuol dire che Aru insomma è ancora molto molto presente. Potrei immagino anche dirti che però magari è al limite e cerca proprio una copertura perché è al limite. Intanto Bardet si è messo davanti a Froome, ti Riccardo. Vorrei dire certo, cioè, non è che sempre tutto ma non positivo. Mi puoi lasciare nel dubbio sempre ogni volta. No, ma te lo dico perché a volte dammi speranze, perché ora c'è la risoluzione di tutti i quiz. Bardet che parte, Barghì che parte a un certo punto per andare a cercare anche i punti, ma lui che problemi sa. 3 km e 7 mancano scollamento alla testa della corsa, loro sono in ritardo di 2 e mezzo dalla testa della corsa, quindi attualmente 3 km e 7 per il battistrada Primoz Roglic che ha 40 secondi di vantaggio su Contador, Powers, Frank e Atapuma. Daniel Martin attualmente a 2,17 dalla testa della corsa, ma Daniel Martin è stato ripreso. Pertanto vedete che ora Barghil prova, intanto qui siamo sul battistrada, Roglic siamo ai 2300 metri di quota, 2400, insomma impressionante. Questo corridore qui non si riesce a capire ancora quello che potrà fare. Anche lui stesso non sa esattamente. E comunque un po' di tifo bisogna farglielo anche a Roglic, ma se non altro assolutamente, perché siamo al Bianchi Caffè e corre con una Bianchi. Vabbè, insomma, certo, noi troviamo sempre il modo di festeggiare, non c'è dubbio. Dovesse vincere oggi qui paga ad avere Bianchi Caffè anche oggi? Certo, però questa volta c'è la scusa. C'è la scusa buona. 47 secondi per Atapuma che ha trovato il passo ora. Però Roglic non ci dobbiamo dimenticare che è abituato a fare il volo con gli sci.
le lealtezze gli sono, lui insomma, va via use anche in discesa, andrà via molto molto forte. Barguil ha ritrovato finalmente il suo habitat naturale, il suo nella status salita di grande corridore che avevamo visto nel 2013 con le due vittorie da neo professionista alla Vuelta, poi era scomparso dai radar. Ed ecco l'attacco di Bardet. Romain Bardet rompe gli indugi, finalmente si vede un attacco di un uomo di classifica. Romain Bardet parte secco, guarda Froome con la frequenza di pedalata, Rigoberto Urán a seguire, Fabio Aru è ancora lì con Daniel Martin ora. E Fabio Aru doveva essere molto più pronto, per quello che ti ho detto è andato a cercare il vento, di coprirsi dal vento. Damiano Caruso perde qualcosa, guarda come rientra Daniel Martin. Daniel Martin sta molto bene. Anche Froome è rientrato bene con Rigoberto Urán. Ragazzi, Urán è impressionante. Molto come sta reattivo Urán, in difficoltà invece Fabio Aru che non ha reagito allo scatto, adesso si trova a dover inseguire questo terzetto. L'accelerazione di Romain Bardet che ha guadagnato subito qualche metro, Froome gli è andato dietro, ha aumentato la frequenza di pedalata, non si è alzato sui pedali questa volta Chris Froome, e ora è Fabio Aru che prova a non perdere terreno, si trova con Menties e Yates, e ora Fabio Aru prova a rialzarsi sui pedali per avvicinarsi quantomeno a siamo Landa lì, e Daniel Martin, ma le distanze sono di pochi metri. Siamo a 5 secondi, non è che qui ora poi si dovranno rifermare. Fabio Aru ci ha abituato a anche rimonte e a non rispondere subito a magari guarda, alle accelerazioni. Guarda Landa che gamba che c'ha, è ritornato facile in testa ora con... Ma molto importante per Fabio questo tratto perché c'è vento contrario, rimanere a ruota ti può dare un piccolo aiuto. Ripreso Moinard che era nella fuga davanti della BMC mentre Damiano Caruso si è staccato. Riparte Bardet. Eccolo qua, Romain Bardet e Chris Froome alla stessa maniera, aumenta la frequenza di pedalata, ancora una volta non rispondono invece Aru, Menties e Yates, Romain Bardet sui pedali, guardate Froome che prova a non perdere la ruota con Urán, e ora ancora una volta Fabio Aru sceglie di intervenire in seconda battuta con questa azione sui pedali, e guardate là, guarda Landa come va, Landa è il più forte di tutti in questo gruppo. Landa come gamba potrebbe staccarli tutti secondo me. È quello che dicevamo anche Daniel, anche Daniel Martin non sta male. Ripreso Barguil che aveva fatto un'azione. Tadoaru rimonta ancora una volta. Guarda Daniel, Fabio. Guarda Daniel Martin. Daniel Martin sembra morto e poi riparte. Fabio è lì, non c'è, poi c'è la discesa. Non ha importanza. Barguil ripreso ora dallo zucchettante Daniel Martin con Chris Froome, Romain Bardet, Rigoberto Urán e arriva Landa. E pochi metri più indietro troviamo il terzetto, c'è anche vento contro. No, c'è vento di traverso, vento che tira da sinistra verso destra, poi comunque la strada svolta. E qua... come vedi Aru a rispondere in seconda battuta? È la terza volta che Aru lascia andare e poi rientra. Perché? Vuol dire che comunque sta bene, non ha cioè non ha crisi di natura alimentare, per esempio, o di mancanza di forze, perché lui rientra sempre piano piano, rientra piuttosto gli fa non è da lui, gli dà fastidio i cambiamenti di ritmo, cambio di ritmo che per lui non è abbastanza abituale. Guarda Menties che è riuscito a staccare Yates in questo momento un po' in difficoltà. Simon Yates cede qualcosa mentre Fabio Aru piano piano rientra Menties, con Luis Menties. Anche Menties sembra stare molto bene, lo segue facile. Ma c'è sempre la gamba facile, secondo me. E perché non risponde magari alle accelerazioni e rimane con Aru lì per carattere, secondo te? Perché deve vincere il ciuccino d'oro. Intanto si è ricompatto il gruppetto e riparte Daniel Martin. Riparte Daniel Martin e Froome ancora gli va dietro con la frequenza di pedalata. Vediamo se stavolta riesce a non spezzarsi questo gruppo. Vediamo se Froome gli dà la frullata, perché... Fabio in difficoltà, Riccardo. Fabio è in difficoltà quando c'è il cambio di ritmo, l'abbiamo visto anche prima. Ora a farne le spese c'è anche Barguil con Menties. E che... poi respira un po' e poi decide di andare sui pedali, sì, sempre alla stessa maniera. Se rimane così non hai problemi perché in discesa rientri. Certo, certo, ma è proprio è la quarta volta che succede la stessa scena. Adesso l'impressione è comunque non sia più così brillante. Fabio ha perso qualcosina in più, avversari che hanno capito che il cavaliere dei quattro mori è in difficoltà e cercano in tutti i modi di staccarlo. Di liberarsene, ovviamente.
è evidente. Infatti vedete che ora sembra guadagnare un po' il gruppetto di testa, con Aru che non ha ancora risposto come nelle precedenti occasioni. Roglic in testa alla corsa, 2 chilometri in salita prima dello scollinamento per Primoz Roglic. 43 minuti di ascesa già per i corridori e mancano ancora 2000 metri a Roglic, che si trova in testa, gruppetto a 2 minuti e 13, e Atapuma ha un minuto di ritardo dal leader. Io credo che Roglic non si possa prendere più, penso, perché l'unico che poteva andargli sotto era Atapuma, e da dietro pensavo che ci fosse più brillantezza, ma mi sembra che anche qui, ricordiamo che è l'ultimo chilometro, il più duro in assoluto di questa Bardet salita. Bardet ha guardato dietro a vedere dov'era Fabio Aru, che sta ritornando sotto. Bravo Fabio. E vediamo che rientra. Ha immolato il cappellino per incitare Fabio Aru, o probabilmente Barguil. Comunque sono 9 ancora, Martin, Froome, Bardet, Furan, Landa. Bravo, vai hanno avanti. Recuperato Navarro per strada. Fabio deve andare avanti e cercare di mantenere quel passo lì, perché lui sente il cambiamento di ritmo, non va dietro gli scatti, però è l'importante che sia ancora lì. Questo c'ha la faccia da leone. 1,5 chilometri di durissima salita per Primoz Roglic, che è a 2600 metri di quota. Quasi, 2005. Ragazzi, io ve lo dico, preparatevi. Roglic ha la vittoria in tasca. Nel senso che preparatevi, perché qui si festeggia, eh. Adesso. Ah, si festeggia. Tu parla col direttore, vai a scommettere adesso. Se vince uno con le tue bici, cosa direttore, qui c'è un sacco di gente, che mi sono distratto un attimo, ma il direttore non c'è. C'è anche Adriano. 1,5 chilometri ora lo scollinamento per Primoz Roglic, poi c'è Atapuma 1 minuto e attualmente a 1 minuto e 20, 1 minuto e 40 il gruppetto con Alberto Contador, con Powers e Mattias Frank, mentre ha praticamente a 2,19 intanto Barguil è ripartito. Riparte Barguil, ma hai visto come si è abbottonato la camisetta, la maglietta Landa, perché qui siamo altini, siamo ormai ai 2,5 quasi. Ma anche questi qui è già il terzo, io sono stato zitto fino ad ora, ma questi che fanno i fumogeni, ma perché? Ma ci avranno qualcosa nel cervello che gli dice, perché devono fare fumogeni, Vladimir? Perché in bicicletta non sono mai andati, non sanno cosa significa essere senza ossigeno, sotto sforzo a questa altitudine. Secondo me si fanno, come l'avevo già detto un'altra volta, i segnali per quelli che sono in quota, e dice qui c'è uno stupido, guardate dove siamo. Beh, è un servizio pubblico anche quello. Intanto Alberto Contador insiste, ovviamente lui non è l'unico obiettivo della vittoria di tappa, ma Alberto Contador prova a avvicinarsi in classifica, lui che è 11°, ovviamente almeno una top 10. Intanto questo è Yates che prova a rientrare sul gruppo maglia gialla, sta provando a rientrare con Navarro che è stato ripescato da questo gruppo per strada. Il direttore mi ha mandato un messaggio, Ah sì? C'è, ha detto, c'è, nascosto, ma c'è. Bene. È già a preparare le casse. Ah, di champagne? No, le casse per fare la festa. Le casse acustiche, perfetto. Intanto Simon Yates sfrutta questo tornante all'interno per recuperare un po', lo vedete riportarsi sul gruppo maglia gialla, dove c'è anche naturalmente Fabio Aru, lo vedete poco più avanti. Questa è la meraviglia assoluta. Grazie, mi dici quando sei lì, che ormai sei a 1 chilometro dalla vetta, cosa si prova? Che sei magari a tutta pelle d'oca, grande emozione, adrenalina, ovviamente quando sei davanti con il tifo del pubblico, sai che stai scalando una delle montagne che hanno fatto la storia del ciclismo, che hanno fatto la storia del tour, per cui è un'emozione che poi ti rimane dentro. Ti posso fare l'esempio del 1994, secondo anno da professionista, ero partito con la maglia bianca di miglior giovane, la scalata del Mortirolo, c'erano circa 400.000 persone a vedere la tappa che poi vinse Marco Pantani, e mi ricordo che arrivai terzo, veramente un'emozione indescrivibile. A me è venuto la pelle d'oca quando hai detto sono arrivato terzo dietro Pantani, insomma già questo mi basterebbe, ti basterebbe questo risultato. Tanto Michelada davvero tra un po' prende un giornale, se lo legge, comincia a fare del sudoku. E c'è un po' di difficoltà anche lui oggi al cambio di ritmo. Tanto Navarro ripreso. Ultimi qui, meravigliosi 500 bello, metri. Qui qua è meraviglioso. Qui dovremmo sentire l'audio originale, secondo me. Anche perché questo ragazzo c'ha delle simpatie anche nel gruppo, se non altro perché
viene da un altro sport, lui lo ricordiamo, faceva il salto con gli sci, si è fatto male, gli dettero praticamente la bicicletta per fare riabilitazione e poi dopo guarda che popò di corridore che è diventato. Un signor corridore Roglic. A cronometro li mangia vivi. E attenzione perché poi piano piano questo è prende giovane. Prende fiducia in sé. Allora, a cronometro va forte. In salita non mi pare che vada piano perché è lì. Tutt'altro. Tutt'altro, va forte su tutti i terreni. Potrebbe essere un futuro campione, un futuro corridore che potrebbe puntare anche a qualche corsa. Roglic ha 27 anni, ma ha iniziato a correre da poco, diciamo da 4 anni, ma ha fatto 3 anni con l'Adria Mobile, poi alla Lotto Jumbo nel 2016, pronti via, tappa al Giro d'Italia. Quindi direi che 300 metri finali e l'apoteosi di Roglic. C'è della confusione. Alberto Contador all'inseguimento, grande volontà, ricordiamo che c'è Atapuma davanti, Roglic ha un vantaggio però su Atapuma di oltre 1:20. Un chilometro, hai visto quanto è lungo a queste altezze e con la gente che è impazzita. Ora colombiani, ma se quella bandiera gli va nella ruota, no, ora io dico, sarete proprio deficienti, io dico, se gli va nella ruota quella lì, non lo butti in terra. È stato Alberto Contador con la maglia di Greg LeMond, il tifoso in questo momento che accompagna Contador. Pazzesco. Contador all'inseguimento, però bello rivedere Contador protagonista, Riccardo e Vladimir, no, un grande campione che non molla mai, mille problemi, problemi di ogni genere. Bardet che va con forcing. Bardet che è partito però, andiamo, è partito Fabio con Uran alla Chris sua ruota. Daniel Martin. Froome e Daniel Martin seguono qui Bardet. Fabio non deve perdere assolutamente le ruote, sappiamo l'abilità di Bardet, sappiamo l'abilità di Froome nell'affrontare la discesa, questi ultimi 20 chilometri potrebbero veramente costare tanti secondi al nostro cavaliere dei quattro mori. Vediamo perché deve tenere duro adesso lo scollinamento per Roglic, l'apoteosi, il souvenir de Grange per Primoz Roglic, primo a scollinare, si inserisce in una lista di grandissimi corridori. Primoz Roglic, il primo a scollinare il Galibier, ora 28 km di discesa per il corridore sloveno. E attenzione alla discesa, Salvo, perché i primi 5 km, una discesa tortuosa, senza parapetti, anche un po' pericolosa. E poi invece il finale, quando i corridori arriveranno sul colle dell'Autare, svolta a destra, strada molto più ampia e grande rapporto. Fabio purtroppo non fa più parte di questi corridori, ma eccolo, non è lontano. Qui. No, come non fa più parte? Sta rientrando, ha perso 3 metri. Ha perso 3 metri Fabio Aru, intanto Varan Barguil, eccolo qui a caccia di un po' di punti, questo honor category, si parte da 20 punti a scalare, vediamo in questa in sequenza Bardet, Froome, Uran, Daniel Martin, Mikel Landa, e questo è Fabio Aru che prova a non perdere terreno, guardate che tiene Landa sotto tiro, non perde, soffre i cambi di ritmo, però è anche abbastanza ancora presente nel rincorrere. C'ha forza, no? Perché comunque si vede, se non avesse forza non avrebbe questa reazione. Intanto vedete, ecco, Varan Barguil, ecco che prende Mathias Franck Bardet, però lo passano praticamente in tromba con ecco Contador che viene ripreso. Ormai pensa te quanta fatica ha fatto Alberto Contador per fare un'impresa. Sarà una discesa epica, sarà una discesa 28 km di cui una prima parte molto tecnica. Atapuma passa con 1:30 secondo lo scollinamento, 1:32. Ora si esaurisce l'azione di Contador in termini di classifica generale, viene raggiunto da Varan Barguil che passa terzo e prende un bel punteggio. 1:36. Andiamo Fabio, una volata per rimanere agganciato. È lì, pochi secondi. 1:36 è passato con una ventina di secondi, 20-25 secondi da Barguil. Non si è preoccupato di prendere la borraccia, in questo momento pensa a non perdere terreno, e questa è una discesa da brividi anche solo da vedersi. 20 secondi per Fabio Aru da Barguil, quindi non dovrebbe avere grandi problemi. Anche se poi ora vedremo Froome che, se va come è andato da un anno a questa parte, andrà giù fortissimo lui e Bardet. Qui ci vorrebbe una svisata alla Schifarelli per rientrare in breve tempo. Ci vorrebbe una solo notevole per i primi tornanti. Vediamo, eccolo qua che sta già arrivando, però lo vedete, Fabio Aru è già praticamente neanche a un tornante di distanza. Su questi tornanti può fare la differenza con Mentes a ruota,
rilanciano entrambi per non farsi staccare, ovviamente se ti vai a ruota il finale poi è molto più semplice, non farti distanziare. Intanto Roglic, Riccardo, io vedere queste strade senza nessuna protezione e l'infinito sotto mi emoziono sempre. Ma io più che emozionarmi mi preoccupo, perché te qua basta un errore, un piccolo errore e sei nel burrone, non è, cioè, che Roglic sia... sta andando fortissimo, quando ma tutti vanno fortissimo. Ripreso a Tapuma nel frattempo, ora c'è soltanto Roglic davanti con un vantaggio di 1:30. La grafica dice 1:38, siamo lì, 1:30. Sono 24,8 km, praticamente tutta discesa. Intanto vedete il gruppetto Aru, ce lo danno staccato di 10, di 15 secondi, ma io credo che sia anche più vicino. Tornate sopra, vediamo, te lo dico. Schiaccio, eccolo qua. Eccolo Fabio, sì, Mentes ha staccato Aru in discesa e ora si sta lanciando all'inseguimento dei corridori della maglia gialla. E qui siamo su Roglic. A lui che gli fa? A lui gli pare di essere sul trampolino. Figurati, andare in discesa non è sicuramente una cosa... Bella questa inquadratura dall'elicottero. Elicottero che segue alla grande Roglic con Bardet scatenato in discesa, sempre molto forte. Questo è un problema perché Bardet rilancia... From la sua ruota e vedi che Rigoberto Urán non vuole rischiare, va subito a prendere la posizione in terza posizione, saltato Barguil, saggiamente stando a 3-4 metri di distanza dalla... Ah, non l'ha staccato invece, no, Mentes è ancora con Fabio Aru, qui siamo staccati di una decina, di una quindicina di secondi. Aru e Mentes all'inseguimento, ci danno 17 secondi di ritardo da questo quartetto, Fabio Aru e Luis Mentes. Ovviamente Bardet ha l'obiettivo di staccare Fabio Aru per scavalcarlo in classifica, è evidente, Romain Bardet fa l'andatura, Froome che segue a ruota e poi vediamo qui Roglic invece, ancora 23 km di discesa. No, ma il problema è questa discesa che è da brividi, ragazzi, è una cosa pazzesca, qui basta sbagliare di 10 cm sei nel prato sotto, cioè non è che sia fa... Poi oltretutto l'asfalto non è così perfetto, è un asfalto un po' broccoloso, un asfalto che ha tante ondulazioni. Questa immagine qui, io insomma penso ai ragazzi, alle persone che sono in HD sul divano, insomma, beh, qui stai volando, ragazzi, insieme ai corridori, qui si gode, decisamente. Intanto Froome, Urán, Bardet, Barguil, questo è il quartetto che guadagna una ventina di secondi perché vanno davvero fortissimo. E Aru, guardate l'impegno di Fabio Aru che rilancia, a quanto si va qui di velocità, Belù? Si va oltre 65-70 km orari ed è una strada tortuosissima. Mi ha paura, salvo che Fabio oggi perda tanti secondi. Adesso il tratto più impegnativo della discesa finirà e poi una discesa pedalabile. I quattro corridori che vediamo in questo momento inquadrati troveranno l'accordo e per Fabio sarà difficile riuscire a rientrare. È per questo che sta provando ad accorciare i tempi, 19 secondi sempre costante il distacco, Froome, Urán, Bardet e Barguil. Tanto 20 secondi, vedete, 1:28, 1:48, e per il momento è costante il distacco dall'inizio della discesa, una ventina di secondi. Ma guarda, Aru, che non è distantissimo. 20 secondi, come allo scorrimento? Non sono 20 secondi, ragazzi. Sono meno? Perché sì, poi il cronometro arriva sempre con qualche istante di ritardo. Sono meno, sono una decina di secondi di ritardo. Beh, allora assolutamente lo può riprendere. Cioè, vi dovete fare ingannare da quello che ci dice la grafica. Questa è la sbagliata. Però la ripresa sta andando fortissimo. Se mi lasciano, cioè se mi danno un punto di riferimento, piccinino. Prendi quella marmotta lì, guarda, ho preso la marmotta, Prendi la marmotta. La marmotta. Questa è Fabio Aru, 20 secondi, deve recuperare 20 secondi in discesa. La cosa ovviamente non è semplice perché anche davanti menano. Sempre la situazione costante, Luis Mentes in questo momento tiene la ruota di Fabio Aru. 12 secondi alla marmotta. Era qui la marmotta. No, è dove? Ah, era più è qua la curva, qua, questa è la marmotta. No, la marmotta era più su, dai. E si sarà spostata, è viva. Ah, perché camminava. La marmotta. Camminava la marmotta e allora è il punto. 20 chilometri tutti di discesa per Primož Roglič, sloveno, che è all'attacco di una bellissima tappa.
un tentativo di Contador che gli fa tanto onore ma che è stato annullato, ovviamente ripreso. Roglic va come un treno, qui secondo me c'è gente anche meno tortuosa discesa. La strada, si superano anche quelle velocità, si superano anche gli 80 orari nei lunghi rettilinei, anche molto di più. Guardate Uran come va in discesa con Bardet, Froome e Barguil, tappa spettacolare questa discesa, è davvero 76 orari in questo momento. Posso dare i numeri, Salvo? Vai, dalli. Allora, 1225 metri di dislivello per affrontare il Galibier, percorsi in 48 minuti, a parte del gruppo, 22.540 la media. Cioè sono andati forte? Molto Io ti forte. Faccio sempre la domanda finale. Molto lo sai. Forte. Ma VAM torna ancora in 1600, tenendo conto che i corridori hanno affrontato Croix de Fer e poi il Telegraph. E intanto vedete in questo momento, ma io voglio dire, ma cioè fermo lì in un punto potrebbe fare, ma perché è una corsa convulsa, ho capito, ma almeno così mi cioè cerco di prendere. Allora ci danno allo scoiattolo, l'ho visto lo scoiattolo. Lo scoiattolo è più affidabile perché è più statico rispetto alla marmotta. 15 secondi ci comunica Radio Tour tra Aru e il quartetto che lo precede. Per il momento mantengono, non si perde e non si guadagna. Perché il quartetto è avanti, ma poi dietro il quartetto c'è un altro quintetto. Anzi, un altro quartetto. No, allora noi abbiamo Roglic al comando. Attualmente segnalate a 1.29 i quattro che sono Froome, Bardet, Uran e Barguil. E poi a 15 secondi la coppia Aru-Mentis. E allora non c'hanno 10 secondi. C'era un Landa, eccolo qua. Landa era lì in mezzo, sì, certo. Un quintetto. Me lo darà questa l'ombrello possibilità? Già. No, la maglia tricolore. La pancarta. La pancarta è perfetta, vedi, questa è quella dei 20 all'arrivo che stanno superando Fabio Aru e Luis Menties. Guarda, vedi, che li punta, li ha messi nel mirino, li ha messi nel mirino come Maverick con Iceman. Vabbè, gli anni 80, ho citato un po' gli anni 80, ho esagerato. E allora saranno i corridori con Contador che sono stati staccati dalla testa della corsa. Sono quelli. E allora sono meno per quello. 16 secondi ci danno il ritardo di Aru dalla maglia gialla. Ora davanti si fermeranno un po' questi cinque corridori. Eccolo il bivio del Lautaré. Eccolo là, Fabio che è rientrato sul gruppetto Contador. Questo era quello che dicevo. Con Atapuma, Contador. Credo che possa avere un attimo di collaborazione. Qua si voltano. Fromm ha detto che non ne frega niente di tirare. Ha scosso la testa. Perché deve aiutare Bardet che può poi attaccarlo domani, anziché Aru. Daniel Martin qua con... Contador, Atapuma, Daniel Martin. Dovrebbe essere Mattias Frank quell'altro. Sì, la Cedoser dovrebbe. Dovrebbe essere Mattias Frank, sì, che è stato superato da Bardet, non è riuscito ad aiutarlo. Pertanto ora sono un gruppo un po' più numeroso e questo può giovare a loro. Roglic ha meno di 17 km all'arrivo, tutti di discesa. Qui si toccano grandi velocità perché le curve sono molto più semplici da affrontare, qui si va fortissimo. Sì, anche se in realtà la discesa non è particolarmente pendente, ovviamente non essendoci tante curve si tiene sempre alta la velocità, man mano poi si scenderà vicino all'arrivo, diventerà ancora più pedalabile. E quindi voglio vedere chi tira. 10 secondi ora Fabio Aru dal gruppetto maglia gialla. Eccolo Chris Froome che ora disegna le curve con Bardet, Barguil, Bardet, Uran e Mikel Landa che controlla. Roglic non gli hanno preso niente. Roglic credo che si possa dire sei un minuto tranquillo. E mezzo, 15 km di discesa, può assolutamente tenerlo il vantaggio tranquillamente. Intanto Fabio Aru deve portarsi dietro tutti questi corridori, ovviamente è il più interessato. Beh, chiaro, lui a recuperare terreno. È secondo in classifica, ovviamente. È normale che debba essere lui. Roglic è impressionante la freschezza nel viso di Roglic. E l'avevamo anche detto, Vladimir, quando eravamo a metà salita del Galibier, quando effettivamente avevamo notato la difficoltà di Contador a tenere Roglic, e lui sicuramente da grande esperto, da grande campione, da fuori classe, l'aveva messo in conto, aveva capito che poteva avere qualcosa in più. Intanto guardate, il grande sforzo, un tutt'uno con la bici da Contador per rientrare. Contador ha fatto un contrattato oggi notevole, a 130 all'arrivo è partito. Intanto Roglic davvero
quando si dice un tutt'uno con la bici, che pedali, che stia in posizione, insomma, sta andando verso quello che sarebbe un risultato straordinario. Qui abbiamo Uran, Barguil, Froome, Bardet e Landa, che è arretrato di qualche metro, ma è lì. E ci danno sempre una decina di secondi di vantaggio in questo gruppo nel confronto del gruppo Aru. Aru che vedete, insomma, fare l'andatura con il suo dorsale 51 in prima posizione. Con Atapuma, Contador, Mattias Frank. Ora una quindicina, oscilla fra i 10 e 20 secondi il ritardo di questo Daniel gruppo. Daniel Martin gruppo che ha tirato due o tre botte sulla salita, poi si è rimbalzato. Intanto guardate, che spettacolo, si va fortissimo qui con Barguil. Qua discesa pedalabile, difficoltà per Fabio, davanti hanno trovato tutti l'accordo, sanno che hanno la possibilità di mettere del distacco tra loro e il cavaliere Quattromori. Diventa difficile per Fabio quest'oggi riuscire a rimanere in lotta per la classifica generale. Ed eccolo qua Chris Froome in posizione aerodinamica con Romain Bardet, Roberto Uran, qui transitano anche gli seguitori con Fabio Aru a fare l'andatura, in coda Daniel Martin al cartello dei 15 all'arrivo. Comunque è una strada spettacolare, è vero che ci piacerebbe molto di più un arrivo in salita, ma di una bellezza questo percorso. Comunque Fabio non sta male, perché altrimenti non... Mi ha stupito quel non rispondere ai cambi di ritmo, che di solito non sono un suo punto debole, Riccardo. Di solito, probabilmente oggi sì. Perché lui poi rientrava, poi a un certo punto alla quinta volta non è riuscito a rientrare perdendo 15 secondi. Posso dire che Froome non mi è sembrato neanche tanto brillante oggi, nemmeno lui. Non ti ha dato? Domani l'arrivo in salita no, sarà la prova della verità. Considerando il Froome definitiva, che ci ha abituato sempre a fare il frullatone. Sì, non è Froome, cioè, è stato attaccato da Bardet e a un certo punto Bardet, Barguil e anche Uran. Sì, non è Froome sicuramente degli anni passati, ma comunque quest'oggi ha dato dimostrazione di essere molto reattivo. Intanto Roglic al comando, 1 minuto e 18 il suo vantaggio sul gruppetto maglia gialla, il quale ha sempre una ventina di secondi sugli seguitori con Aru, Daniel Martin, Luis Menties, Contador, Frank e Atapuma, ma onor del vero, ovviamente essendo il più interessato è Fabio Aru che sta facendo l'andatura, e questa è la capacità ormai che si è sviluppata, l'evoluzione naturale dei corridori che adesso pedalano praticamente seduti sul telaio, ora si mette in posizione da crono, e Roglic è un corridore che ha vinto una crono al Giro d'Italia all'esordio al Giro al primo anno in una squadra importante dopo l'Adria Mobile. Questo è il quinto tetto maglia gialla, 1:18 dal battistrada Primoz Roglic, sempre una ventina di secondi in ritardo Fabio Aru nel gruppetto Contador Menties, da questo gruppetto si è staccato e ha una trentina di secondi in ritardo dal gruppetto la maglia bianca Yates. Ecco il gruppetto Aru, vedete che è proprio il campione d'Italia che è davanti costantemente con gli altri a ruota, ovviamente mai Frank potrebbe dare un cambio visto che c'è Bardet davanti, è evidente. C'è stato l'aiuto da parte di Daniel Martin in un frangente, ma il grosso del lavoro lo sta ovviamente facendo Fabio. E davanti adesso Froome che va ancora ad accelerare queste lunghe trainate che metteranno secondi importanti tra sé e il nostro tricolore. Eh sì, decisamente ora Chris Froome qui dà un grande contributo, conviene a tutti collaborare, sono i cinque grandi pedalatori, tutti i cinque buoni passisti, ma Froome soprattutto e Uran sono due locomotive notevoli. Roglic conserva 1 minuto e 17 a 9 km, a meno di 10 km dall'arrivo. Andiamo adesso con le immagini dall'altro, a testa della corsa il cartello dei 10 km, quindi ora sono meno di 10 km. Una piccola discronia tra la grafica e la realtà analogica, vediamo Primoz Roglic 10 km a tutta, a un chilometro, a 1 minuto e 17 di vantaggio. Attualmente la situazione vede guadagnare qualcosa il gruppo Froome, 30 secondi il vantaggio del gruppetto con Froome. Peccato per Fabio che nello scollinare ha perso le ruote migliori e sembrava poi poter rientrare subito all'inizio della discesa. Operazione che non è riuscita, adesso negli ultimi 10 km, 9 km deve fare tutto da solo, davanti continuano a girare in doppia fila. Rivediamo tutto qui da invece solo, Vladimir, cioè, stanno tirando un po' anche gli altri, ho visto anche Contador, Atapuma, non è proprio
una cosa così disarmante. Questi sono Powers invece Yates, che sono staccati, vedete il gruppo Yates. Perde perché davanti vanno forte, cioè lì davanti collaborano tutti, dietro non è vanno solo. Un po' a strappi. Cioè il fatto di non essere solo è importante, perché non butta via delle energie preziose che comunque sai benissimo che domani faranno molto comodo. Io non un arrivo in salita sull'Isoar, intanto spettacolare l'andatura da cronoman di Primož Roglič, il quale è stato in testa alla corsa con la Croix de Fer, con Du Telegraaf, il Galibier, e Roglič è lì che meno sta facendo un grande numero, sta facendo una cronometro alla fine di un tappone. Davvero grandi applausi per questo corridore sloveno che inizia a correre 4 anni fa praticamente con l'Adria Mobil, viene ingaggiato dopo delle ottime prestazioni da subito, ma viene ingaggiato nel 2016 dalla Lotto Jumbo. L'anno scorso è stato il suo primo anno con la squadra World Tour. Roglič, che oggi ha 27 anni, a 25 anni va a vincere la Giro d'Italia alla Crono, e adesso è qua in uno dei tapponi del Tour de France a giocarsi la vittoria di tappa. Davvero Roglič, notevole e impressionante la prestazione di Roglič. Contador, Daniel Martin, Aru con Atapuma, sono un paio di corridori che normalmente non fanno parte di questi appartamenti. Oggi ha preso una bella batosta anche Yates, non perde molto nei confronti di Menties, però una 30-40 secondi gliele rimangia, e quindi sarà interessante domani anche la sfida sulla maglia bianca. Intanto incede Primož Roglič, ora il ritardo di Aru dal gruppo maglia gialla è dato in 35 secondi e vedete qui che collaborano perfettamente i 5, hanno tutto l'interesse a farlo, e questo è il gruppo con adesso sta tirando in questo momento, mi sembra Atapuma, Darwin Atapuma, che dà una mano a Luis Menties, il suo capitano, e qui siamo alle spalle del gruppo Aru con Powers e Yates, che si è staccato nel finale della salita. Powers, che aveva fatto il diavolo a 4 a inizio Galibier, e poi dopo è saltato anche lui. Intanto ha segnato il dorsale rosso ad Alberto Contador, c'era da aspettarselo. Roglič ora trova praticamente l'unica pianura di tutta la tappa, 6 km, ma a lui va benissimo visto le andature che riesce a tenere. Beh, poi lui è un cronoman, quindi dietro la situazione è... Diciamo che la corsa è stata piuttosto noiosetta, diciamo pure, perché insomma al di là del fatto di soltanto l'attacco di Contador, poi dietro c'è stato un attacco di Bardet. È successo poco perché il Ritmo Sky è riuscito a tenere buoni un po' tutti, no? Sì, ma è venuta fuori una corsa selettiva soprattutto per la lunghezza e per la durezza delle salite che erano da affrontare, e per l'altitudine ovviamente, l'abbiamo detto, cioè quando arrivi a oltre 2000 metri, quando sei a 2000 metri e sei costretto a pedalare a 2002-2003, è chiaro che basta poco per staccarsi. La reazione di Fabio Aru a me non è che la vedo così, non la vedo come la vede Vladimir Belli. È vero, ha perso più che altro per una un cambio di ritmo che non aveva bene oggi, però aveva forza, perché altrimenti ha risposto 4 volte alla quinta, ha mollato 15 secondi. Sarebbe affondato, come giustamente tu dicevi, che poteva perdere tanto tempo, ma non è affondato, è rimasto lì. È chiaro che sei nel terzo gruppetto, anzi nel secondo gruppetto, ma chiaramente Roglič è da solo e non è che sei proprio lontanissimo. 37-38 secondi, una 40 secondi Aru, certo, perde da questo gruppo. Certo che se domani sulla salita ha gli stessi problemi, addio sogni di gloria. Il discorso è proprio quello, che ovviamente Fabio ci ha fatto vedere che cosa sa fare. Quest'oggi una tappa ad alta montagna, ci si aspettava un attacco da parte sua, non solo non è riuscito ad attaccare, ha dimostrato qualche difficoltà, e purtroppo nello scollinamento, dove era il momento più importante, lì non è riuscito a rimanere a ruota con i primi, e adesso dopo la giornata di oggi
sarà molto difficile pensare che possa lottare domani per la vittoria del Tour de France. Come promo anche in queste ma cose. Scaramanticamente guarda che è meglio così, eh. Sì, è quello, no, questo non è volare basso, è volare in metropolitana per essere sicuri di non andare troppo in là con le speranze. Io sono d'accordo, stiamo sottoterra, che poi a essere sorpresi bello è profilo bassissimo, va bene. Intanto vediamo il cartello dei 5 km all'arrivo, ovviamente una crono in più punti, uno scontro diretto a cronometro tra degli ottimi cronomen nel gruppo Froome, perché tra Oran e Froome basterebbero a fare una cronocopia notevole. Dietro pochi cambi e non particolarmente diciamo efficaci, proprio perché questi corridori, se ha perso terreno, vuol dire che ha fatto più fatica di quelli davanti, pertanto è evidente che anche adesso abbiano un po' di forza in meno. Sempre una quarantina di secondi in ritardo di questo gruppo, del gruppo Froome. Finalmente, se ci fanno vedere lo striscione, si riesce a cronometrare analogicamente. Sì, sono proprio una quarantina di secondi, 42 secondi per la precisione. Pensa che oggi potremmo dire primo Roglic, secondo. Questa è una no, non è mia, l'ho letta al bistrò. Si sta dicendo al bistrò. Se vinceva Mori anche è primo, entrato Mori. Claudio al bistrò, ha detto certo, uno che si chiama Primos, cosa vuoi che arrivi? Battuta del giorno a Claudio, grande. Primos Roglic a meno di 3 km dall'arrivo. Pensa quando correrà il figlio di Selvaggi, che si chiama Primo, e quando vincerà. Eh beh, assolutamente. Oppure quando vinceva Mori. Primo Mori. Eh beh, certo, chiaramente. Secondo Mori. Però, certo. è una bella grande battuta. Prestazione di Roglic, davvero un corridore che ci è piaciuto dall'inizio. Preparati dagli a festeggiare, perché oggi nel dopotappa, nel certo, processo Bianchi alla Caffè pappa, vince con la propria bicicletta, ci mancherebbe. Intanto seguiamo finalmente sempre siamo gli riusciti stacchi a portare un po' di bene in beh, questo posto. Beh, comunque del bene ne è arrivato da questi corridori. Intanto io vi aggiorno sempre sui distacchi, che credo che siano una cosa più interessante. 45 secondi, 44, 45 il sestetto dove è presente Fabio Aru, da questo quintetto dove invece sono Froome, Uran, Bardet. Davvero stanno facendo una grande tappa. Landa oggi giornata quasi a ruota di Froome, può stare tranquillo. Davvero Michel Landa sembrava il più forte, e domani Michel Landa, insomma, se Froome è tutto a posto, penso che questa vittoria di tappa se la voglia portare a casa tutti. Se Froome è tranquillo con la classifica, domani Landa non lo ferma nessuno. È giusto ricordare anche che Primoz Roglic in classifica generale non impensierisce nessuno di quelli che sono gli inseguitori, perché lui è 37esimo a un'ora, pensate, 37esimo a un'ora e 14 minuti. Un'ora e 14 minuti di ritardo, quindi è vero che la classifica nelle prime posizioni è molto stretta e molto vicina, però è anche vero che se vai a guardare ci sono dei distacchi abissali dalla ventesima posizione, cioè dalla ventesima posizione in poi. Intanto siamo già nelle transenne come Roglic, siamo nel transenne, vuol dire che siamo prossimi all'ultimo chilometro, e Primoz Roglic ha un vantaggio notevole, rassicurante, vorrei dire, 1:16, un chilometro abbondante a quella che sarebbe la prima vittoria in linea di Primoz Roglic, lui che ha già vinto il Giro d'Italia a cronometro l'anno scorso. Parliamo di un grande ha giro. Ha fatto un gran numero Primoz, perché si vedeva che stava bene, ha cercato la fuga di giornata, è andata nella fuga giusta. E poi ha saputo tener testa a corridori come Contador, che quello insomma, e Atapuma soprattutto, perché Atapuma come al solito ha un po' dormicchiato, è partito un po' dopo, però poi lo ha respinto facilmente, perché l'ha respinto a un minuto e rotti, con lo stesso vantaggio che aveva nei confronti di Atapuma, poi l'ha saputo mantenere anche nei confronti di chi lo sta inseguendo. Bada la gente che c'è, bellissimo, guarda, c'è una folla strepitosa. Primoz Roglic, sloveno, fino a 4 anni fa faceva il saltatore con gli sci,
poi fa tre stagioni con l'Adria Mobil, squadra slovena, fa bene, viene ingaggiato dalla Lotto Jumbo. L'anno scorso regala alla squadra olandese la vittoria a cronometro al Giro d'Italia, sorprendendo tutto e tutti. Da quel giorno una costanza di rendimento a cronometro ma anche in salita, e allora ormai a 200 metri Primož Roglič della Lotto Jumbo, storica vittoria per un corridore che davvero sì ha vinto una decina di corse, ma questa è la vittoria in assoluto più importante, e soprattutto non a cronometro, ha vinto tante cronometro anche al Giro d'Italia. Bravissimo, un bravo alla francese, un bravo a Primož Roglič della Lotto Jumbo, grande vittoria. Bravo veramente Primož Roglič, che ha conquistato anche il Galibier passandoci per in testa. E ora occhio al cronometro, perché per la tappa di domani conterà fondamentalmente il distacco. Ci sono, che il corridore ci sono soprattutto gli abbuoni. Uran cercherà di andare a prendere gli abbuoni per il secondo posto, e Froome vedi che anche lui è lì che cerca di prendere gli abbuoni. Siamo ai 500 metri finali. Uran si mette in posizione di attesa, Froome nella posizione non comoda, Landa dovrebbe passare davanti. Questo guardichiarsi potrebbe giovare a Aru però, sai Riccardo, per recuperare qualche secondo. Sì, però Uran dovrebbe vincere facile questa volata. Questa volata. Però, sai, anche non se Barghil ha già dimostrato con Uran di giocarsela. No, Barghil è troppo dietro. Parte Barghil. E parte anche Bardet. Ma Uran esce fuori. Intanto vediamo la volata fra Romain Bardet per gli abbuoni. Volata per gli abbuoni con recuperto Uran. Uran prende gli abbuoni al secondo. Froome prende terzo. 4 secondi. Froome prende i 4 secondi. Taglio il traguardo a 1.15. Ora vediamo con ritardo, con che ritardo arriverà il gruppetto Aru con Daniel Martin che prova a rituzzare. 1.15, già hanno tagliato il traguardo, sono passati 10 secondi, forse il guardarsi di quelli davanti un po' ha giovato in termini di secondi. 15 secondi, 20 alla fine, dovrebbe essere una trentina, occhio e croce, 30 qualcosa. Basta che si rintuzzi anche questo secondo che c'è. Sono 30, 31, 32 secondi dovrebbe aver perso dal gruppo Froome. Più i 4 di abbuono, quindi siamo a meno di 40 secondi non persi vedo da niente, non vedo niente di grave, bisogna fare attenzione invece a quello che ha guadagnato Luis Menties nei confronti di Yates, che stiamo vedendolo in questo momento è ancora lontano dal traguardo, e attenzione perché la maglia bianca si infiamma improvvisamente la sì. Lotta per la prima posizione. Perché Yates è ancora a 500 metri. Ah sì, assolutamente. E ricordiamo che Menties aveva 3.58 di ritardo, pertanto rinfiamma la lotta, sai, per la maglia bianca. Perché ieri aveva perso nel ventaglio il giovane corridore sudafricano. Recupera sicuramente un minuto e mezzo a Yates. Menties, pertanto 3.58, un minuto e mezzo, sai, si va avvicinando. Poi domani c'è una tappa molto dura con arrivo in salita, dove domani sì, si rischia di, quando ti stacchi, di non arrivare più sul traguardo, perché diventa durissima. Primož Roglič vince, vediamo l'arrivo di Powell e Yates che perde. Yates è arrivato molto stanco, quasi 2 minuti perde Yates da Menties. È la prima volta che si vede arrivare il corridore britannico della Orica Scott piuttosto stanco all'arrivo. Powells protagonista di giornata, 35.700 di media, una buonissima media considerato il tracciato. 3.15, perde 2 minuti, Yates praticamente metà del vantaggio, aveva 3.58, 4 minuti, 2 li recupera oggi Menties, in effetti riaccende una lotta che sembrava ormai chiusa, e questa è la classifica, l'ordine d'arrivo. Roglič davvero impressionante, Fabio Aru 1.44, alla fine perde da Froome 31 secondi più i 4 di abbono, 35, direi insomma tutto sommato si salva Aru con l'arrivo in salita di domani, insomma limita i danni che potevano essere peggiori. Sì, effettivamente ha limitato un po' i danni, qui siamo su Messier Macron credo, ci inquadrano questa parte che però non si riesce a vedere, ma credo che il presidente, vedo che c'è molta apprensione lì. In effetti Riccardo hai detto bene, poteva andare sicuramente molto peggio Fabio Aru, in difficoltà nell'ultimo tratto di salita, ha trovato poi
dei compagni che avevano un po' gli stessi interessi, arrivato a 30 secondi, per cui per quanto riguarda il podio diciamo che ci siamo ancora. Ovvio che domani c'è bisogno di una grande prestazione. Interessante, Urano e Bardet a stesso tempo a 27 secondi, sono i millesimi della cronometro che fanno il secondo e terzo. Ragazzi, ci vediamo su Facebook, io immagino, ci approfittiamo di questo replay che rinvia. Grazie a Vladimir Belli, ci vediamo su Facebook tra poco, preparate la pappa. Riccardo, ricorda al direttore che ha vinto un bianco in bici. Grazie, certo. A Riccardo Magrini. Tel Aviv, Jerusalem, two cities, two marathons, one break. Primo Roglic si è già messo in tasca la tappa del Galibier, ma questo è il gruppetto degli uomini di classifica che va a giocarsi lo sprint. Non c'è Fabio Aru. Fabio Aru che è rimasto dietro al terzo attacco di Romain Bardet. Questo è lo sprint che vale l'abbuono, uno sprint che si andranno a giocare Chris Froome, Rigoberto Urán, Romain Bardet, Mikel Landa e Warren Barguil. Il primo a partire è Bardet, è l'autore di tre attacchi, uno dei quali è costato proprio a Fabio Aru un ritardo sul traguardo di 31 secondi. Parte lungo Bardet, parte. A 3 secondi per Fabio. Marti sesto 2.37, Simon Yates 4.07, Menties ottavo, Alberto Contador nono, decimo Warren Barguil, perde la posizione Damiano Caruso, 53 i secondi di distacco tra Fabio Aru e Chris Froome.